Buongiorno a tutti, riprendiamo il nostro appuntamento settimanale dopo le vacanze. Spero che vi siate riposati tutti o quasi tutti, perché quest'anno ci sarà molto da fare. Eh, forse avete visto sul blog di Beppe Grillo che abbiamo raccolto le prime dieci puntate di Passaparola in un DVD. Chi fosse interessato trova le istruzioni per procurarselo. La notizia di oggi è che l'operazione Alitalia è un grandissimo successo per il governo. Chi l'ha detto? Il Presidente del Consiglio, Berlusconi, che si loda e si imbroda da solo, anche perché dagli esperti ha ricevuto soltanto pernacchie e critiche, per non parlare della stampa e di tutti gli operatori internazionali che si misurano sul libero mercato e non. Sull'Italietta autarchica che sta tornando insieme ai rigurgiti di fascismo giustamente denunciati da famiglia cristiana. Non si capisce bene che cosa stia festeggiando questo Signore, visto che negli ultimi 15 anni è stato Presidente del Consiglio per circa 7, cioè la metà, e in questi 15 anni all'Italia ha perso 15 miliardi di euro di soldi nostri. Quindi la metà dei soldi persi dall'Italia è colpa sua, è colpa dei suoi governi e l'altra metà è colpa dei governi di centrosinistra perché la politica ha sempre tenuto le mani sulla sull'Italia e come vedremo continuerà a tenercela anche dopo averla fatta fallire un numero innumerevole di volte. Prodi e Padova Schioppa, una delle poche cose buone che aveva fatto il governo di centro-sinistra, avevano trovato la quadra. Erano riusciti a convincere Air France a rilevare tutto, il che avrebbe comportato niente fallimento, niente ricorso alla legge Marzano sulle aziende decotte, eh, nascita di un polo europeo molto grosso, avrebbe compreso Air France, KLM e all'Italia che si sarebbe potuto misurare sui mercati internazionali dove ormai le compagnie aeree sono grandi, sono consorziate, sono fondate su alleanze tra più paesi. Ce la saremmo cavata con 2150 esuberi, questo era il piano che era stato presentato da Messie Spinetta e così sarebbe stato se si fosse chiusa la trattativa con i francesi subito all'inizio della primavera, mentre adesso ne avremo 6-7.000 di esuberi, cioè il triplo. L'Air France avrebbe pagato 1 miliardo e 700 milioni per comprarsi le azioni dell'Italia, avrebbe investito 850 milioni, in pratica avrebbe sborsato e ci sarebbero arrivati dalla Francia all'Italia la bellezza di 2 miliardi e 600 milioni. Ora vedremo che invece quei soldi glieli ridiamo noi. Non solo non li incassiamo ma li perdiamo. In più sarebbe stata salvata, malpensa e ristrutturata e sarebbe stato potenziato l'aeroporto di Fiumicino. Questo in sintesi era Ciò che era stato concordato tra il governo Prodi e l'Air France e che è saltato perché sono arrivati Berlusconi e i suoi lanzichenecchi e perché i sindacati completamente accecati dal breve periodo non hanno saputo scegliere fra un piccolo sacrificio oggi e un enorme eh, dissanguamento domani, quello che invece avremo. Che cos'è che non va in questo nuovo piano che è stato chiamato Fenice perché pare quasi l'araba Fenice che risorge dalle sue ceneri? È un, naturalmente una truffa, siamo abilissimi ormai, sono abilissimi a chiamare le cose con un nome diverso da quello reale per nascondere la realtà. Um, L'Italia viene divisa in due società, Bad Company, la, la, diciamo, la discarica, quella rimane a noi, rimane allo Stato, eh, con tutti i debiti, è una società che contiene debiti. La Good Company invece è quella meravigliosa, profumata, balsamica, quella va ai privati. 16 privati che sono stati scelti privatamente, con trattativa privata da Berlusconi e dai suoi uomini, che hanno ottime armi ovviamente per chiedere piccoli favori agli imprenditori in vista poi di restituire quei favori in grande stile, come vedremo con vari conflitti di interessi. Quindi noi ci teniamo i debiti e quel poco che vale di all'Italia lo regaliamo ai privati che fanno anche la figura dei salvatori della patria, dei cavalieri bianchi. La Bad Company eh, che è stata affidata a uno che si chiama Fantozzi, perché si capisca bene qual è il problema, ehm, è dunque piena di buchi e li ripianeremo noi, i conti pubblici verranno ulteriormente sfasciati, eh, saranno più in rosso che mai e noi pagheremo progressivamente una tassa all'Italia, anche se non la chiameranno così, ce la nasconderanno sotto qualche voce strana, anche perché all'Italia viene incorporata l'Erwan che a sua volta è piena di buchi, pure questa. Quindi oltre a non incassare spenderemo probabilmente intorno al miliardo di euro, che è un terzo dei tagli alla scuola decisi da questo governo, e in più avremo un sacco di gente per la strada, appunto 6-7 mila persone, che verranno messe in cassa integrazione a zero ore, poi avranno vari scivoli ovviamente pagati con la cassa integrazione, quindi sempre con soldi nostri, e alla fine qualcuno verrà licenziato, qualcun altro si dice... Eh, questi sono liberisti, quindi naturalmente vogliono infilare questi personale in esubero nelle poste. Eh, un mese fa ci avevano detto che le poste sono sovradimensionate, devono ridurre il personale e invece adesso ci raccontano che addirittura il personale delle poste aumenterà perché arriveranno gli steward, le, 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 le hostess, forse qualche pilota verranno travestiti da postini eh, e così risolveremo il problema. Naturalmente pagheremo noi. La good company invece, quella buona, quella che viene regalata ai privati nell'ambito di quella famosa usanza tutta italiana di privatizzare gli utili e di socializzare, statalizzare le perdite, la good company è formata come proprietà da 16 grandi e lungimiranti capitani coraggiosi che tutti insieme sono riusciti a mettere da parte la miseria di un miliardo di euro. Che non basta naturalmente a rilanciare all'Italia, basti pensare che il prestito ponte fatto ad aprile dal governo Pro di Morente su richiesta del nascente governo Berlusconi era di 300 milioni e la Litalia in tre mesi se l'è mangiato. Dove prenderanno questi soldi, mica li tirano fuori dalle loro tasche, in gran parte arriveranno dalle banche che sono molto coinvolte, come vedremo, in questa, in questa cordata. Eh, taglieranno tutto il tagliabile, naturalmente, ridurranno le rotte internazionali, squalificheranno ulteriormente il Fiumicino. Malpensa resterà al palo con Bossi, Lamoratti e Formigoni che ululeranno alla luna mentre prima se la prendevano col governo di centrosinistra, adesso eh, gli sarà un po' più difficile prendersela con il loro di governo. E in compenso abbiamo una caterva, un groviglio, una giungla di conflitti di interessi perché non c'è solo quello di Berlusconi. Il conflitto di interessi non risolto da nessuno quando ce l'aveva quasi soltanto lui adesso è diventato un'epidemia e quindi ce l'hanno in tanti. Primo conflitto di interessi, abbiamo Carlo Toto, proprietario dell'Erwan, che con 450 milioni di debiti riesce a piazzare il colpo della vita. L'Eruan viene incorporata all'Italia. Intanto il nipote Daniele è stato candidato ed eletto nel popolo della libertà. È lì a vigilare evidentemente. Abbiamo tre soggetti che sono impegnati in opere pubbliche e sono addirittura pubblici concessionari dello Stato, quindi lo Stato in questo conflitto di interessi naturalmente li ha convocati facendogli sapere che era bene per loro se aderivano all'appello del presidente del Consiglio e sono Salvatore Ligresti, noto immobiliarista, assicuratore, palazzinaro pregiudicato per Tangentopoli, Marcellino Gatti, un altro che ai tempi di Di Pietro entrava e usciva dalla galera, eh, e poi ehm, l'ottimo Marco Tronchetti Provera eh, che eh, dopo avere ridotto come ha ridotto la Telecom, adesso eh, è anche lui nel settore immobiliare. Eh, in più abbiamo la famiglia Benetton, che è l'apoteosi del conflitto di interessi, perché la famiglia Benetton è pubblico concessionario per le autostrade, è gestore, dopo averlo costruito, dell'attuale aeroporto di Fiumicino, e in futuro sarà uno dei proprietari dell'Alitalia. Quindi, come gestore di Fiumicino, deciderà lui quali tariffe far pagare all'Alitalia per usare Fiumicino. Tutto in famiglia. Gli immobiliaristi di cui sopra e di cui anche sotto, come vedremo, sono tutti molto interessati a una colata di miliardi che sta arrivando su Milano e la Lombardia per l'Expo. L'Expo prevede 16 miliardi di freschi per pagare nuove infrastrutture, costruzioni, palazzi, due autostrade, due metropolitane, una tangenziale, una stazione, poi ferrovie, eccetera, eccetera. Naturalmente indovinate chi si accaparerà questi lavori, esattamente coloro che hanno fatto i bravi e hanno accolto l'appello del governo. Poi abbiamo Francesco Bellavista Caltagirone che con l'ata ha delle mire sull'inate, abbiamo Emilio Riva che è un acciaiere ma è tradizionale supporter di Berlusconi, abbiamo l'ottima eh, famiglia Marcegaglia, eh, non solo c'è la Emma che ormai è una specie di valletta di Berlusconi, quella che Berlusconi prende, ehm, cinge con il suo braccio nelle riunioni della Confindustria come se fosse una carfagna o una brambilla qualsiasi, ma abbiamo anche la sua famiglia. Il gruppo imprenditoriale Marcegaglia, famoso per condanne e patteggiamenti assortiti da parte del padre e del fratello della, della signora, poi, che è la presidente della Confindustria, tra l'altro, che quindi tratta per conto di tutti gli industriali con il governo e che poi diciamo, privatamente si è infilata in questa meravigliosa avventura. Abbiamo la Banca Intesa dell'ottimo banchiere Passera, banchiere di centro-sinistra che però si è messo subito avanti. Anche lui e che naturalmente fungerà anche qui eh, col conflitto di interesse. Prima ha fatto l'advisor per trovare eh, la soluzione ad Alitalia e poi è entrata eh, nella compagine azionaria della nuova Alitalia Good Company. Abbiamo i fratelli Fratini che sono anche loro degli immobiliaristi toscani, magari interessati a, a, un pie, a mettere un piedino a Milano in occasione dell'Expo. Prendere anche loro la loro fettina di torta. Abbiamo un certo Davide Maccagnani che è molto interessante: Alberto Statera su Repubblica ha raccontato chi è: uno che produceva missili eh, nucleari test, per testate nucleari addirittura e adesso si è riconvertito all'immobiliare, quindi anche lui eh, avrà probabilmente lo seguiremo insomma si presume che avrà anche lui le sue contropartite sotto forma di terreni, cioè in realtà gli interessi stanno a terra anche se all'Italia dovrebbe volare. E poi Dulcis in fundo, il presidente dei 16 campioni eh, del tricolore che è Roberto Colaninno. Roberto Colaninno che già ha dei meriti storici per avere eh, riempito di debiti, comprandola a debito la Telecom ai tempi della Merchant Bank D'Alema e C a Palazzo Chigi e, ehm, e adesso si, si propone anche lui per il suo bel conflitto di interessi familiari in quanto suo figlio ehm, Matteo è. Ministro Ombra eh, dell'Industria del Partito Democratico, Così Ombra. Che non ha praticamente proferito verbo di fronte a questo scandalo nazionale, perché lui prima era contrario naturalmente alla soluzione Berlusconi, poi ci è arrivato papà e, come si dice, i figli so piezze e core, ma pure i padri, insomma, e quindi ha detto sono un po' in imbarazzo, poi il giorno dopo ha detto ma no, non sono per niente in imbarazzo, insomma, non ha detto niente e soprattutto continua a rimanere ministro molto ombra, diciamo ministro fantasma dell'industria del Partito Democratico. Eh, un Fatto interessante: qualche anno fa eh, furono condannati in primo grado per bancarotta nel crack del bagaglino Italcase, una brutta, sporca faccenda eh, immobiliare. Alcuni big dell'industria della finanza italiana come il banchiere Geronzi, eh, Marcegaglia papà, il papà eh, della Valletta, e eh, Colaninno eh, Roberto, papà eh, del ministro fantasma. Bene, tutti e tre eh, a vario titolo sono impegnati dopo la condanna in primo grado in questa meravigliosa avventura perché anche Mediobanca pare che si sia mossa dietro le quinte. In quanto come sapete Geronzi sta per diventare il padrone unico della finanza italiana eliminando anche quei pochi controlli che venivano dalla gestione duale del management della banca che fu di Cuccia. Insomma, questo è il quadro, è interessante perché qui probabilmente sono state violate una mezza dozzina di leggi, d'altra parte non ci sarebbe Berlusconi se fossimo tutti in regola con la legge, quindi che cosa è successo? Intanto la legge del mercato, vengono sospese addirittura le regole dell'antitrust e i poteri del garante dell'antitrust perché Bisogna dare tempo di consumare tutti questi conflitti di interessi e queste occupazioni del libero mercato con intanto il matrimonio alitalia One che sgomina qualsiasi concorrenza in Italia, soprattutto sulla tratta Milano-Roma, sarà gestita in monopolio da questa nuova good company dove c'è dentro Toto e c'è dentro l'Alitalia, non ci sarà concorrenza, non si potrebbe e allora si sospendono le regole che sarà mai insomma una più, una meno, un piccolo lodo alfano per la nuova antitrust, per la nuova Alitalia, non si, non si nega a nessuno. La concorrenza va a farsi benedire. I prezzi quindi li fisserà il monopolista, naturalmente quindi non, non ci sarà possibilità di gare al ribasso. La condizione che ci era stata imposta dalla Commissione europea, cioè dal governo europeo, per autorizzare il famoso prestito ponte che ha consentito all'Italia di fumarsi quegli ultimi 300 milioni di euro era che litalia per un anno non si espandesse, restasse esattamente così com'era. Naturalmente con questo accordo viene violato. Quella condizione perché? Perché all'Italia si mangia Erwan e quindi si espande, altro che ben prima di quell'anno che era stato imposto dalla Commissione Europea. Quindi la Commissione europea, se le parole e gli accordi hanno ancora un senso, dovrebbe condannarci e vietarci questa operazione. In più viene cambiata un'altra legge italiana, la legge Marzano, quella sulle imprese decotte. Che dovrà essere modificata intanto perché. Questi capitani coraggiosi, mica entrano nell'Alitalia eh, rischiando qualcosa, non rischiano niente, anzi, vogliono mettersi preventivamente al riparo dal rischio che qualche creditore o qualche dipendente della vecchia Alitalia si rivalga sulla nuova cioè chieda loro eh, di sobbarcarsi anche qualche rischio e quindi eh, verranno tutelati in tutto e per tutto, saranno inattaccabili, saranno, anche loro hanno un loro scudo spaziale, anche loro hanno il loro piccolo lodo alfano, per cui se qualcuno gli chiede qualcosa loro fanno finta di niente e dicono io non so chi sei, eh, mi trovo qua per caso. Nessun rischio di revocatoria, nessun rischio di rivalsa da parte di creditori e dipendenti. E dove andranno i creditori e i dipendenti a rivalersi? Andranno dalla bad company, cioè da quella decotta, da quella nostra, da quella dello Stato, quindi pagheremo tutto noi. Per eh, cambiare gli ammortizzatori sociali, altra eh, deroga alla legge Marzano perché, perché naturalmente. Ci sarà bisogno di un plafond di, eh, di risorse per queste 6-7 mila persone che finiranno per la strada eh, oppure magari alle poste, come ci è stato raccontato spiritosamente, eh, in quanto non siamo attrezzati per fare fronte a questa fiumana eh, di lavoratori in uscita. Eh, in più, ehm, il Governo promette di detassare le aziende che assumono ex dipendenti della Litalia. Questa è un'altra cosa spettacolare: l'Italia è piena di aziende decotte, di gente che finisce per la strada, bene, quei lavoratori lì si fottono, mentre invece gli ex lavoratori della avranno un privilegio, quello di poter andare in alcune aziende che se li assumeranno avranno riduzioni fiscali e così cittadini di serie A, cittadini di serie B. Naturalmente, l'Europa ci tiene. Anche perché il prestito ponte. Aveva anche escluso che per un anno eh, la società Alitalia venisse messa in liquidazione o in regime concordatario. L'Alitalia aveva garantito dunque di pagare tutti i creditori. Adesso, eh, se la nuova società non li paga, eh, cosa succede? Succede che quelli si rivalgono, l'abbiamo detto, ma non solo. Eh, la Good Company dovrà comprarsi tutti gli aerei e tutti gli slot dalla Bad Company, che è l'attuale Alitalia moribonda. Eh, e poi dovrà rifare tutti i contratti dei dipendenti o almeno di quelli eh, che terrà con sé. Bene, quanto pagherà eh, tutti questi beni la good eh, alla bad? Se li pagasse per quello che varrebbero sulla carta, la vecchia Alitalia probabilmente avrebbe i soldi per onorare i suoi debiti, avrebbe bisogno di circa 2 miliardi, 2 miliardi e mezzo di euro. Naturalmente si dice che visto l'aria che tira, i nuovi proprietari se tirano fuori un miliardo di euro per comprare tutta quella roba è già tanto, quindi la vecchia Alitalia resterà in profondo rosso, non avrà i soldi per pagare i creditori. I creditori da chi andranno, non potendo andare nella GUD che è immunizzata, andranno dallo Stato. Andranno dallo Stato, che, cioè dal governo, il quale dovrà tirare fuori i soldi per pagare i creditori della vecchia litalia. A questo punto ci arriva addosso l'Europa perché? Perché se lo Stato paga i debiti di un'azienda, bene, questo si configura come un aiuto di Stato e questo è vietato. Naturalmente perché altrimenti tutte le altre aziende d'Europa si incazzano e protestano dicendo ma perché noi dobbiamo andare avanti con le nostre gambe? E non ce la facciamo, falliamo, mentre in Italia invece lo Stato interviene a, a rabboccare eh, quando i conti delle sue società sono in rosso e allora ci arriverà addosso una procedura di infrazione con condanna, con multa che aggraverà ancora eh, la spesa di questa operazione folle e faraonica. In più, la Nuova Alitalia, dato che sarà l'unico soggetto solvibile, dovrà sobbarcarsi allora sì tutti i debiti che lo Stato non poteva pagare e quindi dovrà pagare tutti i creditori. e In più, dovrà rimborsare quei 300 milioni di prestito ponte, che comunque era un prestito e che quindi dovrà restituire allo Stato, visto che la bad company è nello Stato e quindi lo Stato non può restituirsi i soldi da solo, sarebbe una partita di giro. Insomma, come avete visto, Berlusconi Aris risolto brillantemente anche l'emergenza all'Italia, con lo stesso sistema con cui dice di avere risolto l'emergenza della monnezza a Napoli, nascondendo il pattume sotto il tappeto. Che succederà in futuro? Beh, questi 16 capitani coraggiosi devono rimanere lì fermi per cinque anni. Dopo i 5 anni possono rivendere le loro quote della Good Company, della Nuova Alitalia. E secondo voi che cosa fanno? Sono 16 soggetti, nessuno dei quali ha il minimo interesse e il minimo background per occuparsi di, di voli. Non gliene frega niente dell'Italia, gliene importa eh, ovviamente in virtù eh, delle, delle contropartite. Quindi che cosa faranno? Prenderanno le loro quote e le venderanno a quello che sta per diventare il partner internazionale, cioè il, il partner industriale, quello che sa come si fa a volare, che sarà probabilmente Air France se vincerà Tremonti o eh, Lufthansa se vincerà Gianni Letta, questo, questa questo uomo, questo mummia di Similaun che... È ha gestito tutta questa operazione dietro le quinte. Entro il 2013 questi possono rivendere e che cosa fanno? Svenderanno, come si sa ovviamente eh, fin da ora, ai francesi molto probabilmente o ai tedeschi, così i francesi eh, dell'Air France si prenderanno la compagnia italiana che diventerà compagnia francese, quindi non ci sarà più nessuna bandierina da nessuna parte, è tutto finto naturalmente che questa sia una cordata italiana, soltanto che la prenderanno a condizioni molto migliori di quanto l'avrebbero presa se, eh, si fosse, se si fosse dato retta a Prodi e, e a Padova Schioppa, cioè pagheranno 4 lire anziché quei 2 miliardi e 600 milioni che si erano impegnati a pagare e la prenderanno anche molto più snella perché non ci saranno più eh, i dipendenti in esubero, non ci saranno più i debiti, dei quali, nel frattempo, li avremo liberati a spese nostre. Questa sì è la svendita di Alitalia ai francesi e agli stranieri, mentre quella di Prodi non lo era. Avremo così una compagnia francese che si chiamerà Alitalia, naturalmente, e che probabilmente raschierà via molto presto il simbolino dalle ali degli aerei. Ci resta comunque una consolazione in tutto questo: che in questi cinque anni. I politici potranno continuare a fare il bello e il cattivo tempo nella Litalia, cioè potranno continuare a mettere il naso. Avendo portato loro questi imprenditori faranno fare a questi imprenditori più o meno quello che vorranno, sono tutti imprenditori assistiti o amici dei politici, nel solco di quella tradizione che è proprio la ragione per cui all'Italia è sempre rimasta in rosso, cioè che la gestivano con criteri politici e non manageriali. Pensate soltanto che un mese fa il governo Berlusconi ha stanziato un milione di euro per ripristinare l'imprescindibile volo Roma-Albenga, Tanto caro al ministro Scaiola, che sta a 30 km da Albenga, cioè a Imperia, e che diciamo, ci tiene ad atterrare con l'aereo nel cortile di casa. Ecco, è meglio che rimanga ancora un po' in mani italiane proprio perché le mani italiane, l'Alitalia, la gestiscono così, un po' come il vecchio ministro Nicolazzi gestiva le autostrade e si faceva fare lo svincolo autostradale a Gattico, eh, proprio sotto casa sua, nella famosa autostrada Roma-Gattico. Eh, dicevo, ci resta un'altra consolazione anche, cioè il fatto che eh, ritorna il comunismo. Ecco, Berlusconi che convoca imprenditori, cambia leggi, organizza cordate, eh, il governo mh, che dirige eh, gli affari dell'impresa privata, sistema debiti, sposta dipendenti, pianifica, eh, fa piani quinquennali, eccetera, eccetera, ricorda tanto la, la grande Unione Sovietica eh, di Stalin, di, di di Brezhnev, di Cernienko, eh, diciamo che il modello Putin sta entrando in Italia e sta tornando diciamo, il dirigismo e la pianificazione sovietica. Ecco, eh, il cavaliere eh, che non sa e non ha mai saputo che cos'è la libera concorrenza e il libero mercato, ripristina se Dio vuole l'industria di Stato. L'ultimo vero comunista è lui. Passate parola. Buongiorno a tutti, allora alcuni amici del blog voglio scendere del blog di Beppe mi chiedono non darci sempre brutte notizie, darci ogni tanto qualche buona notizia. Io oggi ve la vorrei dare perché veramente sono estasiato. Abbiamo un ministro che è fantastico, è vero che il governo lascia un po' così a desiderare, ma ce n'è uno che veramente li recupera tutti perché è un grande, Angiolino Jolì, detto Alfano. Lui è veramente un genio, l'abbiamo trattato male. Nei negli scorsi passaparola, ma questa volta bisogna ricredersi, abbiamo di fronte veramente un cervello superiore, un grande riformatore, un innovatore, un uomo che inventa soluzioni avveniristiche per problemi che purtroppo nessuno era mai riuscito a risolvere. Pensate, ieri, così di domenica, fra l'altro, ci regala le sue domeniche gratis, gli è venuto in mente come si fa a risolvere l'annoso problema del sovraffollamento delle carceri che naturalmente si ripropone esattamente come due anni fa, nonostante il mega indulto extra large, che lui stesso votò fra l'altro perché ci hanno raccontato che era una specialità del centro-sinistra, in realtà lo votò una parte del centro-sinistra e una parte del centro-destra, compresa Forza Italia, compreso Alfano, anzi fu proprio Forza Italia a pretendere che l'indulto fosse di tre anni perché altrimenti i Previti sarebbe ancora agli arresti domiciliari e insomma non sta bene, poveruomo. uomo. Che cosa ha pensato di domenica, così appena sveglio, gli è venuta, ogni tanto gli arrivano queste fulminanti illuminazioni geniali: ha pensato che espellendo i detenuti extracomunitari e dotando di braccialetto elettronico eh, una serie di condannati a pene basse o comunque che debbano scontare eh, pochi anni ancora. Prima di uscire, si potrebbe sfollare le carceri e riportarle eh, a una presenza che sia proporzionata alla capienza. Voi sapete che le nostre carceri a dir tanto possono contenere 40-45 mila detenuti e siamo già eh, quasi a 60 mila e si calcola che. Entro un paio d'anni si arriverà addirittura a 70-75 mila, cioè a quasi il doppio rispetto alla capienza, eh, rispetto ai posti cella. Allora, partiamo dall'inizio: perché in Italia ogni anno si ripropone il problema del sovraffollamento delle carceri, sebbene l'Italia abbia conosciuto una quarantina di provvedimenti di amnistia e indulto in 60 anni. Altrimenti ovviamente avremmo eh, esplosioni nelle carceri se non avessimo sfiatato eh, ogni tanto la pressione eh, con provvedimenti di amnistia. In conduto, con questa frequenza che voi capite è la frequenza di una volta ogni anno e mezzo: ogni volta ogni anno e mezzo in Italia si ha la certezza che si liberano migliaia di criminali, il che è tra l'altro una un invito criminogeno, perché vuol dire che se uno si fa prendere a intervalli regolari non sconta mai la sua pena, perché scatta sempre eh, un'amnistia o un indulto. In ogni caso, Alfano è pentito dell'indulto, dice non è servito a niente, glielo dicesse a Previti se non è servito a niente, a Previti è servito molto. Eh, anche a tutti i delinquenti che sono usciti hanno potuto tornare alle vecchie abitudini e in parte, solo in parte, sono stati riacciuffati, l'indulto è servito molto, è servito meno alle vittime dei loro reati, proprio l'altro giorno si calcolava che eh, oltre un terzo di coloro che uscirono per l'indulto, grazie a Mastella, che magnificò anche lui quel provvedimento e ci tenne proprio a dargli il suo nome, erano tornati a delinquere e sono già stati presi e riportati dentro, il che ci fa pensare che almeno altrettanti, cioè almeno un altro terzo, siano tornati a delinquere recidivi e non siano ancora stati presi. Quindi... Immaginate su 50 quasi 1000 persone che uscirono di carcere oppure si videro revocare le pene alternative dell'affidamento al servizio sociale o degli arresti domiciliari che festa. Bene, ora sono tutti pentiti e allora dicono "Basta con gli indulti, facciamo il braccialetto elettronico e le espulsioni degli extracomunitari". Che idea? Non ci aveva mai pensato nessuno. Almeno così pensa il povero Angelino Jolie, il quale è come un marziano appena atterrato sulla terra. Non ha la più pallida idea eh, del fatto che ciò nel quale lui sta mettendo le mani in questo momento è argomento sul quale si è già dibattuto da decenni. Ci sono suoi illustri o quasi predecessori che avevano già detto espulsioni e braccialetti, perché nessuno ci tiene, salvo poi doverlo fare per previti a mandar fuori i delinquenti. Il problema è che le due soluzioni individuate da Alfano non solo erano già state esaminate, ma erano già state scartate perché non servono. Quindi siamo all'ennesimo annuncio di una cosa che non verrà mai fatta, almeno speriamo, perché se verrà fatta, che cosa significherà? Significherà un indulto mascherato. Voi sapete che questo governo è geniale nei lifting, del resto il suo presidente, insomma, eh, tra trapianti e lift, è tutto finto ormai, non ha più un centimetro quadrato di pelle originale. Eh, ma eh, il lifting legislativo è la specialità di questo governo. Voi sapete che hanno abolito l'ICI, adesso la chiamano in un altro modo e ce la reintroducono. Il fallimento all'Italia hanno detto di averlo risolto, lo pagheremo due volte, come avete saputo, mentre. Una quindicina di furbetti intascheranno eh, l'azienda pulita dai debiti e dagli esuberi. Eh, non parliamo della monnezza a Napoli, che chiunque vada in campagna sa che è stata rimossa soltanto da alcuni quartieri, non è sparita la monnezza dalla campagna, sono spariti i giornalisti e i fotografi e soprattutto le telecamere. Quindi abbiamo un nuovo lifting legislativo, questa volta eh, per far sparire i detenuti senza farcene accorgere: in realtà niente sparisce. Noi trattiamo il tema detenuti sempre con l'ideologia, anziché con i dati scientifici e partendo dalla concreta e brutale realtà. E ci stiamo raccontando da anni che l'Italia ha il problema di avere troppi detenuti. È una bella espressione, abbiamo troppi detenuti. Abbiamo troppi detenuti un corno. Cosa vuol dire troppi detenuti? In base a cosa? Quale sarebbe il numero perfetto di detenuti? Non esiste. Il numero dei detenuti dipende direttamente dal numero delle persone che violano la legge, vengono prese, vengono condannate a una pena che secondo la legge prevede il carcere. Quindi non esistono né troppi né troppo pochi. Sono quelli che riusciamo a prendere. In un paese dove tra l'altro per certi tipi di reati i livelli di impunità sono addirittura al 90%, Immaginate che cosa succederebbe se conquistassimo un per cento di efficienza in più all'anno, esploderebbero le carceri, meno male che siamo un paese inefficiente e non li prendiamo, perché se ne prendessimo un po' di più non sapremmo dove metterli. Quindi non abbiamo troppi detenuti, abbiamo troppi delinquenti eventualmente e abbiamo troppi pochi posti cella in rapporto ai delinquenti, siccome il carcere deve… Mettere le persone in condizioni di non nuocere per un certo periodo, farle riflettere, possibilmente rieducarle, così dice la nostra Costituzione, Il carcere non deve essere una tortura, cioè non bisogna oltre alla privazione della libertà, infliggergli una pena supplementare che è quella della promiscuità, del vivere accatastati, del vivere in dieci in una cella che ne dovrebbe tenere due o cose di questo genere. E quindi in quel senso abbiamo troppi detenuti, ma non in rapporto al fabbisogno delle celle, troppi detenuti in rapporto alle poche celle che abbiamo. Vi basti un dato, l'Inghilterra, la Gran Bretagna eh, celebra ogni anno 300.000 processi e ha circa 60.000 detenuti. In Italia si celebrano circa 3 milioni di processi, il decuplo, e abbiamo 60 mila detenuti, stessa cifra. Allora vi pare sono stupidi gli inglesi che hanno lo stesso nostro numero di detenuti come risultato di un decimo dei nostri processi o siamo fessi noi che abbiamo eh, il decuplo dei processi e lo stesso numero di detenuti della Gran Bretagna? È evidente che siamo fuori di testa noi. Abbiamo pochi posti, naturalmente si dovrebbero costruire nuove carceri, tutti ne parlano, nessuno le, le costruisce, sapete che le ultime costruite sono le famose carceri d'oro, quelle che poi furono inaugurate dagli stessi politici che le avevano costruite perché finirono dentro, a cominciare se non ricordo male dal famoso, eh, dal famoso, dai famosi socialdemocratici eh, Nicolazzi e ci coinvolti nello scandalo demico. Oggi abbiamo un sacco di caserme dismesse, un sacco di edifici industriali abbandonati, basterebbe un piano di, per riattarli, almeno per contenere i detenuti non pericolosi, si potrebbero usare questi e poi non si è mai capito per quale ragione si siano chiuse Pianosa e la Sinara, a parte la ragione di farci fare le vacanze a qualche ministro magari accompagnato dai vigili del fuoco, ma Pianosa e Asinara andavano benissimo per tenere i boss mafiosi al 41 bis, e credo che quello sia uno dei tanti favori che la politica ha fatto alla mafia anche perché la chiusura dei carceri del 41 bis stava nel famoso papello che Rina distribuì durante le trattative eh, mentre l'Italia esplodeva tra una bomba e l'altra nel 92-93 negli anni delle stragi. Troppi reati inutili è un'altra verità. Quando parleremo la settimana prossima, probabilmente della riforma della giustizia vi farò qualche esempio di comportamenti che in Italia sono ancora puniti eh, penalmente e richiedono tre gradi di giudizio. Però sulla popolazione carceraria i reati da depenalizzare non influiscono perché. Perché non c'è nessuno in carcere per reati minori. La leggenda del ladro di mela che sta in carcere non è vera, perché, come ben sapete, ce ne vogliono molte di mele rubate per finire in galera, in quanto eh, da noi si entra in carcere soltanto. Per pene superiori ai tre anni, sotto i tre anni, se uno lo chiede, di solito ottiene l'affidamento ai servizi sociali. Semmai ci sono molti extracomunitari che non lo possono ottenere perché non hanno fissa dimora, non si sa dove abitano, non si sa nemmeno dove. dove... Eh, da dove vengono e non si sa nemmeno come si chiamano e quindi il giudice di sorveglianza eh, ritiene poco sicuro metterli in affidamento eh, e quindi su questo bisognerebbe eventualmente agire ma insomma non è che la depenalizzazione ci porterebbe eh, a, a una diminuzione dei detenuti. Noi abbiamo eh, gente in carcere per reati per i quali è bene che la gente in carcere ci stia almeno un po'. L'unico problema, ma io su questo non ho soluzioni, è quello della droga. Ci sono tutta una serie di reati collegati con la droga, nessuno è in galera perché si droga, eh, però eh, naturalmente eh, ci sono persone che per drogarsi poi spacciano, commettono altri reati e quindi per quei reati è previsto che sia chi si droga sia chi non si droga ehm, finisca dentro, un po' come i reati degli extracomunitari, non, nessuno è in carcere perché è extracomunitario, per fortuna ancora non ci sono riusciti, eh, dopodiché se uno è extracomunitario non deve essere punito più severamente di un italiano, ma non deve essere trattato nemmeno eh, più con i guanti rispetto a un italiano, quindi ciascuno dovrebbe pagare in proporzione al danno che ha eh, provocato. C'è poco da fare insomma su depenalizzazioni e cose del genere. Fermo restando che ovviamente il tossicodipendente dovrebbe essere aiutato eh, a, a uscirne, ma questo compatibilmente con le comunità, che sono quasi tutte private, eh, già si sta tentando di fare. Il problema qual è? È che questa classe politica, soprattutto questo centrodestra, continua ad aumentare ehm, il numero dei detenuti con leggi eh, che ci raccontano essere fatte per la nostra sicurezza. In realtà con la nostra sicurezza non c'entrano niente e allungano il periodo del carcere a persone che magari sarebbero uscite prima, ma dopo aver scontato la loro pena. La ex Cirielli che cosa faceva? Eh, ai recidivi... Ehm, provocava con una serie di meccanismi una detenzione più lunga, mentre agli incensurati garantiva di fatto l'impunità eh, con l'idimezzamento della prescrizione. Per cui abbiamo uno come Berlusconi che è un incensurato seriale, perché ogni volta è prescritto e quindi non si riesce mai a condannarlo la prima volta e quindi non diventerà mai recidivo. Mentre dall'altra parte chi prima della legge aveva già una condanna eh, a questo punto rischia di non uscire quasi mai più se commette uno o due reati nuovi perché appunto c'è questo meccanismo infernale che allunga la sua detenzione. In più aggiungete tutta questa miriade di reati collegati alla clandestinità eccetera eccetera, pensate all'aggravante razziale di cui abbiamo già parlato che punisce più severamente un irregolare extracomunitario per lo stesso reato per cui un italiano è punito molto meno. È così che ehm, oltre al normale ingresso di delinquenti in carcere eh, si è forzata la mano e si è aumentata la media, aumentando i reati puniti col carcere e allungando i tempi di detenzione per quelli che sono già dentro. Ed è questo governo che è responsabile di questa esplosione eh, delle carceri, che naturalmente è più grave perché loro ci mettono del proprio. Ecco questo volevo dire. Ma abbiamo appunto. Questo gigante del pensiero, questo genio del diritto, questo giureconsulto di scuola grigentina, Angelino Jolie, che adesso ha pronto il bracciale. Mettiamo il bracciale al polso o alla caviglia del detenuto e il detenuto anche in libertà lo controlliamo. Vita natural durante, per cui possiamo, dice Angelino, eh. Liberarci di ben 7.400 detenuti, pensate, presto avremo 75.000 detenuti. Lui eh, ne tira fuori col braccialetto 7.000 e pensa di aver risolto il problema. Ne avremo 68.000, cioè ne avremo. 23.000 in più della capienza stabilita. Pensate che idea geniale, però comunque è meglio seguirlo perché è molto convinto. L'avete visto anche a Reti Unificate ieri sera in televisione che annunciava dietro una siepe, si nasconde probabilmente perché non lo sentano ehm, questa geniale trovata. Bene, leggo dalla stampa. Io ricordo il braccialetto: era un'invenzione, si fa per dire, del ministro Enzo Bianco, ministro dell'Interno che nel 2000 l'aveva già sperimentata, poi non si è più, più saputo niente. Poi arrivò il governo Berlusconi II. Eh, avevamo quell'altro gigante del pensiero, il ministro Castelli, anche allora iniziarono una geniale sperimentazione del braccialetto nel 2003, nel 2005 quando erano alla vigilia di andarsene eh, hanno, avevano già finito la sperimentazione perché era già naufragata e sulla stampa e su Repubblica si spiega il perché. Allora mh, avevano testato 400 braccialetti, con una convenzione, con un'azienda a caso, indovinate quale, Telecom. Sapete quanto era costato allo Stato italiano questa convenzione per i test sui 400 braccialetti? 11 milioni di euro. Sono 22 miliardi di lire, 11 milioni di euro, 400 braccialettini. Li hanno provati, tenetevi forte perché i numeri sono spettacolari, li hanno provati. Su tre detenuti, uno al polso, due alle caviglie. Il primo è subito evaso, non si è più saputo dove è andato. Eppure è evaso col suo bel braccialettino. Eh. Sapete perché? I braccialetti applicati finora non hanno nemmeno il collegamento satellitare, scrive la stampa. L'apparecchio è controllato da una centralina. Collegata al telefono in casa della persona agli arresti domiciliari. Lo metti agli arresti col suo bel braccialetto c'è una centralina eh, presso le, gli uffici di polizia che eh, tiene il collegamento. Ma se il detenuto si allontana oltre il raggio di captazione dell'antenna, cioè come quando uno con il cordless si allontana di qualche decina di metri dall'appartamento, bene, in questura scatta l'allarme perché? perché non si sa più dove è finito. Tutto qui nel senso che da quel momento il bracciale non rivela alcuno spostamento dell'evaso. In altri termini le forze dell'ordine sanno che è scappato ma non hanno la minima idea di dove si nasconda. Questo è il braccialetto che hanno testato. Ci vorrebbe il collegamento via satellite ma ci costerebbe ancora di più di quello che già costano queste cialtronate eh, che sono state testate per 11 milioni di euro. In più, c'è una normativa europea che impone alle case produttrici di braccialetti di eh, fabbricarli con materiali che non danneggino il soggetto, quindi non possono mettertelo in ghisa o in eh, acciaio. Eh, il materiale deve essere morbido, a cominciare dalla fibbia, perché lo devi portare per anni. Ciò significa che un detenuto intenzionato a evadere può tagliare. Il braccialetto senza alcun problema, con un colpo di forbice nella fettuccia e andarsene. L'allarme scatta, ma non si sa più dove sia finito. Intanto, magari è andato a ammazzare qualcuno, a rapinare qualcuno, a violentare qualcuno. Bene, il braccialetto eh, ha fatto una brutta fine nel 2005: l'uso di questi dispositivi è stato interrotto. Eh, Repubblica, con un'altra statistica, parla di 15 milioni all'anno di spesa, la centralina che conferma la presenza del detenuto in casa salta anche quando viene spolverata o sfiorata da un bambino, il meccanismo diventa muto se il detenuto si immerge in una vasca da bagno o scende in cantina con un fiorire di falsi allarmi che mobilitano senza costrutto le forze di… è già sceso in cantina, non si sente più, sarà sparito, arriva la polizia, dov'è il detenuto? È in cantina che prende la bottiglia di vino. Le forze di polizia giustamente non ne vogliono più sapere nulla di quell'aggeggio infernale. Se poi il ministro, invece che sperimentarlo su 400, volesse eh, mettere in atto questo geniale provvedimento per 8000, come aveva promesso, come ha promesso ieri dietro la siepe, allora la spesa salirebbe a 3 miliardi di euro. 6000 miliardi di lire! per mandare in giro eh, 7.000 persone col braccialetto, una cosa dell'altro mondo. Sarebbe praticamente, se non sbaglio, è un calcolo troppo complicato, fatelo voi. Espulsione, seconda, seconda trovata. Perché tenere eh, in carcere italiani, detenuti stranieri che rubano il posto ai nostri? No? Direbbe qualche leghista. Mandiamoli Ma via. Ma andiamoli via e così abbiamo risolto il problema. Ma come hanno fatto a non pensarci prima? È una cosa talmente geniale. Non ci hanno pensato prima perché? Perché ci hanno pensato prima, solo che non funzionava nemmeno quella. Che cosa succede? Tu per espellere un extracomunitario gli dici vai via, che abbia commesso reati o no, magari lo espelli semplicemente perché non ha il permesso di soggiorno, quello di solito con le sue gambe non se ne va, allora lo accompagni coattivamente alla frontiera. Quello passa la frontiera e poi torna, soprattutto se è uno già condannato, magari un delinquente, magari inserito in un'organizzazione criminale, appena lo metti fuori ritorna dentro, appena ti giri e te ne torni indietro. Allora gli fai il foglio di via e quello non se ne va via. Allora gli chiedi perché non è andato via quando lo riprendi e lui ti dice ma non vado via perché non ho i mezzi per tornarmene in Marocco, giustamente se uno da Milano deve andare in Marocco eh, come fa? Ci va a piedi e poi a nuoto? No, bisognerebbe caricarlo su un aereo e per caricarlo su un aereo bisognerebbe pagargli il biglietto perché? Perché se non ha una lira come fa a pagarsi un biglietto aereo? E comunque anche se ha i soldi eh, eh, è difficile dimostrare che li ha, visto che di solito le attività dei clandestini sono clandestine e non, non ricevono regolare stipendio sul conto in banca. E allora bisogna trovare i soldi per pagare il biglietto a migliaia di persone da espellere. Nessun, lo Stato italiano non ha manco gli occhi per piangere, non abbiamo manco i soldi per, la, per le, le, le volanti della polizia. Figuratevi, se abbiamo i soldi per pagargli l'espulsione, e anche se li avessimo, come è noto, gli Stati quasi tutti. Gli stati da cui provengono i nostri extracomunitari più dediti al delitto non li vogliono indietro perché? perché non avendo documenti certi non si è sicuri che arrivino proprio da quel paese lì e quindi quel paese lì perché se li deve riprendere indietro. Se poi sono stati condannati e devono scontare la pena non c'è nessun paese che se li riprende nelle sue carceri perché poi tocca a quel paese lì mantenerli anziché a noi. E quindi magari, a meno che non abbiamo fatto accordi bilaterali, ma non mi pare, salvo rare eccezioni, ci chiederanno il, il costo del mantenimento del detenuto nel loro carcere. Allora che senso ha, anche culturalmente, anche come segnale, far sapere all'estracomunitario, guarda che se ammazzi qualcuno, se rapini o se stupri, eccetera, io ti mando via. Ma è la stessa cosa che dici a quelli che non fanno niente, io ti mando via, solo perché non hanno il documento. Che messaggio mandi? Mandi che siamo il paese di Pulcinella. Il messaggio da mandare è: guarda, che se violi le leggi italiane verrai arrestato esattamente come gli italiani vengono arrestati e pagherai lo stesso prezzo di quello che hai fatto. Questa è sicurezza. No, bada che se ammazzi qualcuno ti mando via. Ma quelli vengono subito, anche perché essere mandati via non è mica una punizione. Voi vi rendete conto in quali mani siamo? E questi sarebbero il governo della sicurezza. In più naturalmente questo riguarderebbe, si è, si è stabilito, 4.700 persone condannate extracomunitarie da rimpatriare e noi stiamo parlando di un problema enorme come quello delle carceri che se arriviamo a 75.000 detenuti, toglierne 5.000 vuol dire averne 70.000. Che cosa abbiamo risolto? Niente, perché poi ce ne crescono ancora quasi 30.000. È a quelli che gli facciamo. Voi vi rendete conto che ci vorrebbe serietà? Ci vorrebbe eh, olio di gomito, ci vorrebbe una politica che studia i problemi in base ai dati scientifici e non in base alle frottole e soprattutto che non si affida ai marziani. Dovremmo diventare insomma un paese serio, governato da gente seria. Questi sono pagliacci che purtroppo eh, mettono le mani sulla nostra vita e sulla nostra sicurezza. Passate parola. Buongiorno a tutti. Questo Passaparola è dedicato ad Abdul. Aveva 19 anni, era cittadino italiano, ma era nato nel Burkina Faso, era a Milano con la sua famiglia. L'hanno massacrato di botte gridandogli muori sporco negro. Alcuni tagliotti padani. Due giorni fa, sospettandolo di avere rubato alcuni biscotti in un bar, non mi pare di avere sentito nessuno invocare sicurezza, di solito quando si verifica un delitto a parti invertite, si invoca sicurezza, tolleranza zero, rastrellamenti in certi ambienti. Ecco, qui bisognerebbe fare rastrellamenti in certi ambienti italioti, di razza ariana, di pelle bianca. Ah, evidentemente la, ministra, la sindaca Moratti è una donna fortunata. Pensate se le fosse accaduto il contrario: pensate se le fosse accaduto che un cittadino di pelle nera, anche se italiano, eh, anziché essere ammazzato avesse ammazzato lui, un italiano. A quest'ora avremmo, avremmo le televisioni e i giornali che strepitano all'unanimità sul problema sicurezza invece della sicurezza di Abdul che ha avuto la sicurezza di morire ammazzato al grido di sporco negro, non ci sono esternazioni né da destra né da sinistra. Chiusa la parentesi, ma è proprio di sicurezza che volevo ancora parlare perché questa è stata un'altra grande settimana. Noi abbiamo questi ministri che si danno il turno, per cui ne viene fuori uno alla settimana con delle idee meravigliose. Abbiamo questa signora, la Mara Carfagna, che insospettatamente è ministro delle pari opportunità se voi la vedete a questi occhi sgranati fissi tipo Paresi che denotano lo stupore con cui essa stessa ha accolto la notizia di essere diventata ministro e le è rimasta stampata in faccia, non riesce più a levarsi quell'espressione stupefatta, ma come io ministro? Hanno tutti gli occhi di fuori, anche Angelino, anche Bondi, anche Calderoli, nessuno avrebbe scommesso una cica su se stesso, e invece guardate ce l'hanno fatta ma non riescono più a ritornare a un'espressione normale. Bene, questa ministra Carfagna, di cui non si è mai capito a che cosa serva, anche se qualcuno... Qualche idea se l'è fatta, soprattutto vedendo certi calendari, l'altro giorno ci ha fatto sapere che le fanno orrore le donne eh, che usano il loro corpo per scopi commerciali. E sta parlando una signora che compare da anni in negli abitacoli di tutti i tir dei camionisti d'Italia. Evidentemente ha un concetto un po' curioso della mercificazione, un po' selettivo. Ce l'aveva naturalmente con le prostitute, ma soltanto con quelle che si prostituiscono per la strada. Le altre no, le altre vanno bene perché l'importante è nascondere. Questo è il governo che nasconde, per cui se una cosa non si vede non c'è. Se lo fai in casa va bene, se lo fai per strada non va bene. Abilito questa distinzione, superando la legge Merlin, chi si prostituisce in casa ok, chi si prostituisce per strada galera. Galera, ripeto, è quello che ci hanno raccontato i giornali. Io ho qui una selezione di titoli dei giornali, perché il, il sistema, adesso ve lo descrivo, ma vediamo prima i titoli, incarcere i clienti delle lucciole, la stampa. Stop alla prostituzione, manette ai clienti. In strada crea allarme sociale, dice la Carfagna. Ne ho altri, eh, perché tutti i giornali se la sono bevuta, tutti dal primo all'ultimo. Carcere, 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 pene più severe per lucciole e clienti. Sino a 12 anni a chi sfrutta i minori, il giornale. Potremmo continuare, ma vediamo se ne trovo ancora uno per farvi vedere che se la sono bevuta proprio tutti, dal primo all'ultimo. Carcere per i clienti, carcere per le prostitute, retate. Avremo quanti, quanti nuovi detenuti? E chi glielo dice al ministro Alfano che soltanto la settimana scorsa era terrorizzato per i dati delle carceri e prometteva gingilli tipo braccialetti elettronici, espulsioni dei condannati e altre amenità che poi abbiamo già spiegato non funzionano? Una settimana si lancia l'allarme per il sovraffollamento delle carceri, una settimana dopo si annuncia carcere per i clienti e per le prostitute, che non sono pochi, perché le prostitute per strada in Italia si calcola che siano circa 70-100 mila, ciascuna avrà una buona clientela, Vorrei, vogliamo dire che ha ciascuna in media 10 clienti? Bene, vuol dire che potremmo, se fossimo efficienti e li arrestassimo tutti, potremmo arrivare ad arrestare un milione di persone? Ma se fossimo anche inefficienti e ne arrestassimo, che dico, il 10%, potremmo arrivare a arrestare 100.000 persone? E lo sanno questi signori che noi abbiamo posti nelle celle per 45.000 persone e sono già tutti strapieni, tant'è che nelle carceri ce ne sono 20.000 di più? E dove pensano di metterli questi qua? Negli stadi, come ha proposto Matarrese per gli ultra? Seguendo la linea Pinochet, che aveva scoperto gli stadi come contenitori di detenuti politici, naturalmente ehm, già diversi anni fa. Ecco, noi siamo in mano a questi dilettanti allo sbaraglio, a questi squinternati, a questi decerebrati ehm, che fanno annunci. Tanto loro lo sanno che gli annunci non saranno seguiti da nulla, ma che i giornali abboccheranno come tonni, le televisioni rilanceranno, i cittadini, non essendo dei tecnici dell'argomento, non riescono a capire che è tutto finto e quindi si comincia a discutere dell'arresto della prostituta sotto casa, dell'arresto del cliente e in realtà non verrà mai arrestato nessuno. Quindi. Almeno questa norma di, di, di celle sovraffollate non ne produrrà più di quanto già non lo siano. Il bello è che proprio funziona così, è come la pubblicità più deteriore, la pubblicità ti convince che una cosa esiste, tu cominci a convivere con quella cosa che ti hanno detto esistere e poi un giorno con comodo magari qualcuno ti dice sveglia, Babbo Natale non esiste, sveglia i bambini, non li porta la cicogna. Ecco, questo è il governo dei Babbi Natale, delle cicogne, del bambino sotto il cavolo, annunci impossibili da smentire. Contornati da applausi e da discussioni che fanno in modo che la gente pensi che veramente all'annuncio seguirà qualcosa. Allora, vediamo perché. Poi vi faccio degli altri esempi perché questo riguarda molto come noi riceviamo le notizie. Noi le riceviamo come se fossero vere e quindi ci sono molti che ci credono. Se hanno detto che arrestano le prostitute e i clienti, arresteranno le prostitute e i clienti. Manco persone. Chi esercita la prostituzione o ne usufruisce per strada rischia una pena da 5 a 15 giorni di arresto e una multa da 200, a 3, da 200 euro a 3.000 euro. Domanda, finiranno dunque in carcere prostitute e i loro clienti sorpresi a contrattare sul marciapiede almeno 5 giorni minimo? o 15 giorni massimo, ma nemmeno per sogno. La pena da 5 a 15 giorni minimo massimo di arresto, anche se il giudice ti applica la maggiore, quindi il massimo della pena, 15 giorni di arresto, tu 15 giorni di arresto non li fai, nel senso che questa è la pena che ti arriverà alla fine del processo, che di solito dura 7-8 anni in Italia, e che fino ai due anni è coperta dalla condizionale. Se supera i due anni e arriva fino a tre, non si sconta in carcere, ma per lo più si sconta ai servizi sociali. Come abbiamo già ripetuto milioni di volte, per, essere, per avere speranze di finire in carcere bisogna superare tre anni di pena. Sotto è impossibile andarci. Figuratevi quante condanne per prostituzione in strada alle prostitute o ai clienti si devono totalizzare perché uno di questi vada a finire dentro. Se deve arrivare almeno a tre anni e la pena massima è 15 giorni, ammesso e non concesso che il giudice ti dia sempre il massimo della pena, cioè 15 giorni, tu dovrai totalizzare 24 condanne per avere un anno. 48 per avere due anni, 72 condanne per avere tre anni, 73 per superare i tre anni e andare in galera per quanto? Per 15 giorni. Naturalmente sempre che il giudice ti dia sempre il massimo della pena, sempre che non scatti la prescrizione, che è rapidissima. Qui la prescrizione scatta nel giro di tre anni. Quindi è impossibile fare un processo tre gradi di giudizio, ma soprattutto sempre ammesso che tu confessi. Perché se tu non confessi, ed è raro trovare degli imputati che quando vanno davanti al giudice che gli chiede lei confessa, dicono sì sì sono colpevole. Quindi se l'imputato non confessa, se, non scatta la se scatta la prescrizione o se, o se il processo dura troppo a lungo, la speranza di finire in galera per questi reati è assolutamente zero. Bisogna essere volontari. Per, per farsi prendere e farsi condannare e, e totalizzare il numero sufficiente di anni per andare in, in prigione, anche perché questo reato è a prova impossibile. Cosa vuol dire? Punisce il cliente e la prostituta che contrattano in strada. Perché se li sorprendono mentre compiono atti sessuali in una macchina o dietro un cespuglio, quelli sono atti osceni in luogo pubblico e sono già puniti, quindi non è questo il problema. Questo è il nuovo reato che punisce la contrattazione del sesso a pagamento. Ma se io porto davanti al giudice un uomo e una donna che, in una certa zona, vestiti in un certo modo la donna, in un certo atteggiamento l'uomo, stavano parlottando fra di loro con l'auto. A motore acceso, il giudice chiederà naturalmente alla signora: dice lei stava contrattando sesso con il signore, dice assolutamente no. Passavo di lì per caso e ci facevamo due chiacchiere. Dice, ma era vestita a Ah, ma io mi vesto così, non è mica vietato dalla legge assolta. Quanto al signore? Dice, ma lei stava contrattando sesso con la signora? Dice io. E io stavo chiedendo un'informazione stradale, l'ho incontrata sul marciapiede, ho fermato la macchina, non sapevo più dove andare. A questo punto, il giudice potrà anche ridergli in faccia, dicendo: Va bene, questo glielo racconti a tua sorella, e l'altro, giustamente col suo avvocato, gli farà notare: No, guardi, che l'onere della prova è suo, non è mio. È lei che devo, deve dimostrare che io stavo parlando di sesso a pagamento, non sono io che devo dimostrare che non ne stavo parlando, e quindi verrà assolto anche lui. Il risultato: quale sarà? I processi saranno totalmente inutili perché verranno quasi tutti assolti e, comunque, anche in caso rarissimo di condanna non ci saranno conseguenze, non ci sarà carcere per nessuno. Il risultato però sarà che, ah, nel processo pubblico, il cliente verrà sputtanato: avrà l'immagine, la famiglia, la reputazione rovinata per aver fatto poi che cosa? E i giudici dovranno celebrare migliaia di processi già sapendo che saranno inutili, ma li dovranno celebrare lo stesso, le indagini di un pubblico ministero, l'udienza preliminare davanti a un GIP, il processo in tribunale davanti a un giudice monocratico e siamo già a tre giudici impegnati e sono solo in primo grado, perché poi abbiamo la Corte d'Appello dove ci sono un Procuratore generale e tre giudici e poi abbiamo la Cassazione dove c'è un Procuratore generale e cinque giudici. Cioè, avremo 13 magistrati impegnati per ogni cliente di ogni prostituta e per ogni prostituta che verranno sorpresi in atteggiamenti equivoci per la strada. Voi vi rendete conto che siamo di fronte a un branco di decerebrati? Perché soltanto un branco di decerebrati o di delinquenti, fate voi, o di decerebrati delinquenti o di decerebrati più delinquenti può fare una legge che va a intasare con migliaia di nuovi processi un sistema giudiziario che è. Già completamente all'esaurimento. Sarebbe come prendere il passante di mestre nell'ora di punta e decidere di sveltire la circolazione immettendo migliaia di nuove automobili. La stessa cosa esplode il passante di mestre, esplode la giustizia, infatti, non si riuscirà più a fare i processi per i reati seri. Perché? Perché bisognerà andare a rincorrere i clienti e le prostitute. E questa è una costante. La politica dell'annuncio, senza la possibilità di smentire quell'annuncio, che è falso, che è finto, meglio, consente al governo di continuare a fare annunci, di continuare a migliorare la sua immagine e la sua popolarità, perché la gente ci crede. E poi tanto chi è che va a controllare se a quegli annunci è seguito qualcosa? Controllando l'informazione, coloro che dovrebbero andare a verificare che cosa succede dopo, ci si garantisce che nessuno controllerà che cosa succede dopo. Come si dice a Napoli, non è scomparsa la monnezza, sono scomparsi i giornalisti, sono scomparse le telecamere. La monnezza non può sparire. Nulla si crea, nulla si distrugge, se non si ripristina il ciclo completo dei rifiuti la monnezza è nascosta, non è sparita. Dove è nascosta bisognerebbe cercarlo. Chi dovrebbe cercarlo è un dipendente del Presidente del Consiglio per i nove decimi. Oppure ha paura di lui, l'altro decimo. Figuratevi se qualcuno andrà a verificare quante prostitute e quanti clienti sono stati arrestati dopo che è passata questa menata della, della ministra da calendario. Avete sentito quest'estate, gli annunci, quanti sindaci, quanti, quante ordinanze! Dopo che il governo ha dotato dei superpoteri, questi Superman, ehm, Muniti di criptonite che abbiamo nei palazzi civici, i quali hanno cominciato a emettere delle meravigliose ordinanze vietando di dare da mangiare ai piccioni, vietando di portare le ciabatte perché fanno rumore, vietando di usare il tagliaerba. A Novara hanno vietato addirittura di riunirsi in più di tre nei parchi pubblici a una certa ora, hanno ripristinato il coprifuoco praticamente. E abbiamo anche un sindaco anzi molti sindaci, che in base a una direttiva nazionale del ministro Maroni hanno deciso di multare gli accattoni. Suona bene se uno non ci pensa, multare gli accattoni è un po' come arrestare le prostitute, multare gli accattoni. Poi uno ci pensa, cioè spegne la televisione perché se no non riesce a pensarci, nessuno glielo fa notare, ci pensa e dice ma... Uno perché fa l'accattone? Perché non ha una lira. Che senso ha multare un accattone? Come la pagherà la multa? È un accattone. Se chiede l'elemosina non ha una lira. E allora come fa a pagare la multa? La multa al, al, al miserabile, al, al, al poveraccio, allo straccione è esattamente come evirare un eunuco. È esattamente come accecare un non vedente, come assordare un sordo, come vietare di parlare a un muto. Voi vi rendete conto che siamo in mano a, a, un, a un branco di delinquenti, decerebrati, bravissimi nella propaganda e nello spot, che riescono persino a fare in modo che la gente non si metta a ridere quando minacciano di multare una cattona. Ed è tutto così. Abbiamo già dedicato un passaparola per chi è interessato o non se lo ricorda, c'è il DVD sul blog di Beppe, ma abbiamo già raccontato come ci hanno fatto credere che è stato istituito il reato di clandestinità. Mentre non è vero, hanno istituito il reato di ingresso clandestino in Italia che punisce soltanto quegli sfigati che vengono sorpresi nell'istante in cui entrano in Italia. Casi rarissimi. E tutti a dire, oddio, adesso abbiamo centinaia di migliaia di badanti che rischiano l'arresto. Ma quando mai? È reato da oggi in poi, per tutti quelli che erano già qua prima, non, è, non, 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 non si può fare niente. E non è che e questa è la differenza tra reato di clandestinità e reato di ingresso clandestino. Hanno fatto il secondo ben sapendo che non avrebbe prodotto niente, perché se avessero istituito il reato di clandestinità veramente avrebbero dovuto arrestare tutti gli immigrati già presenti in Italia senza il permesso, che lavorano magari e non, sa, e non avrebbero saputo dove metterli, salvo appunto aprire gli stadi alla Pinochet. Altro annuncio che ha fatto effetto mediatico e non ha prodotto nessuna conseguenza concreta anche perché i giornali e le televisioni sono fatti apposta per rilanciare questi annunci. Invece di andare a vedere il vero problema, cioè la legge funziona, ci promettono che la legge produrrà questo effetto. Davvero questa legge serve a produrre questo effetto? No, questa è, è troppo seria come impostazione. Di solito giornali e televisioni si dedicano al dibattito pro e contro. È giusto arrestare le prostitute e i loro clienti, allora VIP, sotto VIP, frequentatori di bordelli, puttanieri, ex puttanieri, aspiranti puttanieri che intervengono dicendo ah io ci ho provato, la puttana serve, ah io ci ho provato, serviva ma adesso non va più bene, no ma non è il caso, sì è il caso e nessuno che va a vedere in concreto se la legge funziona o non funziona. Qualche anno fa già ferveva il dibattito sul reato di clandestinità, c'era chi diceva facciamolo, c'era chi diceva non facciamolo, nessuno ha il coraggio di farlo perché poi appunto si dovrebbero arrestarne centinaia di migliaia e allora che cosa fecero? La Turco-Napolitano e poi la Bossifini che in quello... Erano praticamente identiche, decisero di punire non chi era in Italia senza documenti, ma chi era in Italia e non esibiva il documento quando veniva fermato dalla polizia. Il reato era mancata esibizione del documento d'identità senza giustificato motivo. Che cosa succedeva? Succedeva che i giudici si vedevano portare migliaia di immigrati che non avevano esibito il documento di identità al poliziotto che li aveva fermati o al carabiniere che li aveva fermati. Perché? Perché era obbligatorio arrestarli, era un reato ad arresto obbligatorio. Solo che era esattamente come il reato di prostituzione per strada, un reato a prova impossibile e quindi ad assoluzione obbligatoria, perché il giudice gli interrogava e gli diceva: Ma lei non ha esibito il documento? Quello diceva sì. Dice perché? Aveva un giustificato motivo? Sì. E qual era il giustificato motivo per cui lei non ha esibito il documento? Non ho il documento. Vi sembra un motivo giustificato o no per uno? che non esibisce il documento, il fatto di non avere un documento, certo che è un giustificato motivo. E quindi, secondo una corrente giurisprudenziale tutt'altro che avventata, venivano tutti assolti fino a quando è intervenuta la Cassazione a mettere ordine in una, in una questione che non riguardava giudici buonisti che assolvevano gli immigrati, ma riguardava... Politici decerebrati che scrivono le leggi coi piedi e che poi si meravigliano se a non funzionano, b i giudici non riescono a applicarle. Ecco per quale motivo noi continuiamo a sentir parlare di sicurezza da quando avevamo i pantaloni corti e non vediamo mai uno straccio di sicurezza perché la sicurezza non ce la possono dare per le ragioni che abbiamo spiegato altre volte, perché noi saremo sicuri quando Berlusconi e la casta degli impuniti non saranno più sicuri e loro a loro volta per essere sicuri con i loro reati impuniti non possono far funzionare la giustizia che darebbe sicurezza a noi e allora vai con gli spot. L'unico modo per smontare questo circolo vizioso che produce popolarità a un governo che non ne combina una giusta, è quello di passare parola e quindi passate parola, ci vediamo lunedì. Buongiorno a tutti, oggi avrei dovuto parlare ancora di Alitalia, ma ne riparleremo già da No zero giovedì sera, quando ripartiremo su Rai 2 e avremo modo di rifletterci. Io invece oggi vorrei parlare di una questione che va da Israele all'Italia. Forse avete sentito dire ieri, in coda qualche tempo, il primo ministro israeliano EU Donnert, come aveva promesso quest'estate nel mese di luglio. Olmet era sotto indagine per, dicono i giornali corruzione: in realtà lì il reato di finanziamento illecito e corruzione è lo stesso, e quindi lui è accusato di avere preso dei soldi senza registrarli nella, nei bilanci del suo, della sua campagna elettorale. È stato accusato dopo essere diventato Premier di Israele in seguito al all'ictus che ha colpito il precedente Premier eh, Ariel Sharon. Non è stato ancora rinviato a giudizio, cioè non è stato ancora formalmente incriminato, è stato già interrogato tre volte e ogni volta si è presentato, si è precipitato dai magistrati. Alla fine ha deciso che in quella situazione non poteva più diventare Presidente, non poteva più restare Presidente del Consiglio dello Stato di Israele e quindi ha annunciato le sue dimissioni e adesso puntualmente le ha date. E verrà sostituito da, dal suo ministro donna Zipi Livni. Perché parlo di Olmert? Parlo di Olmert perché quest'estate è accaduta una cosa inversa in Italia, come al solito da noi a situazioni simili conseguono risultati dissimili, anzi opposti. Berlusconi, eh, imputato lui sì, è rinviato a giudizio già in fase avanzata nel dibattimento di primo grado per corruzione giudiziaria di un testimone, l'inglese David Mills, indagato per aver comprato o tentato di comprare dei senatori del centro-sinistra un anno fa, imputato con richiesta di rinvio a giudizio per avere comprato i servigi di un dirigente della Rai cioè dell'azienda concorrente che sarebbe anche pagata da noi rispetto alla sua. A sua volta rinviato a giudizio in un altro processo per frode fiscale, falso in bilancio e appropriazione in debita, il processo dei diritti mediaset, quello in cui gli si contesta di avere gonfiato a dismisura il prezzo reale di decine e decine di film comprati in America non direttamente dalle sue aziende, ma fatti comprare da società occulte del comparto offshore della Finimette che se le passavano l'una con l'altra e ogni volta che il Fin passava da una società occulta all'altra aumentava il prezzo e alla fine questa panna montata del surplus rispetto al prezzo reale finiva, secondo l'accusa, nelle tasche del cavaliere e dei suoi familiari. Bene, un signore in queste condizioni, due processi in corso al Tribunale e due eh, udienze preliminari in corso tra Napoli e Roma, per non parlare di tutto il pregresso, cioè delle sei prescrizioni, delle due assoluzioni in base alla depenalizzazione del reato del falso in bilancio fatto da lui, lasciamo perdere, un signore in quelle condizioni ha deciso anche lui che non era opportuno che un Presidente del Consiglio avesse delle indagini e dei processi in corso, solo che invece di andarsene lui, ha cancellato i processi in corso con il Lodo Alfano, in Israele non hanno avuto la stessa idea, a Olmert non gli è venuto in mente di fare un Lodo Olmert per abolire le, sue, le indagini a suo carico. Eh, ha pensato bene che un premier indagato se ne debba andare lui, è andato in televisione, ha fatto un discorso, si è rivolto agli elettori del suo partito, ha detto io sono innocente, intendo dimostrarlo davanti ai giudici, ma voglio dimostrarlo senza lo scudo del mio incarico pubblico. Perché il mio incarico pubblico potrebbe intimidire i giudici e anzi ha concluso con queste parole. Sono orgoglioso di avere guidato un paese democratico dopo tutte le guerre, eccetera. Sono orgoglioso di avere guidato fino ad oggi un paese democratico nel quale la polizia e la magistratura indagano liberamente sul capo del governo senza alcun condizionamento e vi saluto. Ecco, queste parole andrebbero scolpite a caratteri cubitali, aurei, su Palazzo Chigi, Palazzo Madama, Montecitorio e anche al Quirinale dove sappiamo che il lodo Alfano è stato firmato in fretta e furia dal nostro capo dello Stato che curiosamente è anche il garante della, supremo della Costituzione e che però evidentemente quel giorno lì era un po' meno garante dell'articolo 3 della Costituzione, visto che l'articolo 3 stabilisce che tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge senza distinzioni nemmeno di condizioni sociali e personali, e il lodo alfano stabilisce che ci sono quattro persone che proprio per le loro condizioni personali e sociali sono invece non più soggette alla legge comune e alla legge penale. Due situazioni simili, sebbene quella di Olmer fosse per un reato molto più lieve, Fosse un'inchiesta nata dopo che lui era diventato Presidente del Consiglio e fosse comunque in un paese che è tuttora in guerra, che rischia da un momento all'altro un attacco o dall'Iran o da qualche altro tra i numerosi nemici che ha tutti intorno ed è impegnato in un processo di pace con i palestinesi che forse potrebbe anche arrivare a una buona conclusione. Bene, avrebbe avuto tutti gli alibi per dire io rimango in attesa di vedere come va il processo e invece. Eh, Olmer se n'è andato e in Italia se n'è andato il processo. A questo punto ci hanno detto Berlusconi è libero da um, distrazioni, non ha più impegni, anche se lui non aveva nessun impegno nemmeno prima perché non ha mai messo piede in tribunale in questi due processi, finalmente penserà agli italiani. Non pare che sia così. Il lodo separa le sue sorti da quelle dei suoi coimputati, il processo ai coimputati va avanti, eh, per quanto riguarda lui, lui viene congelato eh, in attesa che il tribunale faccia l'eccezione di incostituzionalità davanti alla Corte e la Corte risponda se il lodo è o non è costituzionale. Dovesse non esserlo, come pare, non sia eh, Berlusconi tornerebbe imputato, ma a questo punto davanti ad altri giudici rispetto a quelli che lo stanno giudicando adesso, proprio perché si presume che gli altri nel frattempo saranno andati avanti a giudicare i suoi coimputati, e quindi sia che li abbiano ritenuti colpevoli, sia che li abbiano ritenuti innocenti, si saranno già pronunciati sui fatti e quindi anche in qualche modo indirettamente su di lui, divenendo così incompatibile a giudicare lui. Quindi lui, i giudici che lo, stanno giudicando, che lo stavano giudicando fino a luglio, quando è passato il lodo, non li vedrà più in faccia ne arriveranno degli altri. E allora? e allora dovrebbe stare tranquillo. E allora dovrebbe pensare ai problemi del paese. Quello che c'era stato raccontato, in realtà non è così. Non è così perché abbiamo letto 20 giorni fa che i suoi avvocati hanno reiterato in cassazione la ricusazione contro la presidente del tribunale che sta giudicando nel processo Mills Nicoletta Gandus. Uno dice ma che gli frega a lui di Nicoletta Gandus se ormai potrà giudicare soltanto David Mills, che è il suo coimputato nel processo Berlusconi-Mills? Lui non la vedrà più. Se mai tornasse imputato in quel processo, il presidente sarà un altro. E allora, perché ricusa una giudice che non può più giudicare lui? Perché si occupa di un processo nel quale lui non c'è più? La risposta è molto semplice. Gli imputati sono due, la corruzione si fa in due. Uno paga, l'altro prende. Uno compra, l'altro vende. Che cosa avrebbe venduto Mills a Berlusconi in cambio di 600 mila dollari, secondo la Procura di Milano e secondo il GIP, che ha rinviato a giudizio entrambi? Ha venduto due testimonianze, chiamato nel 97-98 dal Tribunale di Milano a testimoniare nei processi sulla Fininvest, tangenti alla Guardia di Finanza. Fondi neri o Liberian, Mills, che era il consulente estero per la finanza estera del gruppo, quello che ha creato le società offshore, sarebbe andato lì e avrebbe detto un quarto, un quinto, un decimo, un centesimo, chi lo sa di quello che sapeva. Chi lo dice? Le toghe rosse. No, lo dice Mills in una lettera che ha scritto nel 2004 al suo commercialista, inglese, è molto importante, Bob Drennan, che ha detto. Il modo in cui io avevo reso la mia testimonianza in quei due processi, non ho mentito, ma ho superato curve pericolose, per dirla in modo delicato, tenne Mr. B, cioè Berlusconi, fuori da un mare di guai nei quali lo avrei gettato se solo avessi detto tutto quello che sapevo. Ha giurato di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, lo giuro, dopodiché ha detto. Pochissimo perché, se avesse detto tutto, scrive lui al suo commercialista, l'avrebbe cacciato in un mare di guai. All'inizio, all circa alla fine del 1999, mi fu detto, cioè l'anno dopo le testimonianze reticenti o false, mi fu detto che avrei ricevuto dei soldi a titolo di prestito a lungo termine, che lui peraltro non ha mai restituito, o di regalo, 600.000 dollari su un hedge fund, eccetera, eccetera. Perché lo scrive al suo commercialista? Perché lui quei soldi non li poteva giustificare. Mister B gli fa avere tramite un manager, Bernasconi, che oggi è morto, 600 mila dollari in Svizzera, di nascosto, in nero, extra bilancio, fuori busta. Lui come fa a dichiararli al fisco? Dovrebbe dire perché li ha avuti. Dovrebbe dire sono un testimone comprato. Questo è, comp è, è il corrispettivo della mia testimonianza reticente dovrebbe confessare dei reati. Quindi che cosa fa? Non li dichiara al fisco e li dichiara invece al suo commercialista perché, perché teme che nelle indagini sui diritti media, quando gli vanno a perquisire l'ufficio, i magistrati di Milano scoprano anche tracce di questi fondi neri. Il bello è quello che succede dopo. Capita a volte che un evasore fiscale eh, confessi di aver evaso il fisco al suo commercialista. In Italia il commercialista gli spiega come fare a nascondere il tutto. In Inghilterra, che cosa succede? Il commercialista denuncia il cliente David Mills al fisco. E le carte arrivano alla Procura di Milano. Tipico anche in Italia, no? Immaginate un commercialista che denuncia il suo cliente, immediatamente perderebbe tutta la clientela. Invece il commercialista Bob Drennan viene sentito dalla Procura di Milano e dice: Certo! Ci parve tutto molto strano. A che titolo Mills riceveva soldi da Berlusconi? Era per caso il suo figlio adottivo? E il socio di Drennan. Ah no, poi aggiunge ancora Drennan. In quella dichiarazione c'era un collegamento sufficiente che mi indusse a credere che io avessi il dovere di riportare la questione. A Clyde Mercliu, funzionario del Serious Fraud Office, cioè dell'antifrode fiscale di Sua Maestà britannica, per lasciargli decidere se il collegamento fra il denaro e quelle testimonianze reticenti esistesse. Anche Baker, socio di studio di Drennan, conferma: lessi la lettera di Mills. Drennan mi disse quale fosse la mia reazione, io gliela dissi. Concludemmo che non c'era altra scelta che riportarne integralmente i contenuti all'antifrode. Così nasce il processo Mills e perché Berlusconi è così preoccupato anche se lui nel processo non c'è più? Perché c'è rimasto Mills. Quello che nell'ipotesi d'accusa ha preso i soldi da lui. Che cosa possono fare i giudici con una prova del genere? Carta canta c'è la lettera scritta ufficiale, sequestrata dai magistrati di Milano con la firma di David Mills al suo commercialista. E poi. C'è il verbale in cui Mills, chiamato dalla procura di Milano, quando gli mettono sotto il naso la lettera, cade dalle nuvole perché mai più avrebbe pensato che quella sua lettera sarebbe finita nelle mani dei magistrati di Milano ed è costretto a confessare, sì, quella lettera l'ho scritta io. Naturalmente poi quando si viene a sapere che ha parlato e che è stata trovata la lettera, poi ritorna alla Chetichella, alla Procura di Milano, e tenta penosamente di ritrattare dicendo no, ma non, quelli non erano soldi di Berlusconi. Addirittura si inventano che ha tirato in ballo Berlusconi per coprire in realtà delle operazioni poco chiare di un altro suo cliente, un armatore, un certo Attanasio di Napoli, che era stato addirittura già in galera. Figuratevi se l'avvocato Mills, marito di un ministro di Tony Blair, per coprire un certo Atanasio... Fa il nome del capo del governo italiano. Semmai dovrebbe essere il contrario, che uno per coprire il presidente del Consiglio italiano fa il nome di un certo Atanasio. Ma è totalmente irragionevole il contrario. Quindi pensate come hanno impapocchiato la linea difensiva nella speranza di salvarsi. Perché? Perché sono terrorizzati. Sono terrorizzati perché la prova non è frutto di un teorema o di un'elucubrazione delle toghe rosse. Ma ci sono i documenti, ci sono le confessioni. L'imputato Minsk ha confessato davanti ai pubblici ministeri di Milano. Poi, naturalmente, se non confessa anche in aula, in base alla nostra legge demenziale, quello che ha detto ai PM non vale. Però vale quello che ha scritto il suo commercialista e voglio dire c'è la sua firma con scritto ho ricevuto 600 mila dollari in cambio delle mie testimonianze nelle quali superavo tornanti pericolosi per salvare Berlusconi. Che cosa teme dunque Berlusconi? Anche se giudicano solo Mills e metti, condannano Mills per esempio, cosa abbastanza probabile con questo materiale probatorio nelle mani dei giudici, non è che scrivono che Milz ha preso 600 mila dollari ma non scrivono chi glieli ha dati. Nella sentenza ci sarà scritto: se fosse di condanna, Milz ha preso 600 mila dollari in nero dal Silvio Berlusconi, che non possiamo più processare per il lodo Alfano, almeno finché non riusciremo a farlo dichiarare incostituzionale. Quindi, per uno che se la tira sempre da innocente, vittima di persecuzione, e in più adesso ha pure la, il trip di diventare presidente della Repubblica. Ebbene, eh fa la differenza una sentenza nella quale ci sia scritto. Che se quello i soldi li ha presi glieli ha dati lui e che quindi è colpevole anche lui. Questo è quello che temono. Per cui non vogliono che si arrivi a sentenza, non vogliono che la sentenza la scriva la Gandus, vorrebbero ricusarla affinché il processo riparta da capo e arrivi alla solita prescrizione, in modo da poter poi raccontare agli italiani. Che erano tutti innocenti, mentre in realtà, come è noto, la prescrizione significa che sei colpevole, ma l'hai fatta franca per ragioni di tempo. E allora continua Berlusconi a ricusare la giudice Gandus, anche se la giudice Gandus non c'entra più con lui e non giudicherà mai più lui. Lo fa per Mills, cioè per se stesso, ma non solo. L'altro giorno, dopo la pausa estiva, si è ripreso il processo Mills. Era fissato da luglio l'appuntamento, ma all'improvviso gli avvocati di Berlusconi, che sono tutti parlamentari, Ghedini, Longo e poi anche l'avvocato Pecorella che viene tenuto in stand-by perché lo devono mandare a fare il giudice costituzionale al posto di Vaccarella, adesso dovrebbe arrivare Pecorella così il presepe poi è completo. Quindi mandano avanti gli altri due a fare il lavoro sporco, diciamo, Ghedini e Longo. Entrambi sono in Parlamento, uno alla Camera, l'altro al Senato. Il venerdì, perché l'udienza era fissata venerdì scorso, di solito il Parlamento non, non lavora e non vota, soprattutto. Quindi, non c'è l'impedimento parlamentare degli avvocati. Per quello era stata fissata di venerdì, perché il venerdì gli avvocati in Parlamento e i parlamentari in genere sono liberi. Invece vengono convocate le commissioni giustizia di Camera e Senato proprio quel venerdì lì. Uno dice ci sarà un'emergenza? Assolutamente no. Chi è che deve parlare? L'avvocato Ghedini ha chiesto di parlare su una legge fatta dall'opposizione. No, fatta da lui. Fatta da, dal ministro Alfano che come è noto è un suo prestanome. E infatti c'è una deputata del PD, Paola Concia. La quale fa parte della commissione giustizia della Camera dice: La seduta è cominciata alle 11.05 ed è finita alle 11.45. Hanno lavorato 35 minuti, pensate, 40 minuti, pensate che roba? 45 minuti di niente. La Presidente Giulia Bongiorno non c'era perché lei era impegnata in un processo e ci è andata segno evidente che se manca la presidente può mancare anche un membro normale come Ghedini che tra l'altro pare che non vada quasi mai in commissione. Quel giorno invece ci è andato e ha chiesto la parola per poter dimostrare ovviamente che era impegnato in Parlamento. Se non avesse parlato non gli avrebbero fatto buono l'impedimento parlamentare. Di che cosa ha fatto? Si è messo a parlare degli emendamenti che lui stesso aveva presentato a una legge fatta dal suo stesso governo e probabilmente ispirata da lui, quella sulle intercettazioni, cioè per fare degli emendamenti a una legge Personam per Berlusconi riescono a bloccare il processo dove Berlusconi non c'è più perché loro hanno fatto un'altra legge ad personam, il lodo alfano, ma continuano a bloccarla come se Berlusconi ci fosse. Praticamente per Ghedini e Longo il lodo alfano non vale, vale solo per i giudici. I giudici non possono giudicare Berlusconi, ma Ghedini e Longo possono continuare a mettergli i bastoni fra le ruote anche se il loro cliente non c'è più è un lodo che si allarga e si restringe, come la pancera Gibot, si inventano appuntamenti parlamentari per far saltare un processo che non li riguarda più e il bello qual è? È che i giornali invece di sottolineare lo scandalo, la vergogna, tenete presente che un comportamento del genere in Inghilterra o negli Stati Uniti porterebbe all'immediato arresto degli avvocati per ostruzione alla giustizia e oltraggio alla Corte? Bene, invece di sottolineare lo scandalo, i telegiornali e i giornali su che cosa si sono concentrati? Sul gossip, perché? Perché al posto degli avvocati che non c'erano, dato che l'udienza si è tenuta lo stesso, almeno per rinviarla hanno dovuto tenerla, qual è il gossip? Chiara, io per un giorno avvocato di Berlusconi. Abbiamo finalmente una bella ragazza da buttare eh, sui giornali in modo da parlare di lei per non parlare del perché. Questa ragazza di 28 anni fa l'avvocato di Berlusconi con tutti gli avvocati e con quello che li paga. Questa ragazza fa l'avvocato di Berlusconi perché gli avvocati di Berlusconi sono in Parlamento a far finta di avere degli impegni decisivi, mentre ci ha detto l'Onorevole Concia che non si è fatto niente praticamente. Che se non fosse stato per lo stesso Ghedini nessuno lo avrebbe, eh, avrebbe convocato quella commissione. E andiamo sul gossip. Chiara, due ore da avvocato di Berlusconi, Chiara emozionata, Chiara che fa le dichiarazioni, Chiara che viene fotografata, il giorno dopo Berlusconi che beffa delle beffe, oltre a cioè ci prende proprio per il culo, Casomins il premier attacca, assurdo essere trattato così. Ci sono giudici che fanno lotta politica, mi hanno addirittura nominato un avvocato d'ufficio come se non avessi gli avvocati miei, ma gli avvocati tuoi abbiamo visto che cosa fanno. Ecco l'avvocato Ghedini, naturalmente, e l'avvocato Longo hanno già annunciato che anche nella prossima convocazione, che sarà addirittura di sabato, proprio per essere certi che il Parlamento è chiuso a doppia mandata, non ci saranno lo stesso. Perché non ci saranno lo stesso? Non ci saranno lo stesso perché Ghedini deve fare un altro processo da un'altra parte, guarda caso quel sabato mattina lì, e l'avvocato Longo potrebbe sostituirlo. No, l'avvocato Longo ha un convegno. E quindi addirittura il convegno dovrebbe venire prima dell'obbligo di andare a rispondere alle convocazioni dei giudici. Naturalmente non è che Ghedini e Longo sono soli al mondo nei loro studi, hanno dei collaboratori, hanno degli altri avvocati che lavorano per loro, potrebbero mandarci loro, anche perché per Berlusconi non c'è più niente da fare in quel processo, c'è solo da prendere atto che lui non c'è più e presentare la questione di incostituzionalità, ma quella la fanno i giudici. E loro non possono più intervenire perché Berlusconi non è più imputato in quel processo. Quindi è semplicemente mandare uno per fare atto di presenza. Bene, nell'ultima udienza hanno mandato uno che non era abilitato perché non era ancora avvocato del tutto eh, con le carte in regola per poter difendere un imputato. E quindi sono stati sostituiti dall'avvocato d'ufficio. E chi le racconta queste schifezze? Chi racconta questo scandalo infinito di un processo che non può andare avanti nemmeno per Mills? Perché Berlusconi ha paura che condannino almeno Mills? Chi lo racconta lo scandalo di una legge che è stata fatta apposta per Berlusconi per bloccare un processo che lui continua a bloccare anche una volta che ne è uscito? Chi lo racconta lo scandalo di un Parlamento che viene convocato e sconvocato a seconda delle udienze dei processi a Mills e non più a Berlusconi? Chi lo racconta lo scandalo di un premier che mente spudoratamente davanti alla giustizia, davanti al popolo italiano? Avete trovato traccia, a parte il gossip della giovane e carina avvocatessa, in questi giorni in televisione? Mi pare che non abbiamo saputo niente, come non abbiamo saputo niente della L'Italia, dell anzi, il TG1 continua a leccare eh, i piedi, per non dire altro, alla cordata governativa, addirittura convocando le. Mh, le comandanti crumire per parlare contro il loro stesso sindacato e a favore del governo. È un'informazione di regime a 360 ⁇ e naturalmente l'antidoto è lo stesso, passare parola. Buongiorno a tutti, raccolgo un foglio che sto stampando perché mi serve per questo intervento, è stata un'altra grande settimana a leggere i giornali, a sentire i telegiornali, all'Italia è salva, in realtà l'Italia non esiste più, è una società in liquidazione e come ormai spero, soprattutto dopo la puntata di Anno Zero si sia capito, è stata di fatto regalata a spese nostre a una cordata di strani signori che non hanno nessun interesse, nessuna competenza nei voli aerei, ma hanno molte competenze nei rapporti con la politica e nei favori della politica, favori attivi e favori passivi, e di favori ce n'è bisogno alla grande da parte della nostra classe politica, come avete visto a proposito di quella meravigliosa volo Roma Scaiola Roma eh, che la l'Italia garantisce quando Scaiola è ministro. Quindi anche oggi. Eh, tutti presi dal salvataggio della l'Italia che non è salva perché non esiste più e che ci costerà eh, probabilmente più di 3 miliardi di euro, pari ai tagli della scuola dei prossimi tre anni. Tagliamo 3 miliardi alla scuola e migliaia e migliaia di maestri dipendenti per andare a pagare i debiti di una società che viene regalata, pubblica che viene di fatto regalata ai 16 fratelli bandiera. Bene, tutti presi dai festeggiamenti per questo evento che invece dovrebbe essere luttuoso e che non era affatto inevitabile se si fosse messa sul mercato la parte sana di Alitalia, quella che è stata regalata ai 16 furbetti se fosse stata messa sul mercato internazionale, probabilmente i vettori stranieri come Air France, come British, come Lufthansa, che ora sono interessati a entrare con piccole quote nella CAI, a maggior ragione avrebbero preferito comprarsela subito tutta. Del resto, se l'Air France era disponibile a comprarsela pagandola, con dentro i debiti e gli esuberi, tranne 2100 persone, figurarsi se non sarebbe stata disponibile a comprarsela senza i debiti e senza gli esuberi, come è stata invece regalata alla CAI. Ma insomma, mentre noi eravamo lì che festeggiavamo, non si sa bene cosa, trascinati da una propaganda di regime che fa veramente impressione e forse comincia a fare invidia anche alla propaganda di Mussolini. Per la, per la potenza di fuoco che riesce a dispiegare la televisione, succedeva alla Chetichella quasi di nascosto, poco compreso proprio perché i telegiornali sono fatti apposta per non far comprendere, accadeva qualcosa di molto importante al Tribunale di Milano. Al Tribunale di Milano, come ci siamo detti la scorsa settimana, sono ripresi i due processi a carico non più di Berlusconi, che in virtù del Lodo Alfano eh, ne è uscito, speriamo provvisoriamente, ma a carico dei suoi coimputati, e quindi finalmente il pubblico ministero Fabio De Pasquale, sia nel processo sui diritti Mediaset, sia nel processo sulla presunta compravendita del testimone Mills, ha chiesto ai. Due collegi del Tribunale di Milano che giudicano di sollevare una questione di incostituzionalità a proposito del lodo Alfano, che poi non è un lodo perché lodo significa una soluzione condivisa, quello è un'imposizione dall'alto, non c'è nulla di lodo in tutto questo. Beh, insomma, ha chiesto ai giudici di investire la Corte Costituzionale affinché dichiari incostituzionale la legge Alfano. I giudici del processo Mediaset si sono già pronunciati, hanno già sospeso l'intero processo in attesa che si pronunci la Corte e quindi se la Corte, la prescrizione è sospesa, se la Corte dichiarerà nullo il lodo alfano, eh, il processo ricomincerà davanti allo stesso collegio eh, fra qualche mese. La stessa richiesta è stata inoltrata davanti al collegio presieduto da Nicoletta Gandus, quella che Berlusconi ha ricusato, la quale si è riservata di decidere eh, sabato prossimo. Le, le udienze vengono convocate al sabato perché ormai anche di venerdì gli avvocati di Berlusconi si inventano degli impedimenti parlamentari anche quando di solito il Parlamento non lavora. E quindi sapremo sabato 4 eh, se partirà anche la seconda richiesta di incostituzionalità. Naturalmente essendo una legge fatta per Berlusconi, l'unico modo per farla dichiarare incostituzionale è quella di impugnarla nei processi a carico di Berlusconi, peraltro ex imputato ormai. Gli avvocati si sono molto arrabbiati, perché anche se c'è il lodo continuano ad andare al processo, oppure a non andare per farlo saltare, fino a che la posizione di Berlusconi non verrà stralciata oppure non verrà Sospeso il processo, se Berlusconi verrà stralciato nel processo Mills, il processo proseguirà a carico di Mills e poi ricomincerà da zero a carico di Berlusconi se la Corte dichiarerà incostituzionale il lodo davanti a un nuovo collegio non più presieduto dalla Gandus. Se invece la Gandus dovesse decidere come i suoi colleghi del processo Mediaset che si sospende l'intero processo, allora a questo punto. Sarà lei stessa a giudicare sia Berlusconi sia Mills se e quando la Corte dovesse bocciare il lodo, anzi la legge Alfano. Però vorrei spiegare, perché qui purtroppo la Costituzione è diventata una specie di mistero buffo, per quale motivo il pubblico ministero De Pasquale, con una bellissima ricerca giuridica e storica, addirittura negli atti preparatori della Costituente per andare a vedere che cosa pensavano i nostri padri costituenti di questa idea di immunizzare con uno scudo spaziale le alte cariche dello Stato che cosa ha sostenuto per chiedere e ottenere il rinvio della legge alla Corte Costituzionale. Secondo De Pasquale, PM a Milano, gli articoli della Costituzione che sono stati violati da questa legge sono quattro. Il primo è l'articolo 3 in relazione all'articolo 112. L'articolo 3, voi sapete, ma lo leggiamo perché fa talmente scandalo: che è bello sentirselo ripetere. Tutti i cittadini hanno pani di dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Siamo tutti uguali, lo Stato deve fare in modo che siamo veramente tutti uguali e invece la legge Alfano fa in modo che proprio in virtù della loro condizione sociale e personale alcuni quattro i più importanti politici italiani non siano più uguali di fronte alla legge. Perché dice che questa legge Alfano viola l'articolo 3 in relazione all'articolo 112? Perché l'articolo 112 dice che il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. Punto e fine. È uno degli articoli più brevi, è una sola riga. C'è l'obbligo di esercitare l'azione penale, non c'è scritto è obbligato a esercitare l'azione penale tranne nei confronti di quattro persone. Quindi uguaglianza e obbligo, obbligatorietà dell'azione penale, fanno parte della stessa, dello stesso schema. Se tutti sono uguali, allora chiunque violi una legge, il PM è obbligato a, processa, a farlo processare. E dice De Pasquale, il legislatore non ha previsto alcun meccanismo. Per evitare o limitare il rischio di illegittimità costituzionale che già il Lodo Schifani, che sospendeva i processi a carico delle alte cariche, all'epoca erano cinque, c'era pure il Presidente della Corte Costituzionale, aveva rilevato. Alcuni rilievi che aveva fatto la Corte bocciando il Lodo o la legge Schifani nel 2004 sono stati presi in considerazione. Stavolta i processi non si bloccano più obbligatoriamente se uno delle quattro cariche dello Stato vuole rinunciare allo scudo spaziale può farlo ed essere processato lo stesso il lodo non può essere usato all'infinito può essere usato soltanto All'interno di una legislatura, Berlusconi si sta spendendo il suo bonus in questa legislatura. Se viene rieletto Presidente del Consiglio o oh Dio non voglia Presidente della Repubblica o della Camera o del Senato nella prossima legislatura non può più usare il Lodo Schifani, naturalmente se ne farebbe un altro, ma questo non lo può più usare il Lodo Alfano. E infine c'è la possibilità per le vittime dei reati commessi dai, dalle alte cariche di rivalersi in sede civile visto che il processo penale è sospeso ma altri rilievi che aveva fatto la Corte nel 2004 a proposito della legge Schifani non sono stati presi in considerazione e questo dice il pubblico ministero De Pasquale rende incostituzionale anche questa perché la Corte si è già pronunciata e non è stata ascoltata. Quali sono questi punti? Beh, per esempio la sospensione si applica a tutti dei processi, si applica a tutti i reati senza che sia presa in alcun modo in considerazione la loro gravità. è certo, qui non è che si dice per i reati lievi. Qui si sospendono i processi anche se un'alta carica dello Stato commette un omicidio, uno stupro. La causa di sospensione dei processi opera automaticamente senza alcun vaglio preventivo da parte di organi costituzionali. Si poteva stabilire, per esempio, come era una volta nei confronti dei parlamentari e come è ancora oggi nei confronti dei ministri, e quindi non ce n'era bisogno per il Presidente del Consiglio dei Ministri, perché già oggi è il Parlamento che deve concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dei ministri e una volta il Parlamento la decideva nei confronti di tutti i parlamentari e se intravedeva un fumus persecuzioni, cioè il sospetto che il giudice in base al nulla stesse imbastendo un processo per finalità politiche, se non c'erano prove e c'era semplicemente un teorema, e allora in quel caso lì il Parlamento poteva bloccarlo, soprattutto come abbiamo già detto tante volte in riferimento a reati tipici dei politici, reati legati alle loro funzioni. Un sindacalista che fa un, un comizio un po' infuocato, un'occupazione delle terre, un blocco stradale, un blocco ferroviario, uno sciopero, un picchettaggio, una denuncia un po' forte, non ruberie o, o mafioserie. Bene, non c'è nessuna distinzione, non c'è nessun filtro che stabilisca questo è un reato provato, questo è un reato grave e quindi per questi il processo va avanti, no, è tutto assolutamente incontrollato e automatico. Questo è il primo profilo che ha individuato il pubblico ministero, dato che già una volta la Corte aveva detto guardate che non può essere applicata a tutti i reati indiscriminatamente e non può essere automatica senza alcuna, alcun filtro preventivo. Loro il filtro preventivo non ce l'hanno messo e, ehm, e hanno inserito tutti i reati perché, altrimenti, come si farebbe a considerare poco gravi i reati di corruzione o corruzione giudiziaria di cui è imputato Berlusconi? Sarebbe venuta meno la ragione stessa di fare questa legge. Seconda ragione per cui il lodo, secondo la Procura di Milano, la legge Alfano è incostituzionale, viola l'articolo 3 proprio sotto un altro profilo. Qual è? L'articolo 3 è quello che stabilisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Naturalmente è previsto che qualcuno abbia dei trattamenti particolari. Il Capo dello Stato, per esempio, salvo per alto tradimento, non può essere responsabile degli atti che compie. I ministri, abbiamo detto, vengono giudicati da un tribunale particolare, il tribunale dei ministri, formato da giudici, ma soltanto quando le Camere hanno autorizzato il processo. Quindi qualche diciamo, particolarità rispetto all'eguaglianza dei cittadini già è prevista. Perché questa non va bene? Perché dice eh, il PM, e qui cita ancora una volta la sentenza che annullava il Lodo Schifani, la legge Schifani, perché accomuna in un'unica disciplina cariche diverse. Non soltanto per le fonti di investitura, cioè per chi le nomina o per chi le elegge, ma anche per la natura delle funzioni. Che c'entra il Presidente della Repubblica che è eletto dal Parlamento, insieme ai Presidenti delle Regioni, con il Presidente del Senato e della Camera, che sono eletti l'uno dal Senato e l'altro dalla Camera? o con il Presidente del Consiglio che è nominato dal Presidente della Repubblica. Sono quattro cariche completamente diverse l'una dall'altra. Il Presidente del Consiglio poi non ha nessun particolare status in più rispetto ai suoi ministri, è un primus inter pares. Perché è immune lui e i ministri no? Le alte cariche nella nostra Costituzione non esistono, sono un'invenzione. Sono un'invenzione del, del, del nostro... Del nostro Alfano, ma non c'è nessuna, nessuna ragione che le accomuni. È come prendere il presidente dell'Arcicaccia, il presidente dell'Arcighei, dell eh, il sindaco di Novara e il presidente della provincia di Taranto, per dire, cioè ha la stessa logica eh, la legge Alfano, non c'entrano niente, le altre cariche non hanno niente in comune l'una con l'altra. E soprattutto non sono organi costituzionali tranne il Presidente della Repubblica. Il Presidente del Consiglio no, perché l'organo costituzionale è tutto il governo, i Presidenti delle Camere no, perché è organo costituzionale il Parlamento, ma non i due Presidenti. Quindi non c'è motivo al mondo per prendere questi quattro e trattarli in modo diverso dagli altri e accomunarli e accomunarli in una, in una banda dei quattro, come appunto la chiama Grillo, che non ha nessun senso, serve semplicemente per non dover dire abbiamo bisogno di eliminare i processi a Berlusconi e quindi gliene mettiamo intorno altri tre perché così si confondono un po' le idee. Terzo motivo per cui la legge è incostituzionale, perché c'è l'articolo 136 che dice quando la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo e infatti la legge Schifani non esiste più. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano. Eh, questo articolo 136 dice, ma se ve l'ha già detto una volta la Corte Costituzionale, che non si possono immunizzare per tutti i reati automaticamente le alte cariche, come le chiamate voi, fossero 5 prima o 4 adesso, eh, non, voi non potete riproporre la stessa legge incostituzionale una seconda volta. Eh, eh, C'è un articolo della Costituzione che dice che è nulla. La legge non appena la Corte Costituzionale, quello che avete fatto è un alto nullo. Però intanto, dato che l'avete fatto con legge ordinaria, e l'avete fatto anche in fretta, perché la legge ordinaria l'hanno fatta perché è più rapida, Camera, Senato e basta, sta già provocando dei danni. Quarto e ultimo motivo di incostituzionalità. Violazione dell'articolo 138. L'articolo 138 dice. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni, ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Nella seconda votazione, cioè la Camera deve approvarle due volte, il Senato deve approvarle due volte, con una maggioranza assoluta. Assoluta cosa vuol dire? Assoluta vuol dire più del 50% del Parlamento, nel qual caso la legge è sottoposta a referendum confermativo da parte dei cittadini e lì non c'è quorum, andiamo a votare in cinque, basta che tre dicano no e la legge non passa. Se invece è approvata dai due terzi, del Parlamento, sempre doppia lettura Camera-Senato-Camera-Senato, Camera -Senato, allora non c'è bisogno del referendum ed entra immediatamente dentro la Costituzione. Questo dice l'articolo 138. Questa è una norma di rilevanza costituzionale? Beh, direi di sì. È una deroga pesantissima all'articolo 3 al principio di eguaglianza e quindi per derogare a un principio contenuto nella Costituzione bisogna fare una legge costituzionale con quella procedura lì. Loro non l'hanno fatta perché? Perché altrimenti la legge sarebbe arrivata dopo la sentenza del processo Mills e sarebbe stato inutile farla sarebbe servita per gli altri tre processi che Berlusconi ha in fase ancora arretrata e quindi hanno fatto una legge ordinaria per derogare alla Costituzione. Non si può. Questo sostiene De Pasquale e non soltanto lui, ovviamente lo sostengono tutti i costituzionalisti con la testa sul collo. E quindi, e quindi il PM elenca tutte le norme che stabiliscono un diritto particolare per certe categorie di politici abbiamo detto per perquisire o arrestare o intercettare i parlamentari ci vuole l'autorizzazione del Parlamento e come è stabilito legge costituzionale articolo 68 per mettere in stato d'accusa il presidente della Repubblica bisogna per alto tradimento e attentato alla Costituzione bisogna fare che cosa bisogna seguire un'altra procedura prevista da un'altra norma costituzionale l'articolo 90 per autorizzare a procedere il tribunale dei ministri nei confronti dei membri del governo per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni bisogna seguire l'articolo 96. Per procedere contro i giudici della Corte Costituzionale, legge costituzionale del 48. Per i reati Insomma, per queste deroghe al principio di eguaglianza si sono fatte norme costituzionali e quindi questa andrebbe fatta volendo. Con norma costituzionale, cosa che non hanno fatto. Perché si richiama alla Costituente De Pasquale? Perché è andato a trovare una chicca, se n'era parlato nell'Assemblea Costituente nel 1947 della possibilità di immunizzare non le alte cariche che non esistono, non il Presidente del Consiglio che non ha nessuno status particolare, non i Presidenti delle Camere che non hanno nessuno status particolare, il Capo dello Stato. Se ne era parlato, seduta della seconda sottocommissione 4 gennaio 1947, qualcuno fa notare e dice ma non abbiamo stabilito nulla sulla responsabilità penale del Presidente della Repubblica. A questo punto, Mortati, grandissimo costituzionalista. Informa che il comitato che ci ha lavorato ha omesso intenzionalmente ogni regolamentazione della responsabilità ordinaria del Presidente. Si tratta quindi di una lacuna volontaria, non diciamo niente apposta dell'immunità al Presidente della Repubblica, perché il Presidente della Repubblica non deve avere nessuna immunità per i reati comuni. E quindi il Presidente Meuccio Ruini, Presidente dell'Assemblea Costituente, Dichiara di preferire una lacuna a una disposizione che conferisca un privilegio troppo grande al Presidente della Repubblica, il quale è pur sempre un cittadino fra i cittadini, anche se ricopre il più alto ufficio politico. Egli, il Presidente Meuccio Ruini della Costituente, non ammetterebbe che per sette anni il Presidente della Repubblica non rispondesse alla giurisdizione, alla giustizia del suo Paese. Nella discussione alcuni propongono di immunizzare il capo dello Stato per i reati comuni, anche al di fuori dell'esercizio della sua carica. E infatti c'è un deputato Bettiol che propone questa formula. Il Presidente della Repubblica, mentre dura in carica, non può essere perseguito per violazione alla legge penale commesse fuori dall'esercizio delle sue funzioni. Questo emendamento viene molto discusso. C'è un certo calosso che dice: Non vedo la necessità di costituire per il capo dello Stato una posizione speciale. Noi abbiamo una magistratura che è sovrana ed è uno dei poteri dello Stato. Esiste una magistratura e io non capisco perché le si debba togliere questa funzione. Perfino presso certi popoli coloniali vi è la possibilità di chiamare dinanzi al giudice il governatore che rappresenta il potere sovrano. E a quel punto interviene di nuovo il presidente di commissione, della Commissione per la Costituzione, cioè Meuccio Ruini, il quale dice: il comitato dei 18, prima di tutto, non può che mantenere la originaria proposta di non mettere nulla nella Costituzione. Proposta deliberata a suo tempo per le considerazioni così largamente svolte in seno alla seconda sottocommissione. Certo è che dopo aver parlato della irresponsabilità negli atti d'ufficio, cioè, nelle, nelle cose che fa il capo dello Stato legate alla funzione che compie, non si dice nulla di quelli fuori dall'ufficio, cioè se commettesse dei reati per fatti suoi, tipo quelli addebitati a Berlusconi, chiusa parentesi. Si deve ritenere per essi la responsabilità. Ove l'Assemblea decida diversamente, ci sembra che non potrebbe ammettere immunità anche temporanea, senza che nei gravi casi si possa colpire un presidente reo di gravi reati commessi. E alla fine, il 24 ottobre del 1947, la proposta dell'immunità temporanea dai reati comuni per il capo dello Stato, dice il verbale, dopo prova e controprova, non è approvato, è bocciato. E la Costituzione dunque tace sull'immunità al capo dello Stato e, eh, a maggior ragione, alle altre cariche, perché, non perché si sono dimenticati, ma perché ci hanno pensato bene e non l'hanno voluta prevedere. E in ogni caso è la dimostrazione che, visto che ne hanno parlato in Costituente, questa è una materia di diritto costituzionale, quindi per cambiare le cose bisogna cambiare la Costituzione, non fare una leggina come la legge Alfano. E infatti, là dove il Presidente della Repubblica, guardate non c'è un paese al mondo dove il capo del governo abbia l'immunità, ma dove il Presidente della Repubblica è immune, e cioè in Portogallo, in Francia e in Grecia, è tutto previsto da norme costituzionali e da leggi costituzionali, non da leggi ordinarie. Conclude così il pubblico ministero De Pasquale. In conclusione va riaffermato che un regime differenziato riguardo all'esercizio della giurisdizione, cioè della giustizia, incide sui valori fondamentali dello Stato di diritto e deve essere ragionevole e coerente con il sistema delle prerogative attualmente previsto sugli organi costituzionali. La modifica delle norme costituzionali che prevedono l'eguale sottoposizione di tutti i soggetti, di tutti i cittadini alla legge deve essere effettuato con legge costituzionale, secondo l'articolo 138. Queste sono le ragioni per cui poi il Tribunale di Milano ha dato ragione a De Pasquale e ha sollevato davanti alla Corte Costituzionale la questione di incostituzionalità. Speriamo che la Corte decida presto anche perché dall'11 ottobre di Pietro e credo anche qualche esponente della sinistra radicale, oltre mi pare a Parisi e a qualche Prodiano del Partito Democratico, cominceranno a raccogliere le firme contro la legge Alfano. Io spero che ne vengano raccolte tante perché una pressione dei cittadini nei confronti della Corte, una pressione buona, democratica, potrebbe essere molto utile e poi comunque costringerebbe la Corte a pronunciarsi prima di decidere se il referendum sia o no ammissibile, perché se si fa un referendum e la Corte poi boccia la legge che il referendum vuole cancellare, è evidente che si spreca tempo e soldi. Se invece il referendum diventa un'arma di pressione, è un'arma democratica, soprattutto contro l'arma antidemocratica di pressione che ieri ha già minacciato Berlusconi. Se il lodo non passa al vaglio della Corte Costituzionale, allora dovremo rivedere tutto il sistema giudiziario, cioè riformare anche la Corte Costituzionale, magari mettendoci qualche suo avvocato in più e qualche giurista in meno. Passate parola e firmate al referendum. Allora la parola d'ordine l'ha lanciata il Cavaliere l'altro giorno, la cito testualmente perché sono parole delicate, dobbiamo assolutamente riportare l'etica nel mondo della finanza. Segnatevela, tenete a mente Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio italiano, 4 ottobre 2008. Riportare l'etica nel mondo della finanza. Non so se fosse la ricorrenza di San Francesco che l'ha indotto a questi pensieri così distanti dal suo mondo, o se è la vicinanza con la figlia Barbara che proprio in quei giorni aveva lanciato un, tema su, un convegno sul tema etica nella finanza all'università e si era portata anche la madre perché magari qualcuno non ci credeva che una che fa un convegno sull'etica nella finanza sia proprio la figlia di Berlusconi. Etica nella finanza, questo è l'insegnamento che ci ha voluto lanciare il premio, l'ha lanciato addirittura in Mondovisione dal vertice europeo con cui si tenta di salvare il salvabile di questo diroccato e terremotato capitalismo eh, ormai uscito fuori da qualsiasi regola, anche dalle sue, che non sono molte, e quindi dobbiamo discutere di etica nella finanza a partire dal nostro Presidente del Consiglio che ce la raccomanda. Ne ha parlato lui, ne ha parlato la figlia nel convegno dei giovani rampanti milanesi. Sapete che la figlia del Cavaliere fa parte di un cenacolo di giovani pensatori e di giovani ricchi ma etici, della quale fanno parte anche il figlio di Ignazio Larussa Russa. Credo uno dei figli di Ligresti, da quello che ho letto, se è così. Il figlio di Ligresti ha imparato l'etica dal padre, probabilmente mentre il padre era in carcere, approfittando di quel breve periodo in cui il padre non ha potuto influenzarlo negativamente. Sapete che nel 92-93, ai tempi di Mani Pulite, quando la legge era uguale per tutti, almeno a Milano, Salvatore Ligresti era un habitué di San Vittore del carcere di Opera. Infatti, ha poi patteggiato più di due anni di reclusione per corruzione nel senso che pagava Craxi e i partiti per farsi gli affari suoi e quindi naturalmente ha poi fatto carriera e adesso abbiamo anche i figli che ci spiegano l'etica insieme alla figlia di Berlusconi. E poi abbiamo Tronchetti Provera, Tronchetti Provera ieri sera nel programma di Fabio Fazio ha dato una grande lezione di etica nell'impresa spiegando che appunto tutto questo casino intorno allo scandalo Telecom è finito nel nulla, non c'era niente, era un'invenzione dei giornali. Scusate se controllo, ma vorrei essere preciso, tanto così, per mettere i puntini sugli, visto che quando qualcuno va in televisione a raccontare la verità, tutti si scusano, no? E tutti chiedono il contraddittorio. Quando invece uno va in televisione a raccontare balle, come nel caso di Tronchetti Provera, nessuno si scusa e nessuno chiede il contraddittorio. Eppure qualche giornalista che fosse in grado di raccontare la verità di Fianco alle bugie di Tronchetti Provera ieri sera, a che tempo che fa, non ci sarebbe stato male. Proprio nell'ambito dell'etica, della trasparenza che tutti ci insegnano a cominciare da Tronchetti Provera, che ha ricevuto anche i complimenti della Littizzetto per, per il suo essere un gran bell'uomo. Bene, Tronchetti Provera, il quale diceva di non essere a conoscenza di nulla, anzi, che non è praticamente successo nulla ha portato la sua azienda, anzi la sua ex azienda, perché poi è scappato giusto in tempo, in una condizione piuttosto imbarazzante, perché la Telecom, nel processo a Tavaroli e agli altri spioni della Security, il capo della Security, della Telecom e della Pirelli, Tavaroli, non i fornitori, Tronchetti Provera ieri diceva che hanno fatto tutto i fornitori della security, no, l'imputato principale è il capo della security della Telecom scelto da lui e della Pirelli scelto da lui, confermato in un'azienda, scelto nell'altra. I fornitori lavoravano per Tronchetti Provera, il quale lavorava, i fornitori lavoravano per Tavaroli, il quale lavorava per Tronchetti Provera. Bene, Tronchetti ha detto e è emerso che noi non c'entravamo niente, assolutamente falso. La Telecom è imputata insieme alla Pirelli come società, come persona giuridica nel processo per lo spionaggio illecito fatto dalle rispettive security. Quindi non è vero che Tavaroli non si capisce bene per chi lavorasse quando faceva questi dossier. Secondo i magistrati di Milano, Tavaroli faceva questi dossier per la Telecom e per la Pirelli di Tronchetti Provera. Nessuno è andato a dire che quei dossier glieli commissionasse esplicitamente Tronchetti Provera e nessuno è andato a dire che Tronchetti Provera visionasse quei dossier. Ma quei dossier erano fatti nell'interesse della Pirelli e della Telecom, che erano guidate da Marco Tronchetti Provera. Tant'è che secondo la famosa legge 231, quella che prevede la responsabilità non solo delle persone fisiche ma anche delle persone giuridiche, nel processo a Tavaroli per i dossier, 9.000 dossier su dipendenti, giornalisti, politici, manager concorrenti, quel processo lì vedrà imputate le due società che all'epoca di Tavaroli erano dirette da Tronchetti Provera. Adesso noi dobbiamo cambiargli il nome a Tronchetti Provera, bisognerà chiamarlo Tronchetti Dovera, perché Tronchetti non ne sa niente, Tronchetti non ha mai saputo niente. Pensate, non è l'unico caso, voi sapete che Tronchetti Provera ha dei precedenti, abbiamo Romiti, che guidava la Fiat, che pagava i partiti, pagava tangenti in Italia all'estero, ma non sapeva niente, facevano tutti i suoi manager. Però poi nessuno è stato cacciato quando l'hanno preso con le mani nel sacco, anzi è stato promosso. Allora visto che funzionava è arrivato Berlusconi, il quale ha detto: ah, Io non so niente, sono i miei dipendenti che fanno tutto, il mio avvocato che si compra i giudici, i miei manager che si comprano la Guardia di Finanza, mio fratello eh, che si compra questo e quel, ma io. Non ne so assolutamente niente e passano tutti per dei grandi imprenditori, per dei cervelli superiori. Pensate, sono circondati da ladri e non se ne sono mai accorti, anzi i ladri li hanno scelti loro e poi quando hanno scoperto che erano ladri, invece di metterli alla porta, li hanno promossi. Berlusconi, Romiti li promuoveva in azienda, Berlusconi li promuove in Parlamento e al governo. Tronchetti Provera. Dice, l'abbiamo mandato via noi quando l'abbiamo scoperto? No, assolutamente no. Tavaroli è stato mandato via quando sono cominciate a trapelare le, le prime indiscrezioni, è stato mandato in Romania e poi se lo sono ripreso in azienda, hanno dovuto aspettare praticamente la vigilia dell'arresto per liberarsene. E comunque eh, se fosse vero che Tronchetti Provera non sapeva quello che faceva Tavaroli nell'ufficio a fianco, sarebbe un po' grave per la sua immagine di imprenditore, perché, perché eh, ogni anno Telecom dava a Tavaroli e alla sua banda dai 50 ai 60 milioni di euro. 50-60 milioni di euro. Di soldi della Telecom a Tavaroli, però nessuno gli chiedeva che cosa ne faceva di quei 50, 60 milioni, come li spendeva, come li rendicontava. Lui era lì che accumulava i dossier e di là gli davano 50, 60 milioni all'anno e nessuno gli chiedeva che cosa se ne faceva di tutto quel ben di Dio. I giudici hanno stabilito che se ne faceva, che gli servivano per costituire un'associazione a delinquere che spiava appunto migliaia di persone illegalmente, dicono i giudici, nell'interesse della società, cioè nell'interesse della Telecom, guidata da Tronchetti Provera, che non ne sapeva niente e che va in giro a vantarsi dicendo ma io non ne sapevo niente, ma cosa c'è da vantarsi? Ma vergognati? Ma vai a nasconderti se non ne sapevi niente? Ma che figura fai? Faresti migliore figura dicendo lo sapevo. Ma avevo paura, perché almeno sarebbe una versione più credibile. Almeno dimostreresti di avere un cervello. Se invece continui a dire faceva tutto lui, gli davamo 50-60 milioni di euro all'anno, ma non sapevamo come li usava, ma che manager sei? Ma che imprenditore sei? Ma sei un pirla! Lui se ne vanta e quindi contento lui. Però sia chiaro eh? Anche lui vuole la massima trasparenza e la massima etica nel mondo degli affari. Ci mancherebbe altro. Infatti, è appena diventato vicepresidente di Mediobanca, che è presieduta da un signore che ha più processi che capelli in testa, il famoso Cesare Geronzi. Cesare Geronzi è quello che ha portato la Banca di Roma nella, alla fusione con l'Unicredit di Profumo ha avuto la presidenza di Mediobanca. Alla presidenza di Mediobanca ha cominciato a fare il diavolo a quattro perché vuole comandare soltanto lui e quindi ha cercato di mandare via dei manager indipendenti. Si è intronato praticamente come padrone unico. Nel frattempo nei ritagli di tempo ha un processo per il fallimento del gruppo Italcase Bagaglino, dove è già stato condannato in primo grado per la bancarotta di quel gruppo. Pensate, un banchiere condannato per bancarotta. E poi ha alcuni processetti collaterali, tipo due o tre per l'affare Parmalat, uno per l'affare Cirio e un paio di imputazioni per usura, una delle quali è già caduta e l'altra vedremo. Pensate, un banchiere imputato per usura e per alcune bancarotte, le più celebri al mondo, prima di Lehman Brothers, e cioè Parmalat e Cirio, non ne ha persa una, Amplein, due su due, presidente di Mediobanca, del comitato di controllo, del comitato di sorveglianza, eccetera, eccetera. Bene, i vicepresidenti di questo gentiluomo, d'altri tempi, anche lui ovviamente scatenato per l'etica negli affari, no figuriamoci Geronzi, etica negli affari, Sava Sandir, vicepresidenti da una parte Marina Berlusconi per conto del Cavaliere, e dall'altra parte Marco Tronchetti Provera, questi sono un po' i controllori di Geronzi. Pensate in che mani è finita Mediobanca. Mediobanca è quella dove c'era Cuccia. Ecco. Adesso c'è questa triade: Geronzi, Tronchetti Provera, Marina Berlusconi. Tutti per l'etica negli affari ci mancherebbe altro e Marina poi ha anche un modello in famiglia come cavaliere e quindi figuriamoci. Tronchetti sapete è anche entrato nella cordata CAI, la cordata L'Italia, la cordata a cui stiamo regalando la parte sana di Alitalia, mentre invece la parte, la parte malata la prendiamo noi e la paghiamo noi e Tronchetti si ritrova appunto lì dentro con... Emma Marcegaglia, anche lei l'altro giorno, basta con questa finanza allegra, etica negli affari, anche lei ha in famiglia degli ottimi modelli, anche qui ho preso qualche appunto il gruppo Marcegaglia, che non è un gruppo omonimo, è proprio il gruppo suo e della sua famiglia, fondato dal padre Steno Marcegaglia e gestito dal padre, dal fratello e dalla sorellina, Bene, quel gruppo lì della presidente della Confindustria ha patteggiato quest'anno per corruzione al Tribunale di Milano per una tangente che il gruppo Marcegaglia nel 2003 aveva pagato a un manager dell'ENI, la branchia era Eni Power, in cambio di un appalto. Patteggiamento prevede una pena pecuniaria di 500.000 euro, cioè hanno patteggiato un miliardo di vecchie lire, più, duece, più gliene hanno confiscati 250 mila, non è una decisione del giudice cattivo e loro si difendono eroicamente dicendo che non è vero, l'hanno patteggiata loro quella pena lì, quindi Marcegaglia Spa. Pena pecuniaria 500.000 euro, confiscati 250.000 euro. Un'altra società controllata dal gruppo Marcegaglia, la NECCT Spa, ha avuto un'altra pena pecuniaria di 500.000 euro e ha avuto addirittura 5 milioni di confisca, 10 miliardi di vecchie lire. Patteggiati, eh? Non bastando, poi ci sono anche le pene. Per il dirigente, il vicepresidente Antonio Marcegaglia, fratello di Emma, che ha patteggiato 11 mesi di galera. Il padre, invece, era stato già condannato insieme a Geronzi per la bancarotta del gruppo Italcase Bagaglino. Si era beccato quattro anni e un mese, mentre Geronzi, soltanto un anno e otto, se non ricordo male. Sapete chi c'era insieme a Geronzi e a Marcegaglia senior fra i condannati del gruppo Italcase Bagaglino? Colaninno Roberto, il padre. Figlio si batte per l'etica negli affari come ministro ombra del Partito Democratico all'industria. Ed è stato zitto sulla, sulla cordata paterna per la L'Italia. Il padre, eh, Roberto Colaninno, quello che aveva così ben meritato alla Telecom, che aveva riempito di debiti prima di passarla a Tronchetti bene il padre, Roberto Colaninno, capofila della CAI, dei capitani coraggiosi eh, delle trasvolate della Nuova L'Italia, è stato condannato anche lui alla stessa pena di Steno Marcegaglia. Quattro anni e un mese, anche lui per bancarotta. Que anche lui ovviamente per l'etica negli affari ha appena rilasciato un'intervista a Repubblica in cui dice che lui si proclama addirittura di sinistra, è molto progressista, è molto vicino eh, ai valori del progressismo ed è per l'etica negli affari, ci mancherebbe altro. Quattro anni e un mese per bancarotta a Brescia in primo grado insieme a questa meravigliosa compagnia, sapete che abbiamo anche Marcellino Gavio che è, stato appena, che è entrato in galera più volte ai tempi di Tangentopoli, anzi ogni tanto cercavano di farcelo entrare, ma lui era sempre latitante, quindi non riuscivano a prenderlo, poi si consegnò, poi fece condannare il suo braccio destro che è intestatario di tutte le cariche Binasco, però recentemente si è beccato una condanna in primo grado anche lui per violazione del segreto investigativo. Ecco, questi sono tutti naturalmente scatenati in questi giorni per l'etica negli affari. Questo perché lo si sappia. Ci sono problemi nella, nella, nella più grossa banca italiana, la banca che ha somma Unicredit e il Vecchio Banco di Roma, presieduta da Profumo. E, Profumo è un altro, ovviamente, alfiere dell'etica negli affari, vota alle primarie del Partito Democratico, si fa vedere mentre vota alle primarie, probabilmente è anche uno, è anche uno di valore, può essere che sia una vittima di una speculazione internazionale o politica, è l'unico che sta tenendo testa a Geronzi, peraltro dopo avercelo fatto entrare lui. Bene, il suo vicepresidente di Unicredit è Fabrizio Palenzona. Fabrizio Palenzona, secondo eh, i magistrati di Milano che appunto hanno seguito l'indagine sulle scalate bancarie, si è preso un milione di euro. Lui nega, vedremo, si è preso un milione di euro dalla banca popolare di Lodi eh, di Giampiero Fiorani per difendere la banda del Buco che eh, nel 2005 voleva arraffarsi eh, l'Anton Veneta. E poi le due scalate. Qualcuno lo ricorderà, è un, è un tipo corpulento, enorme. È stato presidente della provincia di Alessandria per la Margherita. Oggi è molto vicino a Berlusconi. E. Mm, ed è indagato appunto per concorso in infedeltà patrimoniale, vedremo come va a finire l'indagine, proprio per quel miliardo che i dirigenti Fiorani e C della Popolare di Lodi dicono di avergli dato così perché sostenesse i buoni che erano loro, anche loro ovviamente sono per l'etica nella finanza, ci mancherebbe altro, sono tutti per l'etica nella finanza. Resta Berlusconi che abbiamo lasciato da parte perché Berlusconi. Ha una fortuna: A di poter mentire e raccontare quello che vuole, tanto non c'è nessuno che lo smentisce, B quando non c'è lui in grado di mentire perché è distratto, ha altro da fare, eccetera. Qualche ragazza da sistemare, cose così. C'è Bruno Vespa che mente per conto suo. Vespa è, è il bugiardo in seconda, è il, come dire, è il, sta in panchina nella squadra dei bugiardi. Quando Berlusconi esce, entra Vespa. L'altra sera Vespa faceva un programma. Porta a porta. Da una parte c'erano Di Pietro e Rosibindi dall'altra parte c'erano Cicchitto e Gasparri, che sono le due teste più fini del Popolo della Libertà. A un certo punto Vespa ha smesso di arbitrare il match e si è messo a, a pestare uno degli ospiti. Indovinate chi dei quattro? Naturalmente di Pietro, ha cominciato a pestarlo imputandogli di aver perseguitato Berlusconi che a suo dire avrebbe avuto 26 processi, questo dice Vespa. Di Pietro cercava di spiegargli, guardi che io ne ho avuti 33 a Brescia, solo che io sono sempre stato assolto, mentre Berlusconi quasi mai e Vespa allora ha cominciato a urlare eh, su 26 processi, a parte i 4 in corso, eh, Berlusconi è sempre stato assolto, allora Di Pietro ha detto no, ci sono anche le prescrizioni, allora Vespa ha detto sì è vero, 4 sono finiti in prescrizione, però gli altri 18 tutti in assoluzione, per esempio eh, quello sulla, le la guerra di finanza ha solto con formula piena e poi ha detto ancora, e poi è un'anomalia una, un che tutti questi processi siano nati dopo che lui è entrato in politica, facendo intendere ovviamente che sono nati perché lui era entrato in politica, per colpirlo politicamente. E di Pietro diceva no, alcuni erano iniziati prima. Allora Vespa ha detto, e c'è persino il caso dell'acquisto da parte del Milan di Lentini, che era uguale a quello dell'acquisto eh, da parte della Juventus di Dino Baggio, solta, tutti e due comprati con fondi neri, solo che Berlusconi è stato condannato, mentre Agnelli per la Juventus non è stato nemmeno chiamato a testimoniare. Ha cominciato a, a raccontare un sacco di balle, una dopo l'altra, in modo che fosse materialmente impossibile riuscire a rintuzzarle. A smontarle tutte. Voglio, farla, voglio farlo qui, in questi pochi minuti che mi restano, proprio perché questa balla la sentite da anni e la sentirete ancora eh, nei secoli dei secoli. E quindi è bene sapere che non è vero. Non è vero niente. Tutto ciò che ha detto Vespa, vabbè, insomma, non che. Ce ne fossero dei dubbi, ma insomma vi dico anche come stanno le cose. Il fatto che Vespa menta penso che sia ormai patrimonio comune, fatto notorio. Vi dico anche come sono andate le cose. E poi potete controllare, insomma, per fortuna ci sono gli strumenti per controllare. Intanto Vespa ha detto che Berlusconi si è fatto solo. Quattro leggi ad personam, come se ci fosse un bonus di cui può approfittare un premi, cioè quattro leggi ad personam, non di più. No, in realtà non se ne potrebbe fare nemmeno una. Comunque, Berlusconi se ne fatte 16. Decreto Biondi del 1994, legge Tremonti per gli sconti fiscali alle aziende compresa la Fininvest nel 1994, rogatorie falso in, nella successiva legislatura presieduta da Berlusconi, rogatorie falso in bilancio Cirami, Maccanico, Schifani, legge Cecirielli, legge Gasparri, le, decreto Salvarete 4, legge Frattini sul conflitto di interessi, condono fiscale, condono ambientale, legge Pecorella che aboliva il processo di appello per il PM, legge in questa legislatura Legge blocca processi, legge Alfano e prossimamente legge sulle intercettazioni, quindi figuratevi se sono 4, sono 16. Seconda balla: non è vero che Berlusconi ha avuto i suoi primi processi dopo la discesa in campo nel 94. Nell'83, pensate, 11 anni prima della discesa in campo, la Guardia di Finanza indagava su Berlusconi per traffico di droga, inchiesta poi archiviata. Nel 1989 Berlusconi dichiara il falso davanti al Tribunale di Venezia che sta processando chi? Sta processando i giornalisti Guarino e Ruggeri che hanno scritto il primo libro Inchiesta su Berlusconi, Inchiesta sul signor TV, e che Berlusconi ha trascinato in tribunale indirettamente denunciando giornalisti che hanno recensito quel libro. Gli chiedono se si è vero che si è iscritto alla P2, lui dice... Due balle sulla P2: non ho mai ricevuto la, la tessera, non ho mai pagato la quota. In realtà ha ricevuto la tessera, ha pagato la quota, risulta tutto per atti e quindi lui mente alla giustizia, viene incriminato per falsa testimonianza. Eh, la corte d'appello lo dichiara colpevole, ma amnistiato perché nel frattempo il Parlamento ha approvato l'amnistia del 1990, quindi due processi a lui personalmente, un'inchiesta e un processo a lui personalmente prima della discesa in campo. Poi inizia Mani pulite, Mani pulite scopre una serie di reati commessi da tutti i principali collaboratori di Berlusconi nel 93 sono già entrati in galera 1993, inizi 94, sono già entrati in galera. Suo fratello, i suoi Brancher, Roncucci, un sacco di manager di Publitalia, dell'Edil Nord e del gruppo Fininvest per aver pagato tangenti sulle discariche, tangenti sulla, in cambio della vendita di immobili ed il Nord al fondo pensioni Cariplo, fondi neri di Pubitalia, c'è già in piedi l'affare dei fondi neri del Milan. Insomma, Manca soltanto Berlusconi, come spesso accade nelle indagini, salendo di grado a un certo punto si arriverà al capo. Ed è proprio in questa fase, per evitare di essere incriminato, eh, oppure per esserlo una volta entrato in Parlamento, che Berlusconi si butta in politica. Vi ricorderete che diceva sempre a Biaggi e Montanelli, che poi l'hanno raccontato, se non vado in politica vado in galera e fallisco per debiti. Quindi, non è vero che le indagini partono dopo la discesa in campo, le indagini partono prima e la discesa in campo è il risultato delle indagini, è esattamente il contrario di quel che dice lui che attribuisce le indagini come risultato della sua discesa in campo. E infatti lo ha scritto nero su bianco il jeep di Brescia Bianchetti a cui Berlusconi aveva denunciato il pool di Milano accusandolo proprio di averlo attaccato politicamente. L'impegno politico del denunciante e le indagini ai suoi danni non si pongono in rapporto di causa ed effetto. La prosecuzione di indagini già iniziate prima della discesa in campo e l'avvio di ulteriori indagini collegate in nessun modo possono connotarsi come un'attività giudiziaria originata dalla volontà di sanzionare il sopravvenuto impegno politico dell'indagato. Anzi, appunto, è probabile che l'impegno politico dell'indagato sia la conseguenza delle indagini che stavano arrivando a lui. Terzo, Berlusconi non ha avuto 26 processi, ma 15. Vespa non sa quello che dice. 5 processi sono in corso: corruzione di Saccà, corruzione di senatori, corruzione giudiziaria di Mills, fondi neri Mediaset, Telecinco in Spagna in corso ma congelati dall'Odo Alfano. Altri 10 processi si sono già conclusi. Poi, certo, ci sono anche le indagini, ma quelle sono state archivate ed erano quelle per mafia, per riciclaggio, per concorso nelle stragi del 92 e del 93. Quindi, dieci processi conclusi. Come si sono conclusi? Sempre assolto, come dice Vespa, ma nemmeno per sogno. È stato assolto solo tre volte nel merito. Due con formula dubitativa, cioè per la vecchia insufficienza di prove, che adesso non si chiama più così, è assorbita dal comma 2 dell'articolo 530, che dice quando la prova è insufficiente o, ehm, o, non, eh, o non regge. Eh, per i fondi neri della Medusa, cinema. E per le tangenti alla Guardia di Finanza, insufficienza probatoria. Non formula piena, formula dubitativa. La formula piena l'ha avuta una sola volta per il caso Smeariosto, reato di corruzione giudiziaria. Altre due assoluzioni. Il processo Oliberian, falso in bilancio, e Sme Ariosto, falso in bilancio, recano questa scritta, questa formula. Il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Traduzione, era reato quando l'ha commesso, se avesse lasciato le cose come stavano veniva condannato, ma lui l'ha depenalizzato appena è andato al governo, quindi si è assolto da solo per legge, altro che formula piena. Per il resto abbiamo visto tre assoluzioni, di cui due dubitative due autodepenalizzazioni del reato, rimangono cinque processi, come si sono conclusi? Due con l'amnistia, falsa testimonianza sulla P2 e ehm, falso imbilancio sui terreni di Maccherio e poi ci sono le prescrizioni, abbiamo detto tre assoluzioni, due con formula dubitativa e una con formula piena. Altre due assoluzioni per autodepenalizzazione fa 5. I processi finiti sono 10. Gli altri 5 come sono finiti? In prescrizione 5 su 10, sempre grazie alle attenuanti generiche che, come è noto, non si concedono agli innocenti, agli innocenti non dai le attenuanti, agli innocenti dai l'assoluzione e ai colpevoli che si danno le attenuanti. Se no, cosa hai da attenuare se uno è innocente, non c'è niente da attenuare? L attenuanti generiche. Per quali processi? Oliberian, fondi neri a Craxi, 23 miliardi in Svizzera, Lentini, falso in bilancio per i fondi neri con cui fu pagato Lentini al Torino Calcio, bilanci della Fini in fasulli dall'88 al 92. Consolidato, bilancio consolidato Fininvest, dal quale non erano stati, nel quale non erano stati iscritti 1500 miliardi di fondi neri parcheggiati su 64 società offshore, prescrizione anche questo. Mondadori, infine, Mondadori, corruzione del giudice Metta da parte di Previti con soldi della Fininvest per portare via la Mondadori a De Benedetti. Allora, voi vedete. Che queste prescrizioni sono determinate dalle attenuanti generiche, ma anche per i casi di falso in bilancio, dalla riforma del falso in bilancio. Che per la parte in cui il falso in bilancio è rimasto ancora reato, ha diminuito le pene e quindi ha accorciato la prescrizione. Si è autoprescritto nei casi di falso in bilancio. Voi vedete che dunque, per le mazzette alla finanza, Vespa mentiva, non c'è nessuna formula piena insufficienza probatoria. Voi vedete che il caso Lentini non era analogo a quello di Dino Baggio. Dino Baggio fu pagato con dei fondi neri che provenivano dal patrimonio personale dell'avvocato Agnelli che fece una donazione, quindi formalmente non commise un reato. Invece Berlusconi e Galliani, i soldi neri per pagare Lentini al Torino li presero dalle casse della società del Milan, le casse occulte del gruppo Fininvest, e non il bilancio ufficiale e quindi per questa Ragione, Berlusconi fu indagato e poi il processo finì in prescrizione grazie alla legge che lui stesso aveva fatto sul falso in bilancio. Quindi Vespa quando dice che Berlusconi è stato condannato per Lentini, mente per l'ennesima volta. Ecco, eh, questa è eh, in estrema sintesi. Scusate se oggi mi sono dilungato un po' di più, l'etica nella finanza. E questi sono i personaggi che sono incaricati di riportare l'etica della finanza. Quindi, questa Settimana due suggerimenti. Uno tenete a bada il portafoglio. Perché se questi sono i maestri dell'etica della finanza, tenete a bada il portafoglio. Secondo passate parola. Buongiorno a tutti, oggi ringrazierò dei giornalisti perché qualcuno ce l'abbiamo ancora per fortuna e meno male perché almeno così non ci sentiamo così inutili. Il primo giornalista che vorrei ringraziare è Milena Gabanelli, Milena Gabbanelli non soltanto per la splendida puntata di report di ieri sera in cui abbiamo visto crollare alla seconda o alla terza domanda il grande patriota Colanino che doveva salvare l'Italia, ieri sera abbiamo appreso che ancora non c'è niente di deciso, che il prezzo che loro offrono per rilevare la parte sana dell'Italia è tutto da verificare. Ma soprattutto abbiamo appreso che il famoso impegno a non vendere da parte dei 16 patrioti della Cordata CAI in realtà è una balla. Quando la Gabbanelli ha messo il piano della CAI sotto il naso di Colaninno, chiedendogli dove sta scritto l'impegno dei 16 soci a non vendere, Colaninno si è messo a ridere, come dire: Ma lo sai anche tu che c'è? Però non è riuscito a trovarlo nemmeno lui. Abbiamo anche appreso che la ragione sociale della CAI, fino a questo momento, è quella di trattare passamanerie, che non mi pare siano sinonimo di aerei. Ma la Gabanelli va ringraziata soprattutto insieme a Giovanna Bursie che curava il servizio sulla L'Italia per aver scoperto ciò che nemmeno l'opposizione parlamentare aveva scoperto, voi direte beh, ci vuol poco, l'opposizione praticamente non esiste. Pensate che quando Di Pietro ha votato no alla costituzionalità del decreto all'Italia, il Partito Democratico non ha trovato di meglio che astenersi si astengono addirittura sulla porcata all'Italia. Bene, in questo decreto all'ultimo momento, come al solito, era stato inserito con il parere favorevole del governo, questo dice il resoconto stenografico dell'Aula, un emendamento che è l'emendamento che i giornali hanno chiamato i salvatanzi, i salvacragnotti, i salvageronzi. Il problema è che con tutti i governi ombra, con tutti i cervelloni, ci sono all'opposizione, ma anche con tutti i cervelloni che ha Tremonti intanto nella sua testa e poi intorno a sé, nessuno si è accorto che il governo aveva dato il via libera a questo emendamento che stabiliva praticamente il colpo di spugna su tutti i processi per bancarotta, fraudolenta anche, nel senso che per essere penalmente responsabili quelli che hanno mandato in bacca le loro società, o le società che amministravano, bisogna che queste società vengano dichiarate in stato di fallimento, cosa che di solito non succede mai, soprattutto nei casi più gravi c'è l'insolvenza, ma poi non si arriva al fallimento perché appunto ci sono delle pratiche di amministrazione controllata o concordata, eccetera. Per cui poi, tipo Parmalat, la società viene ripresa per i capelli e salvata. Da commissari come Bondi o come nel caso della Litalia, ancora tutto da vedere, dal commissario Fantozzi. Quando non c'è la dichiarazione di fallimento, non si può procedere per bancarotta nei confronti degli amministratori che hanno portato al crack, questo era l'emendamento, un emendamento clamoroso che qualunque, persino esponenti dell'opposizione, che sono i poveretti che voi vedete, avrebbero potuto notarlo se leggessero le leggi contro le quali dovrebbero opporsi. Invece passano le loro giornate a fare non si sa bene che cosa, pagati da noi, e non leggono nemmeno le leggi che noi li abbiamo mandati lì apposta per controllare e per dire di no, quando sono scandalose come in questo caso. Per fortuna una giornalista, Giovanna Bursia, e insieme a Milena Gabanelli, hanno scoperto questo, hanno anticipato la notizia a Repubblica e questa legge è stata frettolosamente ritirata. Pensate se l'opposizione esistesse avrebbe avuto un'autostrada, i suoi rappresentanti che vanno tutte le sere a infestare i programmi televisivi avrebbero potuto alzarsi e dire signori. Noi con questa gente non dialoghiamo più, nemmeno, non vogliamo nemmeno più farci vedere nello stesso salotto televisivo insieme, perché qualcuno potrebbe scambiarci gli uni con gli altri. Sappiate che questi signori stanno cercando di salvare i responsabili dei crack Cirio, Parmalat, eccetera, eccetera. Per non parlare del salvataggio preventivo del crack all'Italia, perché voi sapete che la Procura di Roma sta lavorando sui bilanci degli ultimi anni dell'Italia e la Litalia. Che, che se ne dica non esiste più, per la Litalia è stata già dichiarata l'insolvenza, quindi magari qualcuno potrebbe pagare. Ecco questa legge salvava anche ex post gli amministratori della Litalia. Oltre a Tanzi che è imputato per i crack della Parmalat, a Cragnotti a tutti i suoi imputati per i crack della Cirio e il banchiere Geronzi, quello che abbiamo visto entrare trionfalmente a Palazzo Chigi l'altro giorno per salvare. La finanza italiana e forse anche quella mondiale coccolato dal governo Berlusconi-Tremonti, il quale è imputato sia per l'Acidio che per la Parmalat. Oltre a essere già stato condannato per un terzo crack, che è quello dell'italcase. Ecco, si salvavano tutti. Si salvavano tutti. Pensate che, che, che possibilità aveva l'opposizione, che opportunità aveva l'opposizione per riguadagnare punti e per screditare un governo così screditato? Invece no, zitti. Dormienti, ha scoperto tutto una giornalista. Qualcuno ritiene che il silenzio non fosse così casuale, qualcuno ha ritenuto che quel silenzio fosse un silenzio complice, che questi signori sapessero che cosa stava facendo il governo. Ma sapete com'è? Geronzi è uno che piace al centro-sinistra e al centro-destra perché prima ha sistemato i debiti di Fininvest Mediaset, poi ha sistemato i debiti dei DS insieme alla famiglia Angelucci. Famiglia Angelucci è quella proprietaria di cliniche nel Lazio, nell'Abruzzo, nella Puglia, spesso convenzionate con le regioni. La famiglia Angelucci pubblica due giornali, Libero di Vittorio Feltri. E il Riformista, sono giornali che paghiamo anche noi perché, oltre a essere pagati dalla famiglia Angelucci, hanno pure il finanziamento. Non perché siano organi di partito, ma perché sono organi di finti partiti. E la famiglia Angelucci è legata a mani e piedi al banchiere Geronzi. Sarà un caso, ma quando l'altra sera, ad Anno Zero, abbiamo osato raccontare chi è il banchiere Geronzi, immediatamente il giorno dopo il riformista ha sparato contro Anno Zero, il riformista di Angelucci in difesa di Geronzi. C'è chi sostiene dunque che per questi rapporti trasversali che ha, tutto il Parlamento si sia messo a cuccia quando il governo ha deciso di salvare Geronzi oltre a quelli di Alitalia, oltre a quelli di Parmalat e oltre a quelli di Cirio. Anche perché il banchiere Geronzi è difeso dall'avvocato di Dalema, l'ex senatore di esse, Guido Calvi, un avvocato che finché stava in Parlamento aveva lo stesso conflitto di interessi che hanno Ghedini, Pecorella e gli altri che appunto... Si occupano di giustizia come legislatori e si occupano di giustizia anche come difensori di imputati eccellenti. Quindi, grazie a Milena Gabanelli, questa manovra è stata sventata. Alla fine, la insipienza o la mascalzonaggine di alcuni esponenti del centro-sinistra ha fatto sì che ad avvantaggiarsi. Della legge pro Tanzi, pro Geronzi, pro Cragnotti, pro distruttori di Alitalia fosse Tremonti. Tremonti ha fatto un figurone perché lui, rappresentante del governo che aveva dato l'ok ok a questa porcata, ha detto o la ritirate o mi ritiro io. Come se appunto si rivolgesse ad altri e non alla sua coalizione e al suo governo. Insomma, è sembrato che il vero avversario di questa norma porcata non fosse l'opposizione, ma fosse Tremonti, cioè il governo. Pensate in che mani è l'opposizione in Italia. Il tutto, comunque, è stato sventato grazie all'intervento di due giornaliste come Giovanna Borsier e Milena Gabanelli, e questo dimostra che, per fortuna, quando i giornalisti fanno il loro mestiere servono servono molto. Pensate se fosse passata questa legge, che cosa ne sarebbe stato del processo che sta per concludersi a Milano a carico di Tanzi e delle banche americane che pilotavano la Parmalat per portarla sempre più nel gorgo del fallimento. Va ringraziata un'altra giornalista che è Liana Milella. Liana Milella, questa mattina su Repubblica ci racconta della nuova legge ad Personam, ormai la fabbrica delle leggi ad Personam è quotidiana, sforna ogni giorno un prodotto sempre più mostruoso e più deforme, cambia la Personam, nel senso che ogni giorno bisogna salvarne una tra gli amici degli amici, sia chiaro, ma la formula è sempre la stessa, c'è un problema da risolvere a Tizio Caio Sempronio, si fa una legge e glielo si risolve, Abbiamo avuto in questa legislatura, proprio, proprio oggi si compiono i sei mesi dalle elezioni ehm, del, ehm, di aprile e in questi sei mesi noi abbiamo già visto sei leggi ad personam tentate o già approvate. Si è partiti con la Salvarete 4, la personam era Berlusconi, quella da danneggiare invece era di Stefano, Europa 7. Subito dopo la blocca processi, bisognava bloccare il processo MIS. Qui la personam da salvare era di nuovo Berlusconi. Dato che poi i processi da bloccare erano 100.000, voi sapete che si è arrivati a un compromesso: dice blocchiamo solo quelli della personam e non blocchiamo quelli delle altre personas. E quindi si è fatta la legge Alfano che qualche, qualcuno chiama lodo, ma non è un lodo perché, come voi sapete, il lodo è una, è una mh, soluzione concordata. Qui non c'è niente di concordato, una cosa imposta dall'altro. Chiamiamolo porcata Alfano che è meglio e firmiamo possibilmente ai banchetti dell'Italia dei Valori e degli altri che hanno sostenuto per i prossimi tre mesi questa fondamentale raccolta. Più siamo, meglio è. Non lasciamoci fregare dal limite, dal, dal tetto delle 500.000 firme. Queste, queste firme devono essere milioni. Bisogna far capire che siamo milioni di persone che ci teniamo all'uguaglianza dei cittadini e alla Costituzione. Terza legge. Legge Alfano. Quarta legge. La legge Pro Matteoli. Voi sapete che è intervenuto l'Avvocato Consolo. Ne abbiamo già parlato con una norma che stabilisca che i ministri o gli ex ministri sotto processo non possano essere processati senza l'autorizzazione del Parlamento. Oggi è così solo per i reati legati alle funzioni ministeriali, in futuro, secondo questa porcata, dovranno passare al vaglio, all'autorizzazione del Parlamento preventiva anche i processi per fatti completamente estranei o addirittura precedenti alla carica ministeriale. E questa era la quarta. La quinta è la legge, l'abbiamo detto, pro-Tanzi, pro-Cragnotti, pro-Geronzi, pro pro-fallimento all'Italia. La sesta è quella che Liana Milella ci rivela questa mattina su Repubblica. Qui per fortuna qualcuno dell'opposizione se n'è accorto, soprattutto due rarissimi parlamentari che se ne intendono, Gerardo D'Ambrosio e Felice Casson, ex magistrati entrambi. Che cosa hanno scoperto? che l'altro giorno, infilato nella norma che incentiva i magistrati che si recano nelle sedi disagiate con degli aumenti di stipendio, hanno inserito un piccolo codicillo che abroga una norma approvata nel 2007 dal governo Prodi. Che cosa diceva quella norma? Diceva che i magistrati non possono ricoprire incarichi direttivi oltre i 75 anni se sono stati reintegrati in base a un'altra legge che era quella che consentiva ai funzionari pubblici sospesi o dimissionari per dei processi o delle condanne che poi in realtà venivano assolti e quindi potevano essere reintegrati. In caso di reintegro comunque il magistrato non può ricoprire incarichi direttivi se ha compiuto più di 75 anni. Uno dirà ma di chi stanno parlando? Fate nomi e cognomi. Chi è il magistrato che è stato reintegrato dopo che si era dimesso perché era stato condannato, ma poi è stato assolto e allora è ritornato in carica e che ha compiuto 75 anni? Non ce ne sono mica tanti, ce n'è uno. Si chiama Corrado Carnevale, è una vecchia conoscenza. È una vecchia conoscenza soprattutto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Che lo consideravano praticamente l'avversario numero uno. Subito dopo la mafia c'era colui che alla presidenza della prima sezione penale della Cassazione si incaricava, guarda caso, di cassare, quindi di annullare decine e decine e decine di sentenze di condanne emesse dai giudici di Palermo nei confronti dei capi mafia, ma non soltanto di Palermo, assolveva anche eh, i clan processati e condannati a Torino, per esempio, sempre con cavilli, virgole mancanti, timbri incompleti. Eh, era il re della, 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 del garbuglio, eh, lo chiamavano l'ammazza sentenze, secondo alcuni testimoni, suoi colleghi in Cassazione, alcuni pentiti di mafia, questo signore non annullava le sentenze perché andavano annullate, ma annullava le sentenze perché era d'accordo con la mafia. Si è fatto un processo, Carnevale è stato assolto in primo grado. È stato condannato in appello e poi la Cassazione lo ha, ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello che lo condannava. Senza rinvio cosa vuol dire? Vuol dire che non ha disposto un nuovo processo in Corte d'appello perché riscrivessero meglio la sentenza come spesso avviene. Ha annullato definitivamente stabilendo che le prove che erano state utilizzate dalla Corte d'Appello per condannarlo, quelle diciamo decisive non erano più utilizzabili. Come mai? Non erano utilizzabili perché, secondo la Cassazione, le testimonianze dei colleghi di Carnevale in Cassazione, che raccontavano di come lui facesse pressioni sui suoi colleghi per ottenere l'annullamento delle condanne dei mafiosi, anche quando lui non c'entrava niente perché non presiedeva il collegio, figurarsi poi quando lo presiedeva, e quindi c'erano racconti di suoi colleghi che dicevano quando eravamo in Camera di Consiglio, lui ci diceva Oh mi raccomando annulliamo, eccetera. Ma anche quando non era in Camera di Consiglio perché non presiedeva il collegio, però comunque si chiamava alcuni colleghi e gli diceva Oh mi raccomando annullate. Che cosa succede? La Corte ritiene utilizzabili queste dichiarazioni. Nel senso che ritiene come si era sempre ritenuto fino a quel momento che se in Camera di Consiglio, dove vige il segreto più assoluto, nessuno può rivelare che cosa succede nel chiuso della Camera di Consiglio, se però nella Camera di Consiglio si commettono dei reati, beh, metti che il Presidente malmena uno degli altri giudici, è in Camera di Consiglio, ma poi il giudice quando esce con l'occhio nero potrà dire mi ha menato il Presidente, anche se la Camera di Consiglio è segreta, però... Se si tratta di scoprire che sono stati commessi dei reati e chi li ha commessi, si può divulgare che cosa è avvenuto in Camera di Consiglio. Questo era, per fare un esempio banale, l'orientamento giurisprudenziale che c'era fino al processo carnevale quando è stato condannato in appello. La Cassazione, sconvolgendo e ribaltando questa eh, impostazione originaria, ha detto no, non si può rivelare nulla della Camera di Consiglio, nemmeno... Quando si tratta di processare qualcuno per qualcosa fatto all'interno della Camera di Consiglio e quindi che cosa ha fatto? Ha dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni dei magistrati di Cassazione che raccontavano di avere subito pressioni in Camera di Consiglio da Carnevale. E quindi, se la prova non, può, non vale più perché sono cambiate le regole durante la partita, è evidente che a quel punto Carnevale, anche per questo motivo, è stato assolto dalla Corte di Cassazione, che non si è nemmeno accorta di un altro fatto, e cioè che alcuni colleghi di carnevale che lo accusavano non raccontavano di pressioni avvenute dentro la Camera di Consiglio, alcuni sì, ma altri no, raccontavano di pressioni che lui faceva quando non stava in Camera di Consiglio, perché non presiedeva il collegio, e quindi erano pressioni avvenute fuori e quindi quelle dovrebbero essere utilizzabili. Hanno fatto un fritto misto, ci hanno messo tutto dentro, hanno detto che era tutto inutilizzabile e così anche per questo motivo Carnevale è stato assolto. A questo punto lui dopo la condanna in appello si era dimesso dalla magistratura perché, perché altrimenti il CSM l'avrebbe comunque sospeso o cacciato. Dopo che la Cassazione lo ha assolto, lui ha ottenuto una legge per poter rientrare in magistratura dopo che si era messo in prepensionamento. Legge che hanno approvato la maggioranza di centrodestra nel 2003 con voti naturalmente dei soli, soliti teste di cavolo di una parte del centro-sinistra che quando si tratta di dare una mano nelle porcate non si tira mai indietro. E quindi questa maggioranza trasversale riportò Carnevale in magistratura. Alla Cassazione a presiedere una sezione della Cassazione, per il momento sezione civile, prima stava nel penale. Ma non è che la soluzione della Cassazione cancella i fatti, per esempio, indagando su di lui, i magistrati di Palermo l'avevano intercettato per un certo periodo e l'avevano sentito subito dopo le stragi, subito dopo la morte di Falcone e Borsellino. Parlare di Falcone e Borsellino con dei suoi colleghi. Bene, Carnevale, in quelle telefonate intercettate, li chiamava, Falcone e Borsellino, i martiri dell'antimafia, li chiamava spregiativamente i Dioscuri, come se fossero Castore e Polluce, li prendeva in giro da morti. Diceva che erano due incapaci, con un livello di professionalità prossimo allo zero. Pensate, Falcone e Borsellino. Chiamava Falcone quel cretino. Faccia da cacciocavallo, cioè faccia da culo, detto molto chiaramente, è un modo di dire siciliano, e aggiungeva... Io i morti li rispetto, ma certi morti no, cioè Falcone Borsellino, manco da morti, li rispettava e poi aggiungeva: A me Falcone non è mai piaciuto. E poi insinuava che Falcone avesse messo sua moglie Francesca Morvillo, morta anche lei a capace, nella corte d'appello di Palermo per far confermare le condanne che Falcone otteneva in primo grado, quindi lo accusava addirittura di aggiustare i processi. Diceva al telefono per fregare qualche mafioso. Ecco, lui, secondo lui, condannare i mafiosi significava a Fregarli, questo diceva lui. Tant'è che quando l'hanno interrogato, gli hanno detto: Ma lei conferma le cose che risultano dalle intercettazioni? Io dice: Sì, sì, io contro di loro ho un'avversione un che non è, non è venuta meno nemmeno dopo che la mafia li ha ammazzati. Questo è il soggetto che in base a questa legge è tornato in Cassazione. È tornato in Cassazione, ma c'era questa norma. Fatta dal centro-sinistra che almeno ci metteva a riparo dalla, dalla beffa delle beffe, e cioè che Carnevale, che è più vecchio di tutti, proprio perché l'hanno reintegrato quando ormai era over quota. Lui era in età da pensione perché aveva più di 75 anni e invece di andare in pensione è rientrato in magistratura. Quindi il fatto che sia più anziano degli altri lo pone in vantaggio in un'eventuale corsa alla presidenza della Cassazione. Adesso un presidente c'è, si chiama Carbone, ma va in pensione nel 2010 e Carnevale lascerà la Cassazione nel 2013, quando avrà 83 anni. Allora dagli 80 agli 83 anni, quando andrà in pensione Carbone, chi sarà il candidato unico? il più anziano, quello che ha più titoli per diventare primo presidente della Cassazione, cioè il magistrato più importante d'Italia, quello che sta al vertice della piramide della magistratura, sopra il quale non c'è più niente. Sarà carnevale. In base a questa legge stabilisce che anche se ha compiuto 75 anni ed è stato reintegrato può diventare dirigente di un ufficio, cioè può diventare il primo presidente della Corte Suprema di Cassazione. E così quando un famoso annullatore di sentenze come questo andrà a presiedere la Cassazione, tutti quelli che hanno delle sentenze che stanno per arrivare in Cassazione e che sperano che siano annullate avranno buone speranze di ottenere anche loro il loro bravo annullamento. Questa è la sesta legge ad personam che passa in Parlamento. Vi preannuncio che ne avremo presto probabilmente una settima, nel senso che adesso devono rinnovare la Corte Costituzionale perché c'è un membro che si è dimesso da un anno e mezzo, è un ex avvocato di Berlusconi, si chiama Baccarella, era il civilista di Previti e di Berlusconi. Si è dimesso un anno e mezzo fa, non l'hanno ancora sostituito, ma adesso c'è un pressing per sostituirlo. E con chi lo sostituiranno? Il candidato favorito è il penalista di Berlusconi, e cioè l'avvocato Pecorella, che sta in Parlamento anche lui naturalmente. L'avvocato Pecorella è però è imputato a Milano. Per favoreggiamento nei confronti di Delfo Zorzi, che a sua volta è imputato a Brescia per la strage di Piazza della Loggia. Secondo l'accusa, Pecorella e l'avvocato di un pentito, Martino Siciliano, avrebbero pagato questo pentito per ritrattare le accuse a Zorzi sulle stragi di Piazza Fontana e di Piazza della Loggia. Di cui per entrambi gli avvocati, Pecorella e l'altro si chiama Maniaci, l'accusa di favoreggiamento nei confronti di un imputato di strage. Non era mai capitato nemmeno in Italia che un imputato di favoreggiamento di un presunto stragista venisse promosso a giudice costituzionale. Ma quando lo diventasse, pensate che cosa succederebbe? Avremmo un giudice costituzionale che ogni tanto va a un processo dove deve rispondere di favoreggiamento nei confronti di un presunto stragista. Quindi a quel punto ricominceranno a dire che non solo per il capo del governo, non solo per il capo dello Stato, non solo per i presidenti di Camera e Senato ci vuole quella tranquillità che sicuramente uno che ha dei processi non può avere per svolgere il suo mandato, ma anche per i giudici costituzionali bisogna prevedere l'immunità almeno durante l'esercizio delle funzioni e quindi si tornerebbe indietro a Lodo Schifani che diversamente da Lodo Alfano immunizzava anche il Presidente della Corte Costituzionale e perché no a quel punto tutti i suoi membri, come inizialmente voleva fare Alfano. Voi vedete come una legge ad personam ne figlia tante altre. Altre, nel senso che è come una smagliatura eh, che, se non viene immediatamente rammendata, comincia a dilatarsi e diventa una voragine. Ecco perché la smagliatura, cioè il lodo alfano, va immediatamente ricucita con l'abrogazione del Lodo o per via referendaria o per via del respingimento della Corte Costituzionale, perché a furia di fare una legge ad personam dopo l'altra, alla fine le uniche personam che non otterranno mai giustizia saremo noi, cittadini comuni. Passate parola. Buongiorno a tutti, molti sul blog di Beppe e anche sul mio voglio scendere.it mi hanno chiesto di parlare della mia condanna per diffamazione nei confronti di Cesare Previti in primo grado, non intendo farlo perché non intendo usare questo spazio per ragioni mie, penso che per difendersi dai processi bisogna andare nei processi e se una sentenza... Non la si condivide, la si deve appellare, quindi la sentenza poi non c'è nemmeno ancora, non è stata depositata, lo sarà fra 60 giorni. Ci sarà modo eventualmente di leggerla e di capire che cosa abbiano trovato di diffamatorio, di cosa abbia trovato diffamatorio questa giudice in un mio articolo che comunque è disponibile sul mio blog perché chi vuole si faccia un'idea. Eh, volevo invece partire mh, da questo caso o non caso a seconda, eh, perché un, eh, una persona che frequenta il blog Voglio Scendere mi ha mandato una un'email, anzi un sì un'email eh, riportandomi il messaggio che lui ha spedito via mail al direttore del TG1, Gianni Riotta, in cui lo esprimeva stupore per il fatto che il TG1, che non dà manco le notizie delle condanne ai ministri, agli imprenditori, ai parlamentari, avesse trovato il tempo per dare la notizia della condanna a me, che sono un privato giornalista e che oltretutto... Non solo era una condanna per diffamazione, e non certo per avere rubato, ma era anche soltanto una condanna in primo grado e il TG1 naturalmente non l'ha detto. Per cui, per esempio, alcuni miei parenti si sono molto spaventati pensando che io dovessi immediatamente andare in carcere per otto mesi. Dice questo ragazzo, Andrea Ariotta: almeno Travaglio il coraggio di parlare e di scrivere di Previti? E C ce l'ha. E non è servo di nessuno. Inoltre, è piccolo particolare, la condanna in primo grado, anche se questo il Tg1 l'ha dimenticato. Il Tg1 telegiornale del servizio pubblico e non partitico ha mostrato una volta di più il suo vero volto al servizio dei soliti noti. Loro non molleranno mai noi neppure. Distinti saluti, Andrea D'Ambra. Questa è la risposta che gli dà Riotta. Caro, caro, vabbè, abbiamo dato una notizia come sempre facciamo, capisco che per lei è una brutta notizia, ma se le stesse a cuore il mio pensiero, sappia che io sono contrario a qualunque condanna per diffamazione sempre. Preferiva non dessimo la notizia, si chiama censura ed è qualcosa che in Italia è frequente. GR, cioè Gianni Riotta, è talmente frequente che lui se ne intende parecchio di censura visto che censura tonnellate di notizie ogni giorno. Ecco, naturalmente il fatto di essere contrario alle condanne per diffamazione sempre è una pura follia. I giornalisti che diffamano devono essere condannati per diffamazione. Poi uno deve decidere se sia, se sia più saggio la pena pecuniaria, la pena detentiva, l'obbligo di retribuzione insomma si vede ma non è che noi possiamo vivere ehm, con la licenza di uccidere senza, eh, senza che veniamo minimamente sanzionati, altrimenti eh, ci sarebbero diffamatori professionali che continuerebbero senza più la, nemmeno la paura di essere puniti, per carità. Lungi dalla, dalla, da, da me eh, chiedere ehm, l'abolizione del reato di diffamazione, semmai bisognerebbe tipizzarlo meglio e stabilire che quando uno racconta un fatto vero... Non si scappa, le parole che ha usato, il contesto nel quale l'ha raccontato non contano, conta soltanto il fatto vero. E quando esprime una propria opinione, anche se è per dire che il Presidente degli Stati Uniti è un cretino, può dire che il Presidente degli Stati Uniti è un cretino, se poi lo motiva. E infatti negli Stati Uniti si può dire che il Presidente degli Stati Uniti è un cretino. Il regista Michael Moore ha pubblicato un libro che in Italia è edito dalla Mondadori che si intitola Stupid White Man e che si riferisce all'attuale presidente degli Stati Uniti Bush al quale viene dato del coglione praticamente e non è successo niente. Quindi eh, con, questi, con queste precisazioni se però uno pubblica un fatto falso e si rifiuta di rettificarlo sul giornale, beh allora certo che deve essere sanzionato per diffamazione. Il ragazzo gli risponde ancora e gli dice, caro Riotta, per me la brutta notizia è quella che sono costretto a vedere quotidianamente, con i dieci minuti e passa di sfilate di politici, a cui non viene fatta domanda nessu, nessuna domanda, ma a cui si lascia semplicemente lo schermo e il microfono, nessuna critica, nessuna informazione data ai telespettatori. A che serve il giornalista? A che serve chiamarlo telegiornale? Basterebbe spazio autogestito, dai partiti ovviamente. Nonostante la mia giovane età, fortunatamente, ho avuto modo di visitare qualche paese all'estero e devo dire che in nessuno di questi ho visto un telegiornale pubblico che faccia ciò che purtroppo accade nel vostro, nel nostro, perché è di tutti e non dei partiti, TG1. Sinceramente non riesco a ricordare di aver mai visto una notizia al TG1 come quella sulla condanna di Travaglio, quando queste riguardavano non giornalisti ma ministri, parlamentari, banchieri, imprenditori. Ne ricordo informazione sulle prescrizioni di Berlusconi e Andreotti, che anzi voi avete sempre scambiato per assoluzioni. La censura lei deve conoscerla bene, se mi dice che in Italia è frequente, perché bisogna passare da uno posto all'altro, censurare o fare cattiva informazione? Era così dura specificare che si trattava di una sentenza di primo grado? Ci avete bombardato di interviste e notizie sull'inquisito ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano Del Turco? Lo avete dipinto come un martire? Probabilmente lo sarà. Del Turco è la dimostrazione che quando riguarda altri, il TG1 dà la parola all'imputato. Invece questa volta, con Travaglio, guarda caso, così non è stato. Ha ragione Travaglio a sostenere che ora, se foste coerenti, dovreste fornire tutti i nomi dei giornalisti del TG1 condannati negli ultimi anni, in primo, secondo. Eventualmente terzo grado, ci sarà da divertirsi. Ecco, io penso che sia giusto chiedere al TG1 non perché ha dato la notizia della mia condanna, se lo facesse con tutti è giusto, che, ma perché ha dato la notizia solo della mia. Sembra, io spesso sono costretto a spiegare che tutti i giornalisti che fanno cronaca giudiziaria, soprattutto quelli, vengono querelati ormai dalle persone appena le nominano. Previti è uno che querela anche quando viene semplicemente nominato, in quell'articolo per il quale sono stato condannato era mezza riga, eh, querela quando lo nomini, quindi i giornalisti che fanno la giudiziaria hanno di solito centinaia di cause fra penali e civili per diffamazione, se uno fa la pesca a strascico è chiaro che poi alla fine qualche giudice che magari sbagliandogli dà ragione lo trova. Eh, e allora o si danno tutte le notizie o non se ne dà nessuna. Non mi ricordo che il TG1 abbia dato notizia delle condanne di altri. Non ricordo nemmeno per esempio che abbia raccontato che Bruno Vespa ha perso la causa in primo grado con Roberto Zaccaria, ex presidente della RAI, per avere inventato un complotto nella campagna elettorale del 2001 e aver raccontato che appunto c'erano state riunioni. Fra politici e il, e il presidente della RAI per fare in modo che Satiri con invitando me e Santoro parlando di Dell'Utri e della Mafia facessero uno sgarbo al Cavalier Berlusconi. Era tutto inventato, i testimoni citati hanno smentito, era una bufala di Vespa, una delle tante. Eh, Vespa è stato, ha perso la causa e soccombente in primo grado in quella causa. Non ricordo che il Tg1 abbia dato notizie, eppure Bruno Vespa credo sia molto più famoso. di Me, che faccio 5 minuti alla settimana a danno zero mentre Vespa fa 2 ore eh, al giorno. Chiusa parentesi per dire che cos'è il giornalismo, se andate sul canale di Raisat Extra oppure se volete andare su Dagospia trovate la trascrizione dell'intervista che David Letterman ha fatto a John McCain. Voi sapete che due settimane fa John McCain con una scusa poi rivelatasi falsa, aveva disertato l'intervista al Letterman Show e David Letterman l'aveva sputtanato pubblicamente dandogli del bugiardo. Da noi che cosa sarebbe successo? Da noi un McCain, un McCain italiano avrebbe querelato e fatto causa civile chiedendo milioni di, di dollari al giornalista cattivo. In America, dove hanno tanti difetti ma la democrazia funziona, McCain si è presentato da David Letterman è un gesto che indica di per sé stesso il fatto che McCain ha capito di aver sbagliato e ha capito che per recuperare consensi davanti al pubblico trasversale che vede Letterman ha dovuto andarci e sottoporsi a domande del tipo guardate ve ne, ve ne leggo soltanto due perché poi le altre ve le trovate voi. Che rapporti aveva col suo finanziatore Liddy, uno che era finito in galera? Seconda domanda. La Palin potrebbe essere presidente, e eh, il vicepresidente prende il posto del presidente quando sta poco bene, e governa uno Stato con 24.000 impiegati e avanti di questo passo, tra prese per il culo e domande serie addirittura sui finanziatori che sono finiti in galera. Ecco pensate a un David Letterman Show in una campagna elettorale italiana. Sarebbe un po' come avere Grillo che che fa porta a porta, sarebbe un po' come avere una, un anno zero dove Santoro può intervistare i leader perché magari ci vanno, mentre ad anno zero, come avete visto, almeno finora i leader non si avvicinano avendo la possibilità ovviamente di avere Vespa eh, che le domande non gliele fa oppure che gli prepara dei compitini e delle pietanzine o dei vestitini cuciti addosso, come disse in una famosa intervista. Ecco, forse anche Riotta, che se, se la tira da americano, eh, americano del Kansas City, come direbbe Alberto Sordi, potrebbe dare un'occhiata. Letterman, oltretutto, è un intrattenitore, non è un giornalista. Beh, insomma, probabilmente eh, le condanne dei politici Letterman le darebbe e invece di occuparsi di quelle provvisorie eh, dei giornalisti, anzi di un giornalista <ride> e basta. Eh, vi segnalo due o tre notizie mh, che naturalmente non troverete, non troverete mai al TG1, una l'ha data ieri anche il blog di Grillo, il sequestro del, dell'area destinata all'inceneritore eh, Marcegaglia in Puglia, con indagini che vedono indagato anche un funzionario della regione. Per il settore ambiente. Il gruppo Marcegaglia, importante sia di per sé perché è un colosso della siderurgia, sia perché la figlia di, del, del fondatore Steno Marcegaglia è presidente della Confindustria, è spesso protagonista di notizie di tipo giudiziario in questo periodo. Muoiono operai. Nei cantieri Marcegaglia e il TG1 non dice una parola. Steno Marcegaglia viene condannato insieme a Colaninno e a Geronzi, 4 anni ha avuto, 4 anni e un mese come Colaninno, per il crack Bagaglino Italcase e il TG1 naturalmente non dà la notizia. Il gruppo Marcegaglia patteggia per corruzione come azienda e poi tramite il suo rappresentante che è il figlio di Steno e fratello della signora eh, Emma Marcegaglia per corruzione per tangenti in cambio di appalti dall'Enipower, dall silenzio del TG1 e adesso il sequestro del cantiere. Ma andiamo avanti. Abbiamo una... Una splendida notizia da Milano, Marcello dell'Utri, dichiara, a parte i suoi errori, Mussolini non era quel greve individuo che hanno cercato di lasciarci come immagine dopo la guerra. Il Duce era un uomo che aveva molte qualità e dai diari emerge l'aspetto umano, la sua cultura, la sua capacità politica e di statista in maniera prepotente. Eh, siamo in tempo di riabilitazione, naturalmente, quindi quando uno dice... Eh, a parte gli errori, e eh beh certo, se uno mette da parte tutti gli errori, diventiamo tutti dei santi. Il bello non è tanto la riabilitazione di Mussolini, che purtroppo eh, non è un'esclusiva di Dellutri. Abbiamo sentito anche Berlusconi, abbiamo sentito anche recentemente Alemanno. Eh, in passato, Fini. Il bello è che viene fatta sulla base dei cosiddetti diari di Mussolini, che ogni tanto Dellutri presenta alla stampa nella speranza che la stampa si sia dimenticata che sono falsi. Dellutri ha investito non so quanti soldi nell'acquisto dei cosiddetti diari di Mussolini, che tutti gli storici hanno già stabilito essere un falso grossolano anche. Lui continua a presentarli alla stampa dicendo vedeste che aspetti umani vengono fuori. Sì, ma sono aspetti umani del falsario, non di Mussolini. Eh, quando vedete invece in televisione parlare di dell'Utri, di solito se ne parla in, nella sua veste o di politico o di bibliofilo. Eh, la domanda è come possa essere bibliofilo uno che non riesce a distinguere dei diari veri o dai falsi, che tra l'altro tutti i giornali d'Europa hanno definito falsi. Un'altra notizia che credo sia sfuggita eh, al Tg1 e che meriterebbe forse approfondimenti, è la decisione della GCOM, l'autorità la, la, per la garanzia nelle comunicazioni, ehm, le cosiddette autority, no? come le chiamano all'inglese, perché quando vogliono fregare la gente eh, usano un termine inglese, no? così glielo mettono in quel posto all'inglese, eh, l'autority ehm, e dal governo, dal governo Berlusconi, insieme hanno deciso finalmente di dare una frequenza a Europa 7 che aspetta dal 99 di avere le frequenze per poter finalmente accendere le trasmissioni dopo aver avuto la concessione. Era ovvio che tutti si aspettassero che le frequenze venissero tolte a chi non ne ha più diritto. Voi sapete che per la Corte Costituzionale la rete 4 deve andare su satellite e che per il bando di gara del 99... Rete 4 ha perso la concessione a trasmettere. Se trasmette è perché i governi le hanno continuamente concesso proroghe per fare una cosa che non potrebbe più fare. Abbiamo un occupante abusivo di frequenze pubbliche naturalmente, che si chiama Mediaset. Abbiamo un imprenditore che a quelle frequenze ha diritto da 9 anni. Abbiamo il Consiglio di Stato e la Corte Europea di Lussemburgo e la Commissione Europea che hanno stabilito che questo signore debba avere delle frequenze, rischiamo multe altissime. Non solo per tutti gli anni passati, ma anche per il futuro. Se non verranno date queste frequenze, che cosa decidono la GCOM e il governo Berlusconi? Che allora la frequenza la portiamo via a Rai 1. E Rete 4 continua a tenersi quelle che non potrebbe avere. Io lo trovo spettacolare. C'è un signore che ha affittato casa. La casa è occupata da un abusivo. Invece di mandare via l'abusivo, prendono un signore che ne ha affittata un altro, lo sbattono fuori di casa e ci mettono quello per non disturbare l'abusivo. Io lo trovo meraviglioso, no? eh, Non credo che la cosa si sia molto notata eh, in questi giorni in televisione e dire che. Viene portata via a Rai 1 questa frequenza, quindi forse il TG1 avrebbe potuto magari farlo notare. Non dico protestare, perché figuriamoci: protestare contro un governo così meraviglioso, però insomma, almeno farlo notare. Andiamo avanti perché le notizie, si, le notizie che non avrete mai si accavallano. Per esempio, non so se Riotta si senta chiamato in causa, ma c'è il Financial Times che sostiene che in Italia. Berlusconi riceve dai media, televisioni e molti giornali una adulazione vicina ai livelli nordcoreani, chissà se il giornalista corrispondente da Torino, Guy Dunmore, ha mai visto il Tg1 per formarsi questa idea secondo cui Berlusconi viene trattato altrettanto bene che il Presidente King Jong i secondo che è praticamente il caro leader come lo chiamano eh, in Corea. Bene, vedremo eh, se si riferiva o meno al TG1, livelli di adulazione pari a quelli nordcoreani, questo è il... Non credo che sia stato mai eh, nemmeno raccontato un altro fatto veramente significativo che è, eh, come dire, quella cronaca... Dall'estero che aiuta a capire che cosa succede in Italia rispetto agli altri paesi e quali sono gli standard di democrazia da noi rispetto alle democrazie normali. La cronaca estera di solito la fa quello col ciuffo dall'Inghilterra, la fanno degli strani personaggi, alcuni anche bravi, ma altri molto strani che ritengono che per il fatto di trovarsi all'estero devono fare del colore, del bozzettismo, della, devono essere simpatici, quindi parlano sempre di qualche vicenda pruriginosa nelle corti reali ehm, europee, pettegolezzi, gossip, la cronaca estera è diventata gossip. Ehm, e purtroppo all'estero succedono anche cose serie, tutt'altro che gossipare. Per esempio, Mandelson, il re dell'alluminio e il super yacht, nuovo scandalo per l'ex commissario europeo, il politico laborista appena richiamato al governo dal premier Brown rischia di doversi dimettere per la terza volta. Che cosa avrà mai fatto questo, questo collaboratore di Blair? Questo ministro del business è eh, l'ha combinata veramente grossa, tant'è che ci sono delle scommesse su di lui che danno 10 a 1 l'addio prematuro. Ecco, lui è stato per quattro anni commissario al commercio dell'Unione dell Europea e adesso è arrivata su di lui un'indiscrezione poco edificante. Lui ha passato eh, l'estate eh, a Corfù. Nella villa di Rothschild. E fin qui dice il Corriere della Sera niente di male, ma una bella mattina al molo della villa ha attraccato il Queen K, superiore di proprietà dell'oligarca russo Oleg Deripaska, in arte re dell'alluminio. E che cosa ha fatto l'incauto eh, ministro di Gordon Brown? È salito su quello yacht per qualche ora, secondo alcuni per un drink. Secondo altri addirittura per cena e per passarci una notte, ha accettato un'ospitalità per una notte sullo yacht di un oligarca russo. Adesso si domandano se si debba dimettere da ministro. Io credo che noi faremmo la firma se i nostri ministri si limitassero a accettare un passaggio o un drink sullo yacht di un oligarca, anche perché l'oligarca numero uno ne ha parecchi di yacht oltre che di ville e nessuno gli ha mai chiesto niente. altro dall'estero. Sara Palin. Sara Palin ha perso punti oltre a quelli che aveva già perso per le ignorantate che fa ogni volta che apre bocca, perché si è scoperto che in Alaska, dove lei è governatrice, c'è un'indagine sull'Alaska da parte del Congresso americano che riguarda il licenziamento del capo della polizia dello Stato dell'Alaska, Walter Monegan. Perché è stato licenziato da Sara Palin, il capo della polizia? Perché non avrebbe avuto eh, l'astuzia di esaudire un desiderio della Palin, anzi andò contro i voleri della Palin. E che cosa fece? Danneggiò un parente della Palin. E quindi per ragioni di parentela, c'è scritto qua sul Corriere. Secondo il capo degli investigatori, ci sono prove sufficienti per dimostrare che Sala Palin e suo marito Todd cercarono una vendetta personale contro un agente protagonista di un divorzio astioso dalla sorella del governatore. È evidente che Todd Palin abbia abusivamente usato l'ufficio e lo staff della moglie senza che lei obiettasse. Quindi, c'è un poliziotto che divorzia dalla sorella della Palin, la Palin chiede al capo della polizia di punirlo, il capo della polizia non lo punisce e lei trasferisce il capo della polizia. Una storia che ricorda vagamente una vicenda rosa che è finita sui giornali, non sul TG1 naturalmente, per carità, dove Tg1, eh, TG1 dà le notizie, no? mica, mica dagli scandali. Qualche mese fa si scoprì che una valletta della RAI era diventata molto amica, diciamo così, diciamo molto amica del nostro presidente del Consiglio, nel frattempo aveva, si era separata dal marito, col quale però aveva ancora dei rapporti, anche perché avevano un piccolo figlio insieme, e quindi a un certo punto per tenerlo buono la ragazza sarebbe intervenuta per fare in modo che il marito venisse promosso, il marito lavorava ai servizi segreti. Credo al Sisde e ottenne delle gran belle promozioni grazie a questa simpatica amicizia fra il nostro presidente del Consiglio e La Valletta. Se non che poi i due litigarono, diciamo, le trattative per chi dovesse tenere il figlio e cose del genere andarono a Ramengo. I due non si parlavano più e quindi, guarda caso, il marito fu degradato e spedito a un incarico dove guadagnava un terzo di quello che guadagnava prima. Allora lui scrisse una lettera dicendo che se avesse parlato lui avrebbe potuto rovinare il nostro attuale Presidente del Consiglio proprio in campagna elettorale e guarda caso recuperò le posizioni perdute e fu riportato in auge eh, con una decisione che qualcuno attribuisce addirittura al nostro attuale Presidente del Consiglio e poi l'Espresso scoprì che c'era pronto a Palazzo Chigi un decreto per nominare questa graziosa signorina eh, portavoce del governo e del presidente del consiglio. Anche lì si sarebbe potuto parlare di abuso di potere se qualcuno avesse parlato della faccenda, invece per fortuna il TG1 ha cose più interessanti. Dalla Norvegia intanto giunge notizia che c'è una deputata che telefonava alle maghe e che quindi... Non verrà più ricandidata alle europee, è una parlamentare laburista. Dall'Inghilterra giunge notizia che il parlamento inglese ha respinto la legge antiterrorismo presentata da Brown. Noi ci domandiamo: ma com'è possibile che il parlamento respinga una legge fatta dal governo che ha la stessa maggioranza che c'è in parlamento? È eh, dove funziona la democrazia, il parlamento è autonomo e controlla il governo fermando qualche abuso ogni tanto, come è capitato anche con la prima versione del decreto salvabanche di Bush e del suo ministro. Ma vorrei concludere con una notizia che induce veramente all'ottimismo, anzi due. Vengono dalla Campania, regione più che mai martoriata. Che cosa succede? Una è il ritorno di Pomicino. Pomicino, che era rimasto fuori dal giro per pochi mesi, non di più, eh, voi sapete chi era Pomicino, era l'ex ministro del bilancio della Prima Repubblica noto per l'allegria la, della diciamo, gestione del bilancio pubblico negli anni in cui il debito pubblico schizzò alle stelle, non era solo colpa sua, ma diciamo che era anche colpa sua, visto che tra Commissione Bilancio e Ministero del Bilancio ha messo le mani eh, sui nostri soldi per molti anni, oltre a essere poi stato condannato per corruzione, per finanziamento illecito, ma insomma questi sono dettagli, è stato nominato al controllo strategico della pubblica amministrazione. Chi l'ha nominato? Il ministro Rotondi. Comitato scientifico di Palazzo Chigi per il controllo strategico della pubblica amministrazione. Abbiamo l'esperto in, in buchi che va a fare il controllo strategico, è una cosa meravigliosa. Sono notizie che portano un grande ottimismo per, per il risparmio proprio che noi avremo grazie a Pomicino, ce lo fa pensare almeno. Chissà com'è contento Brunetta, eh, che ai tempi del debito pubblico era uno dei consiglieri di Craxi, quindi dava una mano anche lui a scavare il buco, mentre oggi dà una mano a riempirlo, sempre con i soldi nostri ovviamente. L'altra <coughs> notizia. Con cui vi lascio è questa. Cito dal mattino: sono esattamente nove righe, una micro brevina di quelle tipo fuggito barboncino, ricca ricompensa a chi lo ritrovasse. A volte ritornano o forse non se ne sono mai andati. Eccone uno, Carlo Camilleri, il consuocero di Clemente Mastella, è stato eletto presidente di Cofindi Benevento per il prossimo triennio. Ingegnere titolare di un importante studio di progettazione, Camilleri lo scorso gennaio fu coinvolto in un'inchiesta giudiziaria che sfociò negli arresti suoi, ma anche della sorella, ehm, la, scusate, no, la, la sorella, la, la consuocera, cioè la moglie di Mastella. Dove è indagato anche Mastella, l'inchiesta di Santa Maria Capovetere. Lui fu arrestato prima in carcere poi ai domiciliari per associazione a delinquere, falso materiale ideologico commesso da pubblico ufficiale, corruzione turbata libertà degli incanti, truffa, rivelazione segreti d'ufficio, concussione. Insomma, una. Una bella, una bella serie di reati, Camilleri è stato eletto all'unanimità dall'Assemblea dei Soci insieme al Consiglio d'amministrazione. Qualcuno di voi dirà, ma che cosa diavolo è questo Confidi? Perché il nome è molto bello, no? Confidi sa di fiducia, sa di confidare. Che cos'è? È spettacolare. Confidi è l'organismo promosso dall'Unione Industriale di Benevento e significa Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi con lo scopo di facilitare l'accesso al credito bancario attraverso la concessione di garanzie collettive a condizioni particolarmente vantaggiose e trasparenti. Basato su principi di mutualità e senza scopi di lucro, il Confidi si rivolge alle piccole e medie imprese attraverso specifiche convenzioni bancarie, eccetera. L'obiettivo è quello di sviluppare un sistema di garanzia sempre più accreditato e riconosciuto per elevare al massimo le capacità di accesso al credito delle imprese soci, quindi è un garante dei prestiti alle imprese, pensate uno che reduce dalla custodia cautelare per sei o sette reati, fra cui associazione delinquere, concussione, truffa e turbativa d'asta. Eh, io lo trovo meraviglioso e quindi mi auguro che anche voi eh, abbiate seguito questo mio percorso verso un grande ottimismo e una grande fiducia finale e naturalmente mi auguro che facciate circolare queste notizie perché purtroppo il TG1 non le ha date. Passate parola. Buongiorno a tutti, oggi vi voglio parlare di due sentenze delle quali avete sentito poco, di una avete saputo ma senza entrare nel merito, dell'altra proprio non avete sentito mai parlare e non ne sentirete mai parlare credo. Cominciamo dalla seconda. Antonio Di Pietro qualche anno fa aveva dichiarato, come molti di noi fanno, visto che conosciamo le carte, che Rete 4 è abusiva, preciso. Rete 4, secondo la Corte Costituzionale, da esattamente 14 anni, non dovrebbe appartenere a Berlusconi o, nel caso in cui dovesse ancora appartenergli, non dovrebbe più trasmettere sull'analogico terrestre, cioè sul, sui canali che noi vediamo schiacciando il nostro telecomando al numero 4, perché nessun privato può possedere più di due reti televisive e Berlusconi ne possiede tre. dopodiché trasmette in virtù di leggi fatte apposta che le consentono di farlo. Quindi dal punto di vista delle leggi è strettamente legale quello che avviene, eh, in realtà è incostituzionale e da qualche mese, cioè da gennaio di quest'anno è anche illegittimo in quanto incompatibile con le normative europee che come voi sapete prevalgono diritto comunitario prevale sul diritto nazionale e quindi lo dovrebbe scalzare. Dico questo perché ogni volta che qualcuno dice che rete 4 è abusiva, anche se legalizzata è esposta a fare ciò che non si può fare, mediaset querela. Io ho avuto molte cause, molti hanno avuto cause per aver detto questa semplice elementare verità. Bene. Di solito queste cause vanno a finire bene, nel senso che portiamo le sentenze della Corte Costituzionale, adesso la sentenza anche della Corte europea delle, del Lussemburgo e eh, i giudici danno ragione. Questa volta è successa una cosa in più, di Pietro eh, si è visto dare ragione eh, con l'archiviazione della querella che gli aveva fatto Mediaset per avere detto rete 4 è abusiva, il giudice ha voluto aggiungere un qualcosa in più. Vediamo. La sentenza è del 15 ottobre, sono quattro pagine, il giudice per le indagini preliminari di Milano, Vincenzo Tutinelli, preso atto della richiesta di archiviazione della Procura di Milano. Preso atto del fatto che Mediaset si è opposta alla richiesta di archiviazione, ha tenuto l'udienza e ha deciso di archiviare. Perché ha deciso di archiviare? Perché non c'è diffamazione nel dire che Rete 4 è abusiva. Perché non c'è diffamazione? Perché Rete 4 è abusiva. E quindi dirlo non è diffamazione ma è la verità. Il giudice, che deve essere anche spiritoso, parte dal vocabolario e va a cercare il significato dell'aggettivo abusivo e scrive, secondo il vocabolario della lingua italiana il termine abusivo qualifica un'attività fatta senza averne il diritto o l'autorizzazione. È noto l'uso del termine con riferimento all'abusivismo edilizio, in cui appunto l'attività così qualificata è quella di avere costruito senza idonea licenza o concessione. Proprio il riferimento al fenomeno dell'abusivismo edilizio può essere in qualche modo interessante perché, così come per le trasmissioni televisive, in tale ambito, le case costruite abusivamente, sono intervenute delle legislazioni che prevedevano interventi di sanatoria legittimando a posteriori l'abusiva attività svolta in precedenza. Quante volte? Dopo aver costruito abusivamente una casa senza la licenza o la concessione o i permessi ambientali, eccetera, eccetera, arriva la sanatoria, arriva il condono e quindi uno dice ma io sono in regola, no, non sei in regola, sei un abusivista legalizzato dai tuoi amici in Parlamento, legittimando a posteriori l'abusiva attività svolta in precedenza, quando l'hai fatto non potevi, dopo che l'hai fatto ti sei fatto mettere in regola. Il riferimento all'abusivismo edilizio è inoltre interessante perché in tale contesto si è enucleata un'altra categoria di attività abusive, quelle svolte in forza di un provvedimento dichiarato illegittimo. Ecco l'altro passaggio. Quelle leggi che poi dopo che tu hai fatto la casa abusiva l'hanno sanata ex post, sono poi state dichiarate addirittura illegittime nel caso delle tv naturalmente dalla Corte europea di Lussemburgo. E allora si passa dalle case abusive alla televisione abusiva. E qui il giudice, ripeto, si chiama Vincenzo Tutinelli, fa una breve storia, ma proprio un bignamino <coughs> di rete 4. Dice cioè, da tempo le trasmissioni radio-televisive sono regolate con legge che prevede la necessità tra gli operatori, stante la limitatezza delle frequenze, di un idoneo provvedimento concessorio da parte dell'autorità statale competente, la concessione dello Stato a trasmettere. Scala locale o su scala nazionale, come nel nostro caso, negli atti è richiamato il decreto ministeriale del 99 che, da una parte, rigetta la domanda della querelante Mediaset per Rete 4 di assegnazione delle frequenze. Nel 99 c'era stata, vi ricordate, la gara per l'assegnazione delle concessioni? Rete 4 l'aveva persa Europa 7 di Di Stefano l'aveva vinta. E quindi, quando Mediaset ha chiesto di nuovo le frequenze per Rete 4, gli hanno detto: no, tu non puoi più. Quindi, da un lato, il decreto ministeriale del 99 rigetta la richiesta di frequenze da parte di Rete 4, dall'altra la autorizza in via transitoria, dicendo continuate pure a usare quelle che già avete, fino a quando l'autorità di garanzia delle comunicazioni, la GCOM, fisserà un termine ai sensi della legge, eccetera, eccetera. Naturalmente la GCOM che cosa ha fatto? Non ha fissato nessun termine e quindi Mediaset ha continuato a trasmettere... In base a questa proroga, illegittima, per anni e anni fino a oggi. L'autorità, come è noto, non è un'autorità indipendente, è nominata dai partiti. A quel punto, fino al 2003, non arriva nessun termine dalla e allora interviene di nuovo la Corte Costituzionale, che come già nel 1994 dice guardate che rete 4 deve andare su satellite o deve essere venduta. E fissa lei il termine, 31 dicembre del 2003 terrorizzato Berlusconi approva la legge Gasparri 1, Ciampi la rimanda indietro, all'epoca avevamo un Presidente della Repubblica che ogni tanto rimandava indietro qualche legge incostituzionale e allora a Natale del 2003, a pochi giorni dalla scadenza, Berlusconi vara il decreto Salvarete 4 e poi mette a posto tutto per legge con la Gasparri 2 nell'aprile del 2004. A questo punto ecco che nel 2008 anche la Corte europea la Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo si accorge che l'Italia è fuori regola e fuori legge. Ha affermato la illegittimità della normativa che permetteva il differimento degli effetti del provvedimento autorizzando occupanti di fatto delle frequenze. Quindi tratta proprio come degli squatter, come quelli che occupano gli edifici pubblici e ci si installano dentro. Questi occupano abusivamente frequenze pubbliche. Quindi la, sancisce la illegittimità della norma che consente agli occupanti di continuare a occupare le frequenze, sia pure sempre in via transitoria, che è, un, è una transitoria definitiva perché non finisce mai. E qui cita tutta la sentenza della Corte di giustizia europea e poi spiega che conseguenze ha, visto che il diritto comunitario prevale sul diritto nazionale. Tale sentenza evidenzia la sussistenza di un contrasto con il diritto comunitario dell'intero sistema italiano televisivo e della prosecuzione delle occupazioni delle frequenze da parte dell'odierna querelante, cioè di Mediaset. Quello che sta facendo Mediaset è in contrasto con la normativa europea, anche se è legittimato dalle leggi ad hoc italiane, che decadono di fronte all'orientamento europeo. Afferma il contrasto fra la normativa europea e l'autorizzazione a un'occupazione temporanea a trasmettere da parte del soggetto che in precedenza occupava le frequenze. Quindi, questa è la frase fondamentale, il giudice nazionale non ha la possibilità di discostarsi dall'orientamento in quella sede europea espresso. Che cosa vuol dire? Il Consiglio di Stato che aveva interpellato la Corte europea di Lussemburgo per sapere se quello che succede in Italia è o non è in linea con l'Europa, ora che ha saputo dalla Corte europea che siamo completamente fuori legge. Non può fregarsene e fare finta di niente, anzi, non può discostarsi da quell'orientamento, deve farlo proprio perché? Perché Ubi Maior, minor CES, la legge italiana, conta niente rispetto alla sentenza della Corte Europea. E quindi quando a dicembre il Consiglio di Stato dovrà decidere il da farsi sui ricorsi presentati da Di Stefano per Europa 7, dovrà fare propria questa roba qua. Anzi, sarebbe addirittura autorizzato lui stesso a togliere le frequenze. A Rete 4 per darle a Europa 7. Perché? Perché la legge soccombe rispetto alla sentenza della Corte Europea e non c'è niente da fare. In ragione di ciò il carattere della abusività, richiamato nelle dichiarazioni incriminate, quelle di Di Pietro, verrebbe a derivare dalla patente di illegittimità. Conferita dalla sentenza della Corte di giustizia e delle comunità europee all'intero sistema normativo italiano dal 1997 a oggi e ai provvedimenti attuativi di tale sistema. Insomma, è ben difficile ritenere diffamatoria un'affermazione fatta da un soggetto di pietro. Quando la medesima affermazione viene poi fa, di fatto riproposta dalla Corte di giustizia delle comunità europee pochi anni dopo, di Pietro ha semplicemente detto ciò che poi ha ribadito addirittura la Corte europea di Lussemburgo. Allora due sono le conclusioni. Primo, a dicembre il Consiglio di Stato dovrebbe, secondo questo giudice che è un giurista e quindi capisce di queste cose, dovrebbe farla finita con questo abuso. Non edilizio ma televisivo, ai danni dei cittadini e ai danni di un concorrente come Europa 7 di Francesco Di Stefano. E questo vi spiega per quale motivo, visto che anche gli avvocati di Mediaset lo sanno, quest'estate il governo ha tentato di fare l'ennesima salva rete 4 per sistemare un'altra volta le sue faccende, e la messa da parte perché tanto l'Europa nella procedura di infrazione che potrebbe nascere si pronuncerà fra qualche mese e adesso nel tentativo disperato di fare in modo che il Consiglio di Stato non tolga le frequenze a rete 4, che cosa ha fatto il governo? Insieme alla GICOM, quella che è rimasta inadempiente per tutti questi anni, ha stabilito che le frequenze Europa 7 non gliele dia Rete 4, che le occupa abusivamente sia pure autorizzata per legge illegittima. No, le frequenze si tolgono a Rai 1. Pensate, abbiamo! Una televisione abusiva e invece di levare le frequenze a lei le si leva a Rai 1 che è assolutamente legittimata. Rai 1 dovrà sacrificare una parte delle sue frequenze di trasmissione per darle a Europa 7 in modo che Rete 4 continui a occupare abusivamente le frequenze che non le spetterebbero in quanto è senza concessione. Vi rendete conto di quello che sta avvenendo? Nel silenzio assoluto eh? non c'è nessuno, nemmeno delle opposizioni cosiddette, che abbia parlato di questo. Ne abbiamo sentito riferimenti ai di interessi alla faccenda televisiva nel meraviglioso discorso di Walter Veltroni a, al Circo Massimo. Infine c'è una bellissima richiamo all'articolo 21 della Costituzione a dimostrazione del fatto che per fortuna ancora qualche giudice in materia di diritto di critica eh, fa riferimento alla Costituzione. E dice: appare il caso di ricordare che come L'articolo 21 non protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che urtano, scuotono, inquietano. Con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva, certo se uno si mette a insultare, eccetera, ma se uno usa delle, dei termini appropriati può fare anche le critiche più dure, perché? Perché la libertà di espressione, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, non tutela il diritto di applauso, tutela il diritto di critica innanzitutto. E questa è la prima sentenza. La seconda, almeno ne avete sentito il titolo, è quella che riguarda Calogero Mannino, ex segretario regionale della DC, ex ministro democristiano, trapassato tranquillamente, senza traumi, dalla prima alla seconda repubblica e oggi felicemente seduto in Senato con l'UDC, l'Unione dei Cuffari e dei Casini e dei Cesa e anche dei Mannini. Bene, L'altro giorno è stato assolto nel secondo processo d'appello dall'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. La formuletta è la solita che mettono quando assolvono un politico coperto di, di, di prove, dicono che le prove sono insufficienti e quindi è il solito comma 2 dell'articolo 530 del codice di procedura penale, lo stesso che avevano inserito nella sentenza di primo grado che assolveva Andreotti, anche lì per insufficienza di prove, la stessa che hanno messo quando hanno assolto il presidente della provincia di Palermo Francesco Musotto. La stessa che hanno messo per tanti processi, nel, per accuse diverse ovviamente, a Berlusconi, a cominciare dalla sentenza della Cassazione sulla tangente alla guerra di finanza. Bene, le sentenze, come è noto. Si rispettano, se ne prende atto, si aspettano le motivazioni, se non le si condivide si impugnano nella sede successiva. Probabilmente la Procura Generale di Palermo ricorrerà un'altra volta in Cassazione. All'incontrario di quello che era avvenuto la volta scorsa, quando Mannino, assolto in primo grado per insufficienza di prove, in appello era stato condannato a cinque anni e quattro mesi e aveva impugnato la sentenza in Cassazione, che gli aveva dato ragione dicendo che la motivazione era scritta male e bisognava riformularla. Aveva rimandiato indietro il processo alla Corte d'Appello per difetto di motivazione perché si rifacesse il processo di secondo grado, lo si è rifatto, i giudici questa volta l'hanno assolto per insufficienza di prove, cioè hanno ritenuto insufficienti le stesse prove che i loro colleghi della stessa Corte d'Appello avevano ritenuto sufficienti. Stavolta probabilmente sarà l'accusa a impugnare davanti alla Cassazione e se così fosse potrebbe anche darsi che la Cassazione. Rimandi il processo indietro per fare un terzo processo di appello, uno dirà ma siamo dei pazzi a fare così. Eh, sono i pro e i contro del sistema che abbiamo in Italia, che consente molte impugnazioni e che ehm, consentendo vari gradi di giudizio prevede la possibilità che ogni volta i giudici valutino il materiale probatorio in maniera diversa da quello dei loro colleghi precedenti. C'è chi vede il bicchiere mezzo pieno e c'è chi vede il bicchiere mezzo vuoto, è sempre così. È una valutazione discrezionale. Che cosa interessa a noi cittadini, a me giornalista? Interessa soprattutto sapere se ci sono degli elementi dei quali parlare, emersi in questo processo, se ci sono dei fatti gravi. Per il fatto che questo signore fa politica in Parlamento, dei quali possiamo prendere atto, a prescindere poi da che cosa decidono i giudici sulla configurabilità del reato in base a quegli elementi. Abbiamo dei fatti dai quali partire, c'erano dei fatti che giustificavano quel processo, poi l'abbiamo detto. Il giudice è liberissimo, soprattutto in un ambito così aleatorio come il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, di stabilire che secondo lui è provato lo scambio fra il politico e il mafioso oppure invece di stabilire che non è sufficientemente provato lo scambio. Perché lo dico? Perché questa sentenza è utilissima per capire la differenza che c'è fra un'assoluzione per una volta sarebbe detto per insufficienza di prove oppure una soluzione per una diversa valutazione delle prove da parte di giudici di vario grado e invece l'errore giudiziario. Ogni volta che assolvono qualcuno che era stato arrestato, come in questo caso, oppure indagato, oppure addirittura già condannato una volta, scatta subito lo strillo generale: ecco, era un errore giudiziario, non è mica detto. Non è mica detto, può darsi benissimo che uno venga arrestato, rinviato a giudizio e poi assolto senza che nessuno abbia commesso nessun errore giudiziario, anche perché gli elementi necessari per arrestare qualcuno prima del processo o per rinviare a giudizio qualcuno al processo sono diversi da quelli che sono poi necessari per condannarlo. Basta molto meno per arrestare una persona che non per condannarla. Di solito lì si arresta quando ci sono gravi indizi. E quando si rischia che quello inquini le prove o intimidisca i testimoni o commetta altri reati o scappi, rendendo dunque vano il processo. Per questo, molto spesso, si arresta qualcuno prima del processo, per fare in modo che poi il processo si possa fare genuinamente. Se poi al processo non emergono altre cose rispetto a quelle emerse al momento dell'arresto, quello può essere assolto. E non c'è stato nessun errore giudiziario: nel senso che gli elementi per arrestarlo c'erano e gli elementi per condannarlo non c'erano. Eh, bisogna conoscerle purtroppo le cose. Per parlare invece qua parla sempre chi non sa niente, allora hanno detto, ecco avete visto, era un errore giudiziario. Non c'è stato nessun errore giudiziario nel, nel, nel caso di Mannino. Mannino è stato arrestato all'inizio degli anni 90 ed è rimasto in carcere per due anni. L'arresto non l'ha fatto la procura di Caselli, l'ha chiesto la procura di Caselli, due pubblici ministeri, Teresa Principato e Vittorio Teresi, e quell'arresto è stato confermato ovviamente È stato disposto dal GIP, ovviamente. È stato confermato da tre giudici del riesame, quindi due PM, un GIP, tre giudici del riesame, siamo già a sei. Ha fatto ricorso la sua difesa alla Cassazione. La Cassazione si è pronunciata a Sezioni Unite, sono in nove nelle Sezioni Unite. Bene, i nove delle Sezioni Unite hanno confermato l'esigenza di tenerlo dentro e siamo 9 più 6, 15. Dopodiché hanno chiesto la scarcerazione per motivi di salute. Il Tribunale del Riesame di Palermo, altri tre giudici, hanno detto di no. 18 giudici di diverse città, di diverse sedi di diverse funzioni, hanno deciso che Mannino doveva stare in galera. È evidente che non possono essere tutti visionari o avercela tutti con lui. E allora com'è che è stato arrestato e adesso poi è stato assolto? Semplice! C'erano gli elementi per arrestarlo e secondo i giudici poi non c'erano sufficienti elementi per condannarlo, secondo i giudici del secondo appello, mentre invece secondo i giudici del primo appello gli elementi c'erano e gli hanno dato 5 anni e 4 mesi. Qual è il problema? Il problema è che noi viviamo in un sistema dove ci sono troppi gradi di giudizio, dove troppi giudici mettono il becco. Naturalmente questa è una garanzia perché molti occhi vedono meglio di pochi, ma dall'altra parte c'è sempre la possibilità che ogni occhio veda alla maniera sua e che quindi ci siano dei ribaltamenti di giudizio e di valutazione. È tutto fisiologico, anche se sembra strano, sta nel nostro sistema questa conseguenza paradossale. Quindi c'è poi una convenzione che noi accettiamo, altrimenti non staremo insieme e non affideremo la giustizia ai tribunali, per cui ha ragione l'ultimo arrivato. Alla fine dei ricorsi, l'ultima sentenza, quella che diventa definitiva, è quella buona. Ma chi ci dice che l'ultima sia quella buona e non fosse meglio la penultima? È una convenzione. In questo caso alcuni hanno detto ci sono elementi, altri hanno detto non sono sufficienti. E intanto li vogliamo conoscere questi elementi in modo da poter giudicare almeno la persona. Dopodiché il reato fa il suo corso, vedremo come finirà. Ma a noi devono interessare i fatti che riguardano la persona. Allora quali sono i fatti? Beh i fatti sono per esempio che Mannino... Già dal Tribunale che l'assolveva in primo grado era stato giudicato malissimo dal punto di vista politico ed etico e acquisita la prova che nel 1980-81 Manino aveva stipulato un accordo elettorale con un esponente della famiglia Agrigentina di Cosa Nostra, Antonio Vella, c'era stato addirittura un incontro in casa con questo farabutto. E in seguito con altri boss della mafia gregentina. Il tribunale parlava, assolvendolo, quindi il tribunale che gli voleva bene, di patto elettorale ferreo avallato dall'intervento di un mafioso come Vella. Un patto che costituisce una chiave per interpretare la personalità e consente di invalidare buona parte della linea difensiva di Mannino volta a rappresentarlo come un politico immune da contaminazioni coscienti con ambienti mafiosi o addirittura vittima di chissà quali complotti, nessun complotto altro che immune da contatti mafiosi. Questo sapeva che erano mafiosi andava lì e faceva un patto elettorale ferreo con i capi mafia di Agrigento e poi aveva proseguito negli anni successivi. Perché allora l'avevano assolto e perché adesso l'hanno di nuovo assolto? Probabilmente la motivazione oggi non c'è, abbiamo quella del primo grado, perché non c'è la prova che l'accordo elettorale abbia avuto a oggetto una promessa di svolgere un'attività anche lecita, anche sporadica per il raggiungimento degli scopi di Cosa Nosa. Traduzione in italiano. È provato che ha fatto un patto elettorale con la mafia, è provato che ha incontrato i capi mafia, è provato che gli ha chiesto i voti, è provato che quelli l'hanno votato, ma poi Mannino li ha fregati. Cioè, Mannino ha truffato la mafia e non ha dato in cambio quello che loro si aspettavano, o almeno non è provato che lui abbia dato qualcosa in cambio. In appello, nel primo appello, il procuratore generale Teresi invece aveva dimostrato che cosa aveva dato in cambio Mannino e aveva portato una sentenza fantastica che è quella sul tavolino degli appalti in Sicilia. Voi sapete che nelle zone normali. La corruzione riguarda l'imprenditore che paga e il politico che prende. In Sicilia e nelle zone di criminalità organizzate il, il tavolino ha tre gambe, nel senso che c'è l'imprenditore che paga e dall'altra parte ci sono il politico e il mafioso che prendono. Nella sentenza su questo tavolino a tre gambe era quello gestito da Salamone, il fratello del magistrato di Brescia e Filippo Salamone, l'imprenditore siciliano agrigentino che gestiva il tavolino insieme ai mafiosi e ai politici, c'è scritto che negli anni Ottanta, quando Mannino era segretario regionale e poi diventò ministro eccetera eccetera della DC, funzionava perfettamente il triangolo con i politici che prendevano i voti dai mafiosi, gli imprenditori che pagavano i mafiosi e i politici in cambio di appalti e i mafiosi che ricevevano appalti in cambio dei voti ai politici e della protezione agli imprenditori. Sapete com'è andato quel processo? C'erano tre nomi di politici che facevano parte di questo patto del tavolino. Uno si chiamava Shangula, uno si chiamava Nicolosi ed era il presidente della regione democristiano e l'altro si chiamava Mannino. Sono nominati tutti e tre nella sentenza. Quale sentenza? La sentenza che condanna per il tavolino degli affari politico-mafioso-imprenditoriale gli imprenditori e i mafiosi. I mafiosi sono stati condannati, gli imprenditori sono stati condannati e i politici sono stati assolti. Voi capite la differenza che c'è fra un errore giudiziario e una diversa valutazione degli elementi. Evidentemente quello che fanno i politici è meno grave di quello che fanno i mafiosi e gli imprenditori insieme ai politici. Qualcuno potrebbe persino pensare che l'errore giudiziario non è soltanto quando viene condannato un innocente, ma è anche quando viene assolto un colpevole. Giusto? In linea generale è così, l'errore giudiziario è quando il colpevole la fa franca o l'innocente viene condannato al posto del colpevole. Ecco, spero che sia chiaro che cosa ho voluto dire. Non è tanto importante agli occhi del cittadino se un politico ha commesso un reato oppure no, perché anche se si ritiene che non l'abbia commesso, che non ci sia la prova sufficiente che l'abbia commesso, beh, importa se ci sono dei fatti che lo riguardano. E voi vedrete che se leggete la sentenza e la pubblicheremo appena ci sarà, le altre le abbiamo messe nel libro Intoccabili che abbiamo scritto Saverio Lodato e io, beh, vi renderete conto che di fatti ce ne sono a carico di Mannino, penalmente rilevanti? Non lo so, non spetta a me deciderlo, politicamente gravi? Quello sì spetta a noi deciderlo, andare ai matrimoni dei mafiosi e poi dire ero lì per la sposa, facendo finta di non conoscere lo sposo? che è Gerlando Caruana, beh, è un po' strano. Assegnare le esattorie della provincia di Agrigento ai cugini salvo, noto, noti mafiosi, questo ha fatto Mannino. Assumere al ministero un certo mortillaro che era un uomo della mafia, che cos'è un fatto? Andare a casa o ricevere a casa dei mafiosi per fare patti elettorali ferrei con la mafia, anche se poi secondo alcuni non è dimostrato il contraccambio. È un fatto grave o non è un fatto grave? È un fatto grave e avanti di questo passo. Far parte del, del tavolino ed essere garantiti per i voti eh, nel tavolino con i mafiosi e con gli imprenditori è grave o non è grave? È grave. Bene, eh, di queste cose naturalmente non si è parlato, si è preferito parlare di errore giudiziario, come se avessero processato Manino al posto di qualcun altro. Non è stato un abbaglio, non è stato un caso di omonimia o un sosia. Volevano processare proprio Mannino e dovevano processare proprio Mannino perché questi fatti andavano esaminati. Dopodiché non basta non essere condannati per poter essere puliti, per poter fare politica a testa alta, se si hanno sulla coscienza fatti come questi. Naturalmente sono cose che purtroppo non avete sentito e non avete letto e quindi cosa volete che vi dica il solito nostro motto, passate parola.